Buonasera. Ma che caldo fa? Potremmo accendere l'aria condizionata, penso, però va. Buonasera a tutti, ragazzi. Ciao Matteo. Allora, un po' di musica. Sai, devo accendere l'aria condizionata, sto morendo. Oggi si inaugura. Non abbiamo un problema. Io qui muoio, non posso stare da chiusa. Merda atomica. Queste batterie sono scoppiate. Ok, vado a prendere altre batterie. Queste devo mettere sulla scina d'acido, quindi devo scendere, devo prendere una bustina assolutamente. Allora. Allora, aspettate, zitto, torno subito, eh. Madre che caldo, anzi lo sta così. Scoppiate proprio, non è possibile. Adesso sono salite però. Ciao a tutti, ora attivo un attimo, accendo un attimo il climatizzatore perché qua stiamo crepati di caldo, sennò morivo proprio. Sperando che funzioni. Ti prego, vai. È andato. Ok, acceso. Allora, come state, raga? Ho fatto questa cosa, è uscito l'acido. Non bene. Oh, Darione, 16 mesi, cazzo, grande Dario. Ah, come state ragazzi? Come state?
Ok. Ah, che caldo, ragazzi, che caldo. Che caldo, ragazzi, che calore. Come state? Come mai subito tanta gente stasera? Cosa è successo di particolare? No, è vero, siamo in pochi ancora. Cazzo, mi sa che stagione. Va bene, va bene. Come vedete, stasera sto giocando in realtà due tavoli Zoom del 100. Fra un po' arrivano i super ospiti, motivo per il quale preferisco essere più concentrato su ciò che dobbiamo fare piuttosto che sul chiacchierare, piuttosto che giocare stasera. Quando farò le puntate come quella che c'è stata con Cage l'altra volta, cercherò di intrattenere con un tavolo o massimo due Zoom. Anche sto giocando il 100, sto giocando il 50, potrebbero essere anche al 100 le prossime volte. E eventualmente vediamo un po'. Stasera non fa sessione Mitolo? Sì, tra poco arriva Giovanni e mi ha promesso che fa sessione lui, ragazzi. Quindi sì, assolutamente sì. Alle 23.30 arriva, chiamo di là, dove c'è un po' di gente, vedremo un po' chi parteciperà, chi sarà presente, chi no, e via. Allora, vediamo un po' se è sul tavolo, questo qua non fa bene, sì, ok, stiamo portando una forbet qui. Ale Rest, davvero si forte questa testa di donna? Non, personalmente io non lo conosco molto, cioè non lo conosco proprio, non gioco in MTT, non saprei dire. Certamente uno che vince tanto non è che scarsa non sarà. Dove c'è nel finalizzatore, ragazzi, sai perché sto una zuppa di sudore, c'è una maglia bagnata di sudore. Allora, vediamo un po'. Allora, stiamo alternando due tavoli, le cose come sempre male. De caso stasera non mi vedrò la tipa per vedere questa live. Molto male, molto male. Questa live sarà anche ovviamente trasmessa, riportata sul canale YouTube per intero, senza editing. Che non lo so fare, non per altro, altrimenti lo vorrei. Quindi salutiamo i ragazzi. No, ho foldato. Salutiamo i ragazzi di YouTube. La mia sub non è uscita nel banner sotto nell'overlay. Ah no? Sei sicuro? Vabbè, grazie per la sub, Dario. Allora, 5 minuti la chiamo di là. Mi sto consumando. Chissà come mai la pila si era scoppiata. Chissà come mai. Cazzo, mi sono scorso, ho cambiato, già sono fatta. Vabbè. So quando compri le Duracell belle. Mamma mia, è caldo, non si crepa questa stanza. Che mi raccontate? Dai, raccontate qualcosa di bello. Come mai tutto veramente? Stacco già 60. Cioè, ragazzi. I quanti. Ma posso sapere chi è che ha scritto. Chi è che assilla il buon Giovanni per venire in live? Chi è che ha scritto a Mito per venire a fare live?
che mi ha scritto lui, ha detto dai facciamo sta live perché la gente continua a chiedermelo. Bello perdere lo stacco nel caso è cominciato, eh? Tra le cose belle di questo gioco. Allora, sto cercando anche di lato. Ah. Vediamo un po' se arriva. Vediamo un po' chi arriva. Allora, dottor Arsenico, ma giochiamo pure, dai, facciamo vedere pure che giochiamo qualche spot nel frattempo, nell'attesa. No, sta ancora Super Spino se leggi su BS. Ah, boh, c'hai ragione, Dario. Vediamo se apro Streamlabels. Vediamo se va Streamlabels. Sarà questo, forse proprio. Ma no, ma è automatico. Io vedo Darione. Mi è comparso Darione. Devo aprire il label? Vabbè. Dai, chiamiamo un po' di là. Chiamiamo nella call della live. Allora, avvia la chiamata, e ho detto a 10:30, diciamo un po', abbiamo la sta chiamata. Ehi, Simo! Vai. Voilà! Devo stare molto attento, molto. Stai rischiando? Molto attento. Giovanni che non entra? Forse non è partita la chiamata. Mitolo. Chi è Giovanni? È Chi è Gio Giovanni? perché per cosa sarà Cazzo, per cazzo lo chiama Giovanni, manca la madre. Non ha detto, chiamerà Mitolo. Mitolo, Mitolo ragazzi, Mitolo. Grandi Allora. ragazzi. Sempre Mitolo. Oh. Eccolo, grande Gio. Eccoli loro. Come Ma siamo in live. stai? Siamo in In live da un live. po'. Siamo in live da un po', ragazzi. Come stai, Gio? Bene, tu come stai? Ho visto tempi migliori, ma torneranno anche i tempi Eccolo qua. migliori. Sento un po' male, Sento il un bordello. Aspetta. po' male. Vai, vai. C'ho le cuffie però. A te ti sento bene, sentivo qualche bordellone di sottofondo. Dimmi, dimmi. Come stai? Come stai? Sto bene, Finalmente però ci sto abbiamo male, fame. come sto tutto mal di testa, mal di colonna. In passato mi sono abbottato delle robe. Mal di testa no, però cioè tutti quelli che mi capiscono, tutti quelli nel cambio di stagione e così, cioè almeno da me e pure da te a quanto mi è arrivato il caldo improvviso, quindi. Io ho acceso il climatizzatore in questo momento, eh. Bravo, hai fatto bene. No, io per fortuna la sera che sto in alto, apro, sto bene, però cioè, si soffre proprio. Tu Capito, come stai andando a sta sessione? Come è capito. No, iniziata? appena iniziato almeno due È stack. appena No, iniziata. appena iniziato almeno due stack. Adesso piano piano Ah. riprendiamo. Adesso piano piano riprendiamo. Ma ti vedo con lo zoom 100. Io lo gioco lo zoom 100 per stare Sì. tranquillo.
Come sono mai? al Zoom 100 su due tavoli, tra l'altro. Infatti avevo beccato una mano fa, tipo un forbettato. Come mai? Questa buonasera zona? A tutti, buonasera. Sono... Buonasera. Oh. Ciao, Gol. Ciao, Gol. Sono sia su Normal che su Zoom. Ah, per questioni di promo. Per i punti, sì, sennò... Anzi, questo mese rischio di fama. Però sì, devo per forza aggiungere lo Zoom, se no non gliela faccio. Qualche volta pure Zappa. Però non c'è traffico sto mese. Capito. Come vanno le cose? Raccontaci un po'. Abbiamo cercato di fare sta live sono tre mesi. Finalmente. No, è vero. Anzi, guarda, grazie dell'invito e stavolta finalmente ce l'ho fatta. E sono contento che ci risentiamo. Poi in realtà torna molto prima, solo che tra una cosa e l'altra alla fine è stato sempre incasinato e ognuno ci sono impegni, tranquillo. Però poi ogni tanto, capito, qualcuno mi scrive in chat, mi dico, no, qualcuno mi offende, fai schifo. Chi che ti offende? No, che ne so, a casa. Chi ti offende? Sono lei con quasso, fai schifo. Ma davvero? Oppure no, vabbè, comunque insomma la maggior parte dicono dai, live, così allora... Cazzo, hai riscontrato un successo clamoroso, cioè dovresti essere contento, no? Cioè alla fine... Dovrebbe, esatto, no, me lo sfrutto con la musica, faccio... Io purtroppo non posso rispondo pure là. In questo momento non posso trasmettere le tue canzoni perché sono coperte da copyright. No, ma che trasmetti? No, perché sto registrando anche la vostra voce. Se non registrassi le vostre voci potrei tranquillamente mettere le canzoni anche coperte da copyright, non restano registrate. Che ci racconti? Come vanno le cose ai tavoli? Da un po' non ci sentiamo. Allora, i tavoli, vabbè, come vedi, ormai mi hai trovato a tutti i livelli, quindi ce n'è per tutti i gusti, dai. Madre, t'ho visto anche lanciato al 1000, eh? Sì, pure al 1000, perché comunque ogni tanto parte qualche tavolo magari decente, allora mi ci butto a caso. Come stanno andando le cose? Allora, questo mese non mi posso lamentare, il mese scorso avevo fatto un bagno di sangue. Del tipo? E per fortuna ho chiuso bene, la prima settimana quasi mi stavo indebitando con la camorra. Stavo provando. Ma che stai dicendo? Nel senso swingato le macchine, cioè. Poi però sono riuscito, ho giocato tanto, cioè ho grindato veramente tanto perché veramente è stata tosta. Però per fortuna infatti mi ha dato un sacco di morale il mese scorso, perché veramente sarà, cioè in una settimana dico mamma mia. E poi per fortuna sicuramente ci sarà stata una run tremenda all'inizio e una super good run magari l'ultimo periodo, cioè quello ovvio. Vabbè, si bilanciano le cose. Esatto. Poi tu avrai giocato miliardi di mani, quindi che te lo dico a fa. Si bilanciano, alla fine tutto torna. Sì, esatto. Poi che ti dico, vabbè, 500 è tosto, vabbè, quello si sa. Il 1000 alla fine è un po' strano perché comunque vabbè è un po' diverso dal 500, nel senso che vabbè ovviamente non è lo devo di a voi, lo sapete meglio di me, però col fatto che non c'è il rebuy, cioè ovviamente le dinamiche sono un pochino diverse, non troppo però, e poi ovviamente parte di meno, cioè vabbè cambiano un po' il range pre-flop, immagino, e comunque magari è un po', c'è cioè, una situazione non dico più nitti, però dai, cioè col fatto che esatto, cioè vabbè, giustamente se stai 60-70x non è come sta 100, certo, no, beh, è normale perché vabbè, comunque dipende un po' dagli start, a parte che in chat sono tutti, esatto, no, beh, poi penso che sta live sono tutti reg, quindi penso che ci sia qualche novizio del gioco, come no, ce ne sono tanti, sì, okay. Chiedono, fanno, beh, come no, sono però tanti, sempre gamblers, dai, cioè non penso che ovviamente no, il tag della live comunque è poker, quindi difficile, okay, che arrivi gente non si è interessata all'argomento, non lascio come tag poker proprio per questo, perché comunque essendo un argomento abbastanza settoriale è inutile mettere un po' di tag e poi non c'entra un cazzo, arriva gente e dice ma che è stato, no, allora qua chiedono, qui ci stanno Gruz, il barone sta arrivando, l'avvocato grande sta arrivando Gruz. Tanto ci sono Cruz ed Eugol. Io ero un attimo mutato, sto qua. Non volevo far casino.
po' a spot perché non posso. Comunque, ragazzi, scusate, io voi mi avete detto della maglietta, là, le cose, poi. Quella maglietta? La maglietta del canale, no? Ancora non l'ho fatta. Purtroppo già ci sono stati un po' di casini. No, appena faccio a te la mando. A te ti mando subito la prima, te lo dico. La prima sarà tua. Vabbè, dai, la prima quella me la adesso ormai, quindi... giovedì ti ho detto che c'è un po' un impegno, poi le cose si sistemeranno con calma. Da settembre ripartiamo, anche perché c'è in progetto di fare qualcosina con altri ragazzi, finalmente, di fare qualcosa di serio. E quindi ci sarà una presenza anche più costante proprio come rappresentanza. Tanto già qua stanno arrivando domande per te, sono arrivate su Instagram. Vai, scusa, però prima che avevo interrotto Gruzzi per dirti della maglietta, quindi Gruzzi stava di una cosa. No, non può parlare. Dicevo che parlerò poco, cercherò di non fare discorsi troppo lunghi perché rischio di svegliare gente e di prendermi dei vaffanculo, quindi sto a rischio. Vaffanculo nella... Io pure capisco che c'ho la porta chiusa e qua... Oggi c'era un po' di gente. Vaffanculo nel migliore dei casi, altrimenti sono ammazzate. Sì. Quindi ogni tanto quindi sarà una live però... quieta, diciamo. No, quale quieta, A parte già, fra un po' io sto giocando, però qui c'è stata una richiesta del pubblico. Mi reclamano, ma io la prossima volta streamo, ma stavolta perché poi. No, come la ma come la prossima volta? Ma lo sai cosa? Che se io mi metto a streamare, a me non mi va di crescere sugli altri siti. Cioè, qualcuno già lo sa. Ah, ma stai giocando anche altri siti? Poi non so, cioè non l'ho mai fatto. Quindi essendo completamente, non dico una parola brutta, ma insomma, non essendo proprio esperto, ferrato, allora oggi ciao a tutti. Ma scusa, tanto magari lei è grande avvocato. Ciao Barone. Oh, grande Barone. Barone che ha perso la mia stima calcistica dopo che ha detto che Cenciarini non è male tecnicamente. Non è che hai perso la stima, è che Cencia ha messo un paio di giocate interessanti e con grande umiltà e onestà lo ha riconosciuto. Vabbè, Simone, alla fine sembra la prima vera Bologna fatta. Ma l'avvocato ne sa. Come state, ragazzi? Come state? Grande. Bene, accaldato. Ho acceso l'aria condizionata. Male ma bene ma male. No, però scusate, aspetta un attimo, che allora. Mitolo. Cioè. Mitolo. Gruzzo si è segnato le mani come la scorsa volta. Mitolo, quindi. No, allora. Che parte Mitolo. Vabbè, Gio. Gio, dai, Gio. Allora. Tagliamo adesso a Toro. Se tu stai giocando altri siti e non vuoi far vedere il link, tu inquadri solo Stars, anche dai, solo due, anche la solo prossima volta. Ma no, come la prossima live. Ma come la prossima oggi facciamo una chiacchierata, modalità osserva mi vengono fatte domande sulla mano e io dico come facciamo a fare le domande sulla mano? È impossibile. Modalità osserva. Ma non è possibile. Beh, perché la mano arriva dopo 10 minuti, cioè è impossibile proprio. Ma oggi sto proprio off. Dai, facciamo una chiacchierata così, facciamo una cantatina. Vabbè. Un po' così goliardica. Però tu l'altra volta, noi la possiamo anche fare la chiacchierata, però tu l'altra volta su un po' di domande hai spiato, non si può parlare di niente. C'è ragione. No, infatti no, parlare, dici che siccome non parlo gioco, eppure tu c'hai ragione. L'altra volta ti abbiamo fatto alcune domande su quale tu spiavi, dato che stiamo a parlare di poker, e se no stiamo parlando di un altro argomento, diciamo quello di... Iniziamo dai, la prossima live. Oggi facciamo un po' così, tanto possiamo per esempio una domanda che voglio farti io. Come organizzi la tua giornata, non solo pokeristica, la tua giornata, come organizzi quando ti svegli, che cosa fai? Sì, ammazza, proprio tipo gossip. Molto duro, questo Gruzz. Ammazza. È entrato a gamba tesa. Subito l'avvocato parte a difendere. Io innanzitutto ricordo il grandissimo, nonché preparatissimo e super vincente avvocato che mi può sempre difendere in queste situazioni. Avvocato, se lei mi autorizza, parto con poi. Vada. Io voglio sapere proprio la tua giornata
totale, non solo pokeristico, ma come ti svegli, che fai. Intanto la gente si sta disperando in chat, Gioia, che non vuoi streamare. Cioè, la gente è disperata. Ma guarda, non vi perdete niente, ragazzi, cioè, proprio, anzi, in generale non vi perdete niente. Stasera penso che sarebbe veramente una carneficina per me, non per gli altri. Quindi, vabbè, ma infatti, no, ma infatti una sera che giochi 2-3 tavoli su Stars e basta, cioè, nel senso, senza che ti apri. Ma sì, dai, l'organizzo bene, me lo setto bene, mi faccio... Vabbè, ma 3 tavoli. Il canale già ce l'ho. Ma 3 tavole, tre tavole. Lo sai che c'è, che devo... Come hai il canale? C'ho sta roba che... Hai il canale? No, c'ho il canale, ma così, passivo, nel senso che passivo. Per guardone. Cioè, ah, canale guardone. No, passivo, passivo, vabbè, no, non dico neanche etero uomo, perché ormai dal senso canale... Non ho capito il senso. Va bene tutto, insomma, uomini, donne, sì, dai, non dico. Ma sì, perché poi sennò magari poi fuori dalla chat. Questi sono contenuti, poi la pochetta ferma verranno diffusi su scala globale, quindi... Cioè, vedi, c'è Cinciarini... C'è roba che assolutamente, poi mo ci stanno pure le lezioni. C'è gente che ha annullato impegni, c'è uno che non si è visto la ragazza per trombare, per stare questa sera a vederti e tu lo stai... Ti stai deludendo fortemente. Chi è questo? Chi è questo qua? Fammelo conoscere. Teodo Agri, forse ci ha pure giocato qualche volta contro. Ammazza. Ha detto, no, non mi sono visto la ragazza. Moggio, sono geni pure di genere. Hanno votato il sondaggio. Hanno votato... Ma scusa, ma avete giocato tutti i giorni? Mo solo perché vedete le carte in ma niente, no, ma capito. Ma no, perché... Siete dei guardoni, cazzo. Ma no, perché è interessante sapere di chi process. Volevamo farci. Ah, io ragazzi, vi ringrazio della vostra stima piuttosto che... Vabbè, ma tu giochi il 1000, perdonami. Vabbè. Cioè... Qua sì, abito sì, a vedere il 100. Guarda, sto qui pure. Aspetta, no, dico, sto qui pure il tavolo al 100. Porca puttana. Scusa, no, chi ma lagga un po'? Cioè, solo per multitasking. Una vipa. Allora, se stavano per chiudere due tavoli al 1000 e qui. Io non lo so. Sì, sta laggando. Se mi rivolete in live, se mi... No, su Stars. Se mi rivolete in live un'altra volta, cerchiamo di non far mandare tutto stasera, sennò. Dai, sta tranquillo. No, bro, che stasera poi mi via male. Sta tranquillo. No, cioè, rispondiamo alla domanda del buon Cruz. La mia routine, allora, innanzitutto non dico viva la giornata perché, alla Carlone. Questa, allora, quest'anno parliamo dell'ultimo anno, quindi mo, senza andare troppo ritroso, flashback, cose romane. Che benedici, quest'anno, tutta la vita, insomma, sì, no. Sì. Parliamo di quest'anno, ti dico, è stato un anno dove ho iniziato con varie cose, cioè ho deciso di concentrarmi, ho stoppato un attimo la musica, praticamente un anno e mezzo l'ho stoppata, ma adesso devo andare a Milano, insomma, a fare delle cose nuove, per la vostra gioia. E di che si tratta? Però parte musica, e allora sono dei singoli nuovi, video, e poi insomma organizziamo pure un po' di live, un po' di roba così. Ah, interattive anche bello poi, ma ripartito tutto sapere, tra l'altro tu sei a Milano, no? Sì un passo a Milano, sì. Pure il barone. sì sono anch'io, il barone si vuole... Dove ti trasferisci il barone, hai deciso? Non lo so, devo ancora capire. Okay. Un po' che voglio fare della mia vita anch'io, un po'. Vabbè, comunque alla una priorità ce l'hai sempre, dai, una priorità ce l'hai sempre, dai. La legge, Gio, scusa, ho scritto un tuo probabile nick sugli altri siti. Come? No, chi è? Che dici? No, non sono io. Tutti che sei Ettore. Grandissimo. Però non so io. Ma chi è che l'ha detto? Siso. Siso è forte, cazzo. Ma tu giochi Siso? 888? No, su 888 sono un coglione ancora, cioè, non... Vabbè, sono ritardato. Non... E secondo me quello è un po' il mondo tuo, può essere. Veramente? Guarda. Sì. Perché, dimmi un po'? Secondo me partito un mille, aspetta che mo per la gioia vostra ci vado. Vado a perdere tutto il roll, aspetta. Ma ferma, il mille possiamo osservarlo. Se giochi il mille lo apriamo, chiaramente. Aspetta che porca puttana devo diventare. Non mi rubate fuoco, Siso, state fermo. No, Siso, lascia sta fermo. Siso, non gioca, buono, dai. Siso, qua guai a te, Siso. Dai, qua c'è il pubblico, porca puttana, vogliono vedere andare a brocco questi, vogliono il sangue, il gladiatore qua. Ma già puttana sti stronzi, oh.
7? No, è entrato Fear the Bridge. No, Fear the Bridge. Dai, dai, mettiti in waiting. Scriviamoli tutti di uscire. Dai, fate uscire Fear the Bridge, via. Ho joinato. Allora, mo' vi rispondo a tutte. Innanzitutto Siso volda forte, cazzo, grande. Ah, devo aspettare. Che sta a fa, Siso? Siso, l'altra volta mi hai detto che le stava a pigliare per culo, Siso. Perché? Però Siso, in realtà, io lo... ce l'ho un po' nel cuore, perché pure lui lo sfottono sempre. A Siso lo sfottono? Siso lo sfottono, però lui se ne frega, stampa, pensa. Cioè, non lo so, beh, io non è che lo conosco, però... lo vedo sempre bello schierato al mille, quindi... No, ma Siso è miracolato, è miracolato. Penso sia ricco di famiglia. È miracolato, è miracolato. Beh, allora Siso non si sa se sei bravo o no. No, vabbè, è bravo. È miracolato, Siso, è miracolato. Siso, sì, stanno a dire le peggio cose, che sei miracolato. Siso, la preparazione c'ha Siso al 25 farebbe fatica, però purtroppo c'ha una turbochiappa. Ah, è diffusa questa hate. Sì. Vabbè. Ok. Ma io ho mangiato fagioli a pranzo, vi sconsiglio la mia compagnia in questa serata. Mamma mia. Ah, e il fagiolo. Però, vabbè. È cattivo. Comunque, dai, brutto. Che ci racconti? Comunque, sto mille, niente. Allora, la routine... L'altro vedo Capodoglio in waiting. Sì, no, però è il primo. Potrei sedermi anch'io. No, sono io il primo. Sì, vai tranquillo. Fanno fuori il polacco. Tanto, l'altro tavolo l'ho aperto io per sicurezza il mille. L'ho preso io, lo sono fatto al mille. L'altro tavolo. Ma Siso, come si chiama su cosa? Su Snai? Ah, boh, non lo so. Quindi... Reggi inventore, dai. Se parte l'altro tavolo al 1000, il posto tuo te lo prenoto io, quindi... Chi sei tu, grandissimo? È Wall 93. Ah, grande Wall. Io comunque faccio notare che ho fatto una domanda a quarto d'ora fa. Ragazzi, Wall, ci siamo un po' corteggiati, perché io mi sono accorto, io non mi ricordo se... Vecchio maiale Wall. Vecchio maiale Wall, No, aspetta, io non ci ho mai né parlato né... No, chattato su Stars, sì, però. Ma io mi ricordo, mi sa che avevo seguito prima e non me lo ricordo. Poi ho visto, cioè, ci siamo riseguiti e alla fine ci siamo seguiti. Mi seguite? Perché sono un po' casato che stavo cenando con Maledetto. Cazzo, Maledetto numero uno. Ma dove sta? Ma non c'è sta Maledetto? No, qua non c'è. Maledetto, dove sei? Fattene un po', non gioca. Maledetto, stai waiting. Maledetto, non gioca stasera, dai. Cioè, tu ti devi rendere conto che se facciamo un sondaggio in chat, adesso siamo 100, addio. Quanti siamo? 100, 100 e poco. 130, siamo 130. Sì. Siamo 130. Se facciamo un sondaggio e chiediamo alla chat, anzi potrebbe anche farlo. Quanto è scarso mi... No. Volete una session live di Maledetto o di Mitolo? Mitolo, ancora tu mi chiamalo col suo nome, ma perché sono io Mito con il suo nome da artista? Giomi. Grazie, avvocato, guarda, non ti pago mica l'ora. Io sono convinto, avvocato, guarda, io questo avvocato lo voglio shakerare nel mondo. Sono convinto che almeno il 70%. Facciamolo. Facciamo una cosa. Scommessa impossibile, potremmo fare un zap 2K, no, al 1000 io contro Maledetto, e se io vinco Maledetto mi regala la Lamborghini. Mi sembra un free roll un po' eccessivo. Però se lo fate su un milione di mani, non è che un milione di mani, ci siamo un milione di anni. Aspetta, un milione di mani. Hai visto quando via la casa? Hai visto quando ci stanno le challenge, che tipo quegli underdog vanno tipo 10-1, no? Che ne so, Bill Perkins contro Jungle, ma non so. Sì, sì, no, ma infatti ci sta, Cioè, se lo facessi in tante mani, secondo me sarebbe più duro. E io gioco 10K, che cazzo ne so. Beh, un milione di mani no, perché cioè, non gioco neanche un euro. Cioè... No, tipo 10 mani. Cioè, no, se tu metti in palio una cifra anche modesta, che possono essere 10-15k, ma su un sample rilevante può aver senso. Rilevante, tipo una sessione high stakes, 150 mani, 150 mani sono rilevanti, dai. 50 mani giocate al meglio da parte di ognuno. Cazzo. No, sì, avanti. Avvocato, dai, ma possiamo fare pure live. Ha ragione. Carina. Possiamo mettere degli stacchi, non lo so, delle cose carine, così.
un po' di musica live. Uno spot con un po' di musica live. Uno spot. Avvocato, ma lei ha fatto la confessione al nostro artista qui presente? Ti giuro, Joe, per un certo periodo di tempo una delle tue canzoni mi era entrata in testa. I love you. E continuavo a girare per casa cantando na 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 na. Fantastico, guarda, io ero avvocato. Na, 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 na. Io l'ho capito subito, avvocato, che in te c'era un avvocato vincente. Mamma mia. Tra l'altro ai tavoli, grande martello l'avvocato. Non c'è più. Oh, ma Siso. Cazzo steppa, Siso. Oh, c'ho un nuovo re. Oh, è uguale, 60 da 1000, matto. E allora fatti la di tutto. Ah, subito, cioè, vabbè, raga, un attimo, c'è la delay. Ah, non avevo capito. Cioè, quello che sta a fare. Maledetto comunque si è accodato. Maledetto si è accodato a capodoglio. Maledetto sei buono perché qua parte la challenge. Comunque, al 1000 noi abbiamo scritto, non ci si sono curati per niente. Proprio. Ma scrivete sul tavolo. Avete scritto sul tavolo? Sul tavolo. Ci fosse uno che ha risposto anche con sicuro. Tutti i reggi di Pokestars mi colludono. Buoni, dai, c'ho pure qua. Ma come ti colludono? Ma chi ti collude? Mi colludono perché si incattiviscono. Ma no, ma che cattiviscono? Si incattiviscono. No, ma queste cose a livelli alti non esistono. Comunque, cioè, ragazzi, sono cattivissimo. Questa è una cosa che, ripeto, io non vorrei tornarci. È una cosa che ci tengo. Allora, facciamo così. Visto che hai detto che fai un po' alla Carlona, io ti dico, a che ora ti alzi di solito? Mediamente. Ma devo essere sincero? Quando cazzo mi fare? Facciamo un sondaggio, dai. Ma io faccio il sondaggio su chi vorreste, di chi vorreste della sessione, eh? Facciamo il sondaggio su chi vorreste. Cioè, Gruz, che orario... Ma quale domanda? Vabbè, no, povero Gruz, sono true, mi ha fatto una domanda. Aspetta un attimo, c'ho spot. Spotter! Ci facciamo una chiacchierata, no? Devi fare domande. Allora, io mi sveglio tardi. Non è un problema qui, se svegliamo tutti sveglio tardi. Pure. Allora, il mio obiettivo è svegliarmi a mezzogiorno e mezzo, dai, okay, come le piace. Okay. Perfetto. Poi, essendo meno sexy di una geisha... Vabbè, dipende. Essendo così... Dipende dai gusti. No, vabbè, infatti, dipende dai gusti, infatti. Però, dai, diciamo che male che va... Per l'una e mezza sappivo, insomma. Ok, dai. Ok, fai la tua bella colazione. Fai la tua bella colazione. Sì, faccio una bella colazione. Tanto mi sono scaricato pure un'applica che mi monitora. Vedi, perché non solo tu ci tieni a me, ma anche l'app. Perfetto. Finita la colazione, inizia la giornata pokeristica o c'hai altre cose? No, la giornata pokeristica, allora, in realtà la situazione di quest'anno è un po' particolare. Perché, come io c'avevo questa challenge, no? Questa challenge è un po' particolare perché era partita, diciamo, nel senso che per sbloccarla dovevi giocare tot. Ma da quanto ce l'hai sta challenge, si può dire? C'ho da... ma non lo dico, cioè, giusto che non fa proprio tutti i calcoli, però è una challenge... Ma che te ne frega di fare i calcoli? No, ciò, è una challenge che per sbloccarla... Ai calcoli di chi? Ma mica siamo a fare ogni task, no. Queste sono cose che poi vedo con l'avvocato, nel senso... Però diciamo che è una challenge che richiede un mass, cioè se mi vedi giocare, ah, tra l'altro, no, ma da quanto ma da quanto mi sa che intendeva, da quanto tempo, non da quanto, no, da quanto, no, quanti soldi, ah, da quanti soldi. Quest'anno mi è partita sta challenge un po' più tosta. Allora io ho avuto la brillante idea, siccome ho avuto un mazzo, questa è collegata alla routine, non sto a sviare. Aspetta un attimo che mi metto qualche 500 che qua. Ma perché non mi fa fare la... Iuti? Aspetta che mi sono sbagliato. Ecco, contro Eagle, posto zappo contro Eagle, vai. Non mi fa fare il pull, contro... ragazzi, non so perché. Che durezza. Contro Ceccherini. Contro? Ceccherini. Chi l'ha latito? Che puttana. Perché lo chiami? No, è arrivato pure... cosa? Line Pokémon. Che sta triando, non lo so, non lo so, siamo triando, siamo triando da 500, no, perché so che allora, tornando alla challa, alla roba, allora io marzo, siccome è stato un mese un po' così particolare, ho detto vabbè, c'ho più tempo, cioè mi sono chiuse alcune cose, ho detto vabbè, faccio giocare come un pazzo, proviamo, siccome avevo finito già la challenge che è già piuttosto lunga, quasi a metà mese, boh, che ti dico, provo a farla due volte, addirittura, ammazzandomi se solo, la fai due volte, esatto. Ti si alza. Esatto, ammazzandomi solo ci sono riuscito. È solo che mo
attimo mi tocca, mi tocca giocare ancora di più. Ok, ma quindi okay. Hai detto. Quindi tornando alla, alla routine, sto cercando di, io di solito gioco solo la sera, ma anche non così tante ore, no? Che non so. Ok. E ultimamente sto anche il pomeriggio, adesso te vediamo qualche sessione pomeriggio, sempre un lago di sangue. Perfetto. Allora tu giochi la sera. Però preferisco la sera, dai, cioè, preferisci la preferisci. Non tutti i giorni, diciamo. Quindi, quindi il pomeriggio come lo passiamo? Al pomeriggio io faccio mediamente, mediamente, sì. Cioè vai in palestra, sai. Ah, anche faccio un po' di, tra l'altro tra poco se tutto va bene faccio pure il sito. Un po' di life coaching, un po' di palestra. No, un po' di? Ma di cosa? Life coaching, una roba tipo life, sai, cose. Ma lo fai te oppure te lo fanno? No, no, lo faccio io. Cioè, nel senso, lo faccio e lo riparto. Sei lo il coach? Come, mi formo, sì. Ti siete accreditato presso ICF, qui in Italia. È un maestro, la, di vita. Diciamo che è la più seria, dai. Maestro di vita. Però ecco, maestro di vita, tra virgolette. No, però è così, poi mi alleno, poi mo faccio pure insomma un po' di robette. Ti piace andare in palestra? Ma in palestra mi piace, solo che in realtà mi sto allenando a casa da parecchio, da un annetto e mezzo ormai. Ah, perché hai fatto un home gym oppure? Mi devo riscrivere. E che ti dico? Però, ma fai un home gym o fai esercizi a corpo libero? Faccio un po' e un po', dai, faccio un po' di peso, un po' a corpo libero, poi vabbè, gioco pure calcetto. Beh, sei forte a calcetto? No, sono scarso, però mi piace. Un cinciarino. Sono veramente scarso, però dai, cioè, mi piace parecchio. Io giocavo a basket, ho giocato un pochino, non dico ero forte, però poi ogni tanto ci rigioco, però diciamo una scuola. Ma lo seguivi il basket anche? Non ho capito. Il basket lo seguivi? Il basket lo seguo tra l'altro ieri sera, quando è. No, ma te lo ricordi fa... Fabriano Basket? Ah, come no, così. Io sono di Fabriano proprio, perché io ah, sono... minchia. Grande, grande. Eri forte, cioè tu giocavi ieri. No, no, io stavo sugli spalti. Il supporto morale. Sei appassionato. Allora, Corio Gol, ti dico, tu segui l'NBA, quindi no, un pochino. No, no, io non mi interessava le partite, io facevo solo casino. Ah, vabbè, grandissimo. Sai che qua basket non lo segue nessuno. Possiamo parlare di calcio più forte. Vabbè, stavo praticamente, ho cercato un pronosticone non giocandolo purtroppo, però ho beccato sia Boston che, già ho detto, passano Boston e l'altra che era. Hai giocato l'anteposto? Dallas. No, non l'ho giocata, ma perché sto col gambling, non sto a dire l'astro, ma non sono un grande gambler. C'è un canale di anteposto, se vuoi avere qualche dritta. Diciamo che... Ah, io ho anteposto, io ho anteposto. Molto da vedere anche questa dichiarazione. Comunque è partito un 500. No, poi dai, un po' di investimenti, un po' di robe così extra poker. Cioè, c'hai le mani però... in pasta in più cose, diciamo. C'ho le mani in pasta. Io ho capito, vabbè, poker, come un mio caro amico, Mitolo è, Mitolo, anzi, Gio Mito, è, come si dice, specialista del generico. Ah, beh, diciamo cioè... che è un po' un cazzeggino. Ma quindi... Vabbè, dai, magari le mani... quelle in privato, quindi sono qua. Le mani in pasta, diciamo, stanno anche nelle cripto, queste cose qua. Diciamo un po' di robetta così extra power, dai. Cerchi da raffa un po' da tutte le parti. Palle creste. Com'è che si chiama? Beh, Incomes, il titolo del libro carino. Ok, detto questo, tornando al discorso. Siamo arrivati alla colazione. No, esatto. Abbiamo capito. Abbassa la voce, Simo, potrebbe terminare la tua conversazione mandando all'altro. Allora, abbiamo capito. Certo. Comunque c'è un Pokémon che mi stava a chiedere le cose. Mi do, porco Dio, quando parlo. Scusa, ti sento. Quando parlo, almeno quando parlo, dato che non posso urlare. Fatemi, fammi parlare. So, sì, allora, sì. Abbiamo fatto la regolazione, palestra, ti fare la squadra tua, quel cazzo che te pare. Ok. Adesso, tornando al Pokémon. Crypto, hai detto, ormai impasta dappertutto. Tornando al Pokémon. La sessione ce la facciamo di sera di solito. Sì, la sessione la facciamo. Ok. Allora, quando è il momento dello studio? Lo studio del poker, dici? Ma sei impazzito, Simone. Impazzito proprio. Sì, lo studio del poker. Ma lo studio del poker, io, come sapete molto bene, non è che sto proprio no, lo sappiamo. Studioso di quelli.
mica siamo con se... cerco di inserirlo, dai, però guarda, poi non è che te lo devo dire, lo sa, cioè non so, uno di quelli studiosi proprio, capito? Quindi... allora, ok, però ce l'ho buttato in mezzo un po' così, dai. Ok, ma come ti posso dire, come cerchi di migliorare il tuo win rate, il tuo gioco, le... chiamalo come ti pare, come cerchi, sì. come cerchi, cioè comunque tu sei sui tavoli, hai determinate strategie, come le costruisci? Esempio, cioè se così è un po'... vabbè, premesso, vabbè. Fammi no, un esempio, dai. Ti faccio un esempio. Allora, tu apri da bottone, okay. Ti difende il big blind, okay. E casca a e destra. Casca là. Cioè tu... Allora, e casca la texture K5-8. Come decidi te come giocare quello spot? Come decido di giocare... Dimmi la text che c'ho lo spot. C'è un po' di spazio in giro per il tavolo. Aspetta, lascia perdere, non ti sto dicendo come lo giochi. Come decidi di giocare? Cioè, cosa ti porta alla decisione di giocarlo in un certo modo, quello spot? Cioè, come ci arrivi alla decisione di giocare K5-8... cippettando sempre, non cippettando mai, cippettando alfa, cippettando un terzo, cippettando 75, cioè come ci arrivi a questo? No, ma c'è una fil rouge, cioè una strategia, oppure in base all'avversario, in base allo spot di regole? Poi alla carlona, cioè, no, perché okay, alla carlona, cioè, perché ogni cosa... Beh, sì, in base all'avversario, in base allo spot. Magari cerco di non passare la stessa puntana. Ci sta. Lo decidi sul momento. La cosa, dai. Lo decidi sul momento, quindi diciamo. Sul momento, cioè, è ovvio che non è che. Ci stanno ovviamente degli spot che. Cioè, già diciamo quello che mi hai detto tu. È uno spot che capita comunque. Quindi, insomma, uno ha una minima idea. Prima. Non è che vai là, insomma, ti butti a casa. Aspetta un attimo, vediamo se siamo buoni. Sì. Ragazzi, mi prendo due limoni, voi non vi muovete. Continuate a parlare. Ma scusa un attimo, aspetta, fermate un attimo. Chi è questo tipo qua, Twitch, che dice Cruz, fatte le cazzi tua? Twitch, ah, nella chat. È un amico del Sponquasso, sta sempre in chat. Chi è? Perché parla? Ricollo c'ha una voce interessante. Adesso io vorrei sapere da Twitch sulla base di cosa parla. Vorrei sapere così. Vabbè, dai, onestamente, Cruz, hai un tono un po' aggressivo. No, quarto grado, terzo grado, mi ricordo. Ma scusa, ma viene un ospite. Capito? No? È normale che gli si fanno domande. Scusa, no, ci mancherebbe, è che sembra. Non è che gli ho chiesto quanto ci manca, Cioè, stiamo a parlare di poker. Che allora, di solito quando viene un ospite nelle live, non è il primo ospite mitologo che viene. Quali sono le domande? Come ha iniziato? Viene come iniziato effettivamente l'ospite. No, è vero, spesso l'ospite viene messo in mezzo. È vero. Sì, è così. Ma anche perché è normale, nel senso, non è che stiamo facendo domande. No, ma io dai. Le domande all'ospite sono sempre che stessi. Come studi, ti sei stato bocciato, bocciato, ti posso raccontare che io comunque avevo un po' di tempo fa, ho iniziato un percorso di una specie di scuola, era? No, Poker Magia, vabbè, la conoscono. Quando? Tipo, dai, saranno 5 anni fa, perché comunque io avevo iniziato il gioco così un po'... Ma se vuoi, a questo punto ti racconto un po' come... Avevo iniziato... Io giocavo live, soprattutto a Bologna, perché stavo lì comunque... Al Circolo di Bologna? Sì, perché stavo lì per l'Uni. E ho giocato un po' live, ho fatto... Che università hai fatto? Cioè, se vuol dire... Economia. Okay. Anche io l'avevo iniziato, economia a Bologna, ma però l'ho fatto, cioè non l'ho mai finito. E il barone, l'avvocato, no? Il barone è sulla stessa strada, cioè è lì che non la sta finendo, non sta facendo. Vabbè, ok, però insomma, se... Vabbè, sta là, però. Cioè, sto là, a Bologna, se... ok. Allora, quindi giocavo live. Poi che è successo? Un giorno, a basket, tra l'altro,
stavo giocando, ero a Rieti, quindi ero nella mia città a Rieti, e incontro questo amico con cui stavo giocando a basket, insomma, iniziamo a parlare, e lui ha scoperto che era un pro online. Chi era? Questo qua, no, guarda, non dico il nome. Perché? Perché lui non vuole, cioè, per conto, lui gioca su Snai, ha sempre giocato su Snai, e non mi ha mai voluto dire il nick, quindi, cioè, a sto punto... E che amico è? Infame, non è un amico. Quindi che ti dico? Vabbè, perché da Rieti c'era qualcuno che giocava a tornei. Guarda, però no, lui ha sempre giocato cash. C'era un ragazzo abbia pure vinto pareti, diciamo, è stato bannato da Stars. No, non giocava da Stars lui. Non so se ma te lo ricordo. Ha giocato su dunque era passato in Sardegna. Come dici? Poi tanto questo ragazzo. Saluto tutti i ragazzi della chat che sono arrivati e continuano a scrivere, ragazzi. Io lascio andare molto gli ospiti a ruota libera, poi ogni tanto interverrò. Tanto la guardiamo, io la sto guardando, rispondo alla chat, ci divertiamo. Anche io rispondo alla chat, però rispondo grande, grazie. Grande Eugol, grandi ragazzi della chat, haters, no, scherzo. No, rispondo un attimo a Giovanni Mazza, che dice perché gioca da carte, perché gioca da carte scoperte. Giovanni, ci sono 3 minuti di delay, quindi... Ah, ok. Non mi vedete, mi vedono le carte in diretta, non c'è, non c'è questo pericolo, tranquillo. Questo grazie, grazie dell'interesse. Esperto di scacchi, non scherzo, non è vero. Che? Ma questa no, cosa no, quanti anni fa era quando giocavi live? E conosciuto? Allora, io ragazzi, diciamo, dai, ti dicevo 5-6 anni fa, diciamo 5 anni fa ho iniziato sta roba con la scuola, quindi diciamo 6. Ma hai iniziato a giocare MTT, Sit & Go, cosa hai iniziato a giocare? Ma io cazzeggiavo, sì. No, scusa, nella scuola, come sei entrato nella scuola? No, aspetta, la scuola, stavo di, quindi ho parlato, c'era questo amico che giocava a Cash. Di Rieti. E ho capito, insomma, ho detto, ma che livello di giochi? Guarda, gioco il 500, su Snai, e... quindi c'è un bel roll, insomma, c'era già il roll che giocava al 500, io cavolo, complimenti, insomma. E quindi scusa. Vai. Un attimo. Ma tu stai giocando in live? C'è la delay? Ah no, perché se non giocavi potevamo. Non mi ha fatto venire in mente Hightech. Cosa? Farla in diretta. Oh. Ah, vabbè, vai. E quindi dai, questo, ho chiesto un po' di consigli a lui, quindi giocavo su così su un po' di siti, vabbè. E poi va a finire, cerco l'esame. Pur nudo. Vabbè, scusate, soltanto mi tolgo in diretta, mi piace cercare i sogni, ma mo chiamo Mitolo lui. Prima mi ha rotto il cazzo a me, chiamo Mitolo. Beh, anche dell'abitudine. Chi è che c'è Reisa? Tu. Fa finta di niente. A me. Chi è? No, a te. Quanti tavoli? Posso farti la domanda? Quanti tavoli giochi? No, aspetta, mo ce n'ho, c'ho 4 normal, 2 zoom e c'ho 3 normal, quindi matematica, 4, 3, 7, 2, 9, ok. Ragazzi, però parliamoci chiaro. No, un attimo, questo sta giocando 9 tavoli senza studiare un cazzo. Se fai il no. Perché è Gesù Cristo, cioè, no, parliamoci vabbè, chiaro. Sono credente, No, se tu vinci, sei più forte di tutti noi messi insieme. No, vabbè, aspetta, ma non è che non studi, cioè, magari ha studiato una pippa, però qualcosa lo studio, non è che sono proprio un analfabeta. Allora, qui arriva l'altra domanda che mi fanno fatto tutti quanti. Perché sennò ho capito... Ci vuoi dire quanti BB100 stai tenendo, Giova? Quanti BB100? Capito, studi. No, allora, te lo dico, allora, ti dico, a fine mese, dai... No, aspetta. Zitto, proprio, a fine mese... Mannaggia la puttana, devi parlare sempre. Va bene. A fine mese? A fine mese ti dico come è andato, dai. Ma no, a fine mese, ma no. Ma il BB100 non è un soldo. No, però io ogni mese c'ho un po' di... Tutto che lavoro su questo mental game, però c'è sempre un po' di ansia. Poi comunque dovendo giocare tante mani... Allora, quante mani giochi al mese, più o meno? Allora, caro Eugol, considera che questa promo ne so giocare veramente un botto. Che ti dico? Cioè, considera... 60.000? No, pure di più. Madonna. Pure di più, perché capito, comunque non è che racco, tipo al 500, non è che si racca proprio... Ma al 1000 adesso vale la promo? Il 1000 mi sa di... Ah, a proposito, vale al 1000? Al 1000 vale la promo? Siamo seduti? Chi è?
su com non vale, ne sono sicuro. No, non vale, non vale. Secondo me non vale neanche .it, perché io mi ricordo, mo non l'ho letta più perché mi sono stufato pure di leggere il coso della promo, pensa quanto studio. Però mi ricordo che diceva che il 1000 non era valido. Mo senti, lo vado a... vabbè, no, non dovrebbe essere valido. Comunque i BB100 non li vuoi dire, va bene, ok. Però diciamo, allora parliamo... Anche perché ragazzi, scusate, tutto vabbè, ripeto, Moni non è che voi ne sapete molto più, però insomma è un dato che va misurato pure sull'anno, cioè, insomma, cioè non, ma infatti non ti dicevo del, ma io non ti dicevo del mese, cioè io ti dico, ma io non ti dico, ti guarda, dico quest'anno come andato, ho fatto gennaio, ho fatto zero proprio, sai, zero tondo, ma sui tavoli zero o zero con la back, no zero con, quindi stavo abbastanza con la promo zero giù. Con la promo zero, stavo abbastanza giù, non c'avevo la promo grossissima, quindi era una promo più, e stavo abbastanza giù, perché comunque sai, facendo pure altre cose, ma che sto qua, che non sto qua, poi mi sono rimesso un po' sotto, in febbraio è andato molto bene, quindi comunque, però sai... Quantifica, grazie Crono intanto. Una vincita, insomma, da non... Ecco. Non doversi preoccupare, chiedere il mutuo alla camorra, dai. Quantifica sta camorra. Sta camorra. Ma senza andare in gennaio, febbraio, marzo. Febbraio è andato bene, marzo era andato pure bene. Poi aprile ho avuto sto swing tremendo. E poi dopo è andata bene pure là. Quindi mo vediamo sto mese. Aspettate, perché potrebbe vabbè, terminarsi, ragazzi, la mia. Voi mi vedete, se vedete che a un certo punto faccio level down pauroso, o ho svoltato proprio di brutto. Perché allora in realtà vabbè, il poker, magari la cosa particolare del poker, come sapete bene, è che ci stanno anche cose che rendono di più, no? Cioè un sono due calcoli. Che però sì. Vabbè, il poker è uno sport, cioè non è solo soldi, ovviamente. Quindi c'è tutta la componente, la competizione, insomma, queste robe qua. Cioè, che ne so, perché noi andiamo a, magari non so quanti di voi, però siete tutti sportivi, sicuramente. Cioè, sicuramente il Barone, sicuramente. Ugol, vabbè, comunque no, io poco sportivo, però golfa della gente. Io un ex sportivo. Vabbè, tutti insomma che capite cosa vuol dire, anche che ne so, andare a giocare a calcetto piuttosto che andare a palestra 2-3 volte a settimana e spendi soldi. Non è che qualcuno ti paga, a meno che lo fai su Instagram, magari non ti dai da fare brutto, quindi ci guadagni pure là. Però insomma, cioè, a tutti piace fa sport. E il poker c'ha anche un po' quella componente, cioè non è, penso, per tutti noi, no? Non è solo ok, voglio stampare, non voglio stampare. No, a me è solo fare soldi. A me è soltanto fare soldi. Ok, però un minimo, dai, cioè nel senso, se no magari ti butti a fare cripto piuttosto che trading, piuttosto che cavolo, immobiliare. No, ma so. No, ma non è la stessa cosa. Ti piace, cioè una cosa che ti piace. No. No, mi fa schifo. Mi piaceva quando ho iniziato. Mi piaceva 15 anni fa quando ho cominciato. Adesso vabbè, proprio non ce la faccio più. Sei il primo che... Ah, vabbè, non sei il primo che sente. Tra l'altro anche l'amico mio, quello che non dico il nome, la pensa come te. Quindi vabbè, ci sta pure sta componente. C'ho io anche un altro... Io per dirti, io amo giocare. Proprio... Mi fa impazzire. Vabbè, ho capito, avvocato, ma lei è giovane. Grazie al cazzo. Alla sua età anche io ero innamorato del gioco. Cambia le cose a seconda pure della vita, di tante cose. Però... Anche se mettiamo che tu dici non ti piace, e lo capisco, cioè, anzi, anche io ho iniziato a 21 anni, raga, ma ne ho 30, ne ho 37 quest'anno. Sicuramente c'hai tutti i tuoi motivi, però comunque, anche se ti sei un po' rotto, riconosci che ci stanno altri aspetti oltre ai soldi. Sì, sì, okay, sì c'è la competizione, c'è un po' di competizione, ci può essere, un po' di competizione. Però c'è la competizione, c'è quando inizi, c'è quella voglia. Ma quindi, Joe, se non esistesse la Rakebet, né la promo di Stars, né la Rakebet degli altri siti, tu giocheresti a poker? Io ho iniziato a giocare così, senza sapere manco che fosse. Oggi? Oggi 2022. Ma io penso che di sì. Penso, cioè, se ti levano la promo su Stars, continui a giocare? Io come giocatore live. E guarda, il fatto che sto a giocare al 1000 risponde un po' da sé, perché... Cioè, vabbè, io... sì, no. No, va bene, no, non è un brag, cioè nel senso, voglio vabbè, solo dire che valid. Sapendo... Ripeto, nella mia pigrissima ignoranza, che non vado a ricontrollare se poi il 1000 effettivamente da punti, ma non lo voglio sapere, perché sennò io magari è capace che il 1000 neanche lo aprirei, perché a quel punto dico, mi faccio solo i miei... Cioè diventa, secondo me, cioè per rispondere alla tua domanda, non posso essere focalizzato solo sulla prova,
piuttosto che sul deal, perché ovviamente poi uno va sempre a cercare i deal migliori, quindi che ne so, uno ti dà il 10%, uno ti dà il 20%, quello che è. Premesso ragazzi, scusate, ma spogliarsi non è che c'è solo la promo, ci sono pure i bauli che comunque un po' spostano. Cioè lo stesso 888 mi ricordo. I bauli, io prendo tipo spostare 1.5%. Cosa sposta? Una colazione. Manco. Ci sposta troppo poco. Sì. Però per esempio cioè, pago 2.500 euro di rake per prendere 17 euro. Ok, allora lì ok. Però allora innanzitutto io ne parlavo all'inizio, cioè iniziato a giocare su PokerStars perché no, a rigiocare, perché avevo un attimo, quando avevo ripreso a giocare così in quarantena che giocavo di più, non l'avevo neanche considerato PokerStars, stavo più su, soprattutto su Peoples, perché a un certo punto durante la quarantena addirittura pure un amico mio che fa l'infermiere, cioè insomma aveva ripreso a giocare, proprio ammassato di brutto, cioè su Peoples era un po' esploso, come immagino su l'infermiere, e chi è l'infermiere? No, è uno che gioca su Peoples, si chiama Alex Penny, Nick, giocava, ma non ha più giocato. Vabbè, com'è di nome, come si chiama? E Alessio, oh, vabbè, Alessio ma è Spennato. È forte, cioè un ragazzo era bravo, però per dire che durante la quarantena si sono un po' rispostati gli equilibri del board. Premesso questo... Ma è per caso di Napoli se lo stai spendendo? No, è abruzzese. Ah, ok. Allora, durante sta cavolo di roba, ho visto che c'era zio Albert, che si chiamava. Ho visto che era collegato a Big Fish, che pure Big Fish giocava su Pivots, insomma, era uno dei reg più... Certo, Big Fish non l'ho più visto, né su Pivots né... Era diventato un maestro di vita, quello. Esatto, sono diventato avvocato. Cruz, sì, no, a parte gli scherzi, comunque sicuramente era uno, mi piaceva, insomma, mi faceva pure tiltare di più, perché vabbè, era forte, comunque era un giocatore sicuramente preparato, massava tanto. E quindi vabbè, sto zio Albert, io che cazzo sto facendo? Scusa, i ragazzi scrivono che tu sai fare, che non stai rispondendo a mezza domanda. Raga, vorrei vedere a voi a giocare a 9 tavoli di Voodoo, no, Zoom e chattare, rispondere. Cioè, come c'ho 300 euro al 1000, non so che cazzo è successo nella mano. In realtà sta parlando solo lui, e solo che non risponde. Cioè, roda libera, ragazzi. Cioè, la roda libera. No, già, se ti posso dare un consiglio, togli qualche tavola mentre sei in live, altrimenti impazzisci, quantomeno. C'hai ragione, c'hai ragione. Cioè, come cazzo fai, Dani? Lo dico per te, no? No, c'avete ragione, ragazzi. Cioè, prenditi una retta no, di ma relax. Io, essendo un po', come avete capito, essendo un po'... Ludopatico. Sì, dai, diciamo ludopatico. Un po' di componente c'è. Cazzone, così, Carlone, come diceva... No, che Carlone? Che Carlone? Alla Carlona? Che cazzo c'entra la Carlona? Carlone, Verdone... aspetta che qua faccio una giocata incredibile, numero incredibile, attenzione, anche imitatore, ragazzi, porta a casa. Sì, sono un grande imitatore, mi consente, adesso siamo sotto il no, ha chiamato Aces, dice il primo allo zoom e dice il secondo, vabbè, niente, scherzo. Ma tu, togliendo la promo e le varie ancora, ti sto a rispondere, vero, non ti rispondo la promo, un'altra domanda più secca, più dire, senza che ogni domanda che ti faccio mi parti da Milano per arrivare a Napoli. Allora, tu, senza promo, senza break, sei un giocatore vincente al No Limit 200, di 200. Senza rete. Cioè, nel senso, è una domanda... Non quanto vinci. No, nel senso, cioè, mi sembra un po' strana questa domanda, però... Ti devo dire sì o no? Perché è strano? Ma scusa, io ti posso... Se io ti dico di no, ci credi? Cioè, ma secondo te, se io gioco il 1000, scusa, ripeto, non per... Però se gioco il 1000... Cioè, chi me lo fa giocare al 1000? Ma il 1000 non te lo chiedo, ma il 1000 capisci che non te lo chiedo perché avrei fatto 2000 mani. Ti chiedo i livelli che hai giocato. Se non ho fatto 2000 mani perché, come dicevo, cioè, poker sì, stats, ho capito che tu vuoi fare. Ho capito che tu vuoi fare le zap su 150 mani e sono sample. No, ma pure che ne hai fatte 10.000. 150 su 50, ma sono vincente al 200, così ti metti l'anima in gioco. Allora, sei un giocatore vincente al 200, perfetto. Sì. Sei un giocatore vincente al 500? Boh, io non ne capisco queste domande, comunque, vabbè, che ti devo dire. No, a me se mi chiedi, quest'anno sei un giocatore vincente al 200, no. Mi chiedi, sei un giocatore vincente al 100, sì. Mi sembra tutto facile, no? Ah, ok.
nel senso, è semplice. Guarda, ti rispondo con una domanda, con una... Bella. Ti rispondo una domanda? Ti rispondo con una risposta. Okay. Io gioco i tavoli dove penso di poter vincere, cioè non vado a... Quello tutti, credo che... Sì, ma quello non è che siamo... Se io vedo che ho molti, tra l'altro, sicuramente... Che, cioè, Poker Stars non è che mi avete sempre visto al 500 o al 1000, quindi non so uno che si mette a select, insomma, a forzare troppo le cose, dai, cioè, non fai gare di cicloturismo, insomma, via. No, vabbè, questa è una cosa, se vedo che la situazione è un po' più... Poi ovviamente dipende pure real life, nel senso, facendo pure altre cose, magari sai, il roll pure. Però insomma non è variabile, variabile. Tavoli, ma non mi metto a giocare a tavoli dove so che non ci stanno. No. Ovviamente Cruz, riconosco di non essere neanche tra i primi, non so, top 10 di cioè, ovviamente non ti ho chiesto se sei più forte o se sei più debole. Io ragazzi, una domanda semplice. Risposta semplice, io non gioco tavoli dove... Ok, nessuno credo che giochi tavoli. Ma nemmeno io al 200 gioco tavoli. Però quest'anno sto zero. Okay. Vabbè, ho capito che vuol dire. Cioè, magari muoio hai rannato male. Ma lascia perdere! Io non sto parlando di run, ti sto parlando secondo te, in base ai risultati che hai, anche non solo di quest'anno, se poi prendiamo un periodo più lungo, prendiamo un periodo dell'anno secondo scorso. Secondo me non sto andando troppo bene al 1000, dai, cioè se proprio ti devo dire, cioè, al 1000 non credo che sto andando così bene. Vabbè, sono anche situazioni... È vero, so poche mani, cioè tutto quello è troppo varianzoso il 1000, diciamo. Assolutamente, cioè ti dico, il 1000 non penso che... Alla fine, ragazzi, sì, posso dire una cosa? Sì, no. Cioè, alla fine il 1000 parte solo quando c'è il fish, Diciamo che il 1000 qualche volta, cioè, voglio dire, sì, però ma ci sta il problema delle... non sarà mai, per quanto chiaramente secondo me non sarà mai attualmente un gioco, un top 1 reg del 1000 competitivo, no, gli altri reg. Ma neanche del 500, però vince col fish, cioè, voglio dire, no, no, ma il problema del 100, cioè, ragazzi, non merita, io lo zoom, il problema è uno, non mi ritengo assolutamente top reg rispetto a no ma voglio dire che finché il 1000 parte solo quando c'è il fish, un reg, certo, come un reg vacillante rimane un fatto di Mitol, che si siede con il fish, può vincere al 1000. Subentrano delle problematiche di stack, secondo me, perché un po' di carriera. Bankroll, ci sta il mindset, cioè, come dice l'avvocato, se noi siamo, come diceva l'altro volta, stavo a vedere un video su YouTube di un grinder inglese, mi pare, non so, diceva, come si chiama, Ginge Poker, non so, se un ragazzo che streama, che fa live, non è top. No, non conosco, non conosco. Non è un top, perché lui ha giocato tanto live. Ma quindi tu le vedi, ti informi anche, cioè nel senso, seguita anche altri streamer. Qualche video lo guardo, dai, non sto... Stream, guarda, ti dico la verità, no. Cioè, stream guardo veramente... Vabbè, di stream non c'è poco di interessante. Preferisco YouTube, in realtà anche... magari, cioè, lo so... Qual è il tuo canale poker su YouTube? Il mio canale preferito? Fammi pensare, aspetta, mo te lo dico, perché è un po' di quando sto quando le donne non è più la stessa cosa. Sta live andrà su YouTube. Ti dico subito più internazionali che italiani, ma perché italiani italiani non c'è niente interessante. Anzi, preferisco, mo farà ridere, però. Cioè, io ritengo, anche tornando alla domanda dello studio, giocando il 500 e il 1000, giochi con gente come il mitico Maledetto, come Eagle, cioè diciamo quello... uno studio sul campo è quello, sì, dai. Tra l'altro questo lo diceva pure il buon Jungleman, cioè lui praticamente sì, 15 anni fa, strategia di bank, vabbè, sì, 1000 anni fa, però come strategia. Vedo. Lui diceva, Jungleman diceva, anche se non capisco quello che faccio io, come fanno a capirlo l'altri. anche questo è bello. Vabbè, Jungleman è veramente, penso, un genio, insomma, sì. Ah, ti dico, canali internazionali, vabbè, a me piace l'area strategica di Doug, Upswing, comunque là ci stanno sempre contenuti interessanti. Sì. E abbastanza standard, però insomma, roba che anche per uno non top come me ti dà un po' una... Ma interagisci tu?
Ma poco, dai, cioè, che... Perché per me c'è proprio dei canali questi qua su YouTube, c'è Finding Equilibrium che non c'è rivale. Carino pure, quello secondo me proprio non c'è rivale. Anche un po' il Solver, tutta un po' la roba, esatto. Cioè, obiettivamente anche per i pigroni come me, per i non secchioni, c'è sta roba. Tra l'altro questa cosa la diceva pure il buon Elon Musk. Cioè, diceva oggi, nel 2022, se tu spendi i miliardi e non vai a consigliare roba che sta gratuita su internet, sei un po' un coglione. Cioè, ci sta ovviamente spendere miliardi, non è che ovviamente se... No, certo, ma è significa, però, cioè, io quelli mi riguardo prima andare a dormire, magari così, però... Fa... Bravo, sì, 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 ma ci sta. Cioè... Ma senti una cosa... Sì. Chiudiamo il discorso vincente o non vincente, tanto lì non se ne esce. Mo hai detto Solver, tu penso che si possa dire, non è un segreto, non li usi, giusto? Ok, cioè questo insomma non è un diciamo segreto, che non sono un topo da Solver, dai. Ok, ok, vorrei chiederti come sul preflop come sei arrivato a reggere i giochi. Abbastanza, cioè nel senso visita, perché... no i miei range, no no, per carità di Dio, io ce ne stampo i liberi. Però no, dicevo se per quelli hai comunque utilizzato i Solver comprandoli oppure facendoli passare da un amico. Ma guarda, io pure là insomma, come vuoi ben capire, non è che so proprio, ripeto, cioè ci sei arrivato un po' così empiricamente. Ma sì, dai, non è che so proprio una cima. Posso farti una domanda seria, Giova? Spero destro che sinistro. Ma perché io sto a fare domande in serie? No, no, capito, no, tu sei provocatorio, Simone. Sì. Campi c'è sta chi più spero destro, chi più sinistro, quindi... Cioè io mi ritengo più, capito, un creativo che magari per riuscire... Vabbè, sei un artista, dipende, comunque... Creativo l'accesso, te senti, sì. Vabbè, ma lui, scusate, ma è una persona che è un artista, no? Ma è normale che sia così, che abbia comunque più degli spunti rispetto ad altri che sono un po' più ogni magari... tanto faccio la giocata, dai. Fai la giocata, prova la giocata, Voleva fare la giocata. Preferisci più un po' che fantasia che racchiuso negli schemi. Un po' di fantasia che sta... Bravo. Ma tra l'altro sto da dire pure il buon Patrizio. Sei più un Allegri che un Sarri. Beh, vabbè, Allegri è... un catenacciaro, dai, io sono un po' più... No, lascia, nel senso che lei lascia molto spazio alla fantasia. Guarda, a me, cioè io ti dico, mi ha giocato i profili e capisci subito che sono una pippa tecnicamente, cioè Antonius, vabbè, Gates, non mostro tecnicamente, però che ti dico, di quelli più giovani... Ma di che stavo parlando? Di poker, Simone. Di poker? Ah, no, perché stavo parlando di Antonius, stavo parlando di calcio. Ah, no. Che sicuramente non è un mostro. Ma ragazzi, ma avete visto lo show da criminale che ha fatto Antonio? Sì, 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 l'ho visto oggi, No, non l'ho visto. Contro il povero Danielino. Che cosa ha fatto? Praticamente tipo è uno spot complicato in three way, dove è uno spot da ridicolo praticamente. Ve lo racconto super breve. Apre Antonius, apre Antonius con 5-5, flatta Negrano 9-9, completa Ivey KT. Il flop è 5-9-T. Due full e Ivy top pair. Sì, esatto. Due set. E Ivy top pair. Betta tipo al pot Antonius, c'era anche un altro flat. Betta alfa Antonius, chiama Negrano, chiama Ivy. Tan, T. Che chiude full e trips. Check Ivy, ma tipo super stakes, 200k a testa. Check Ivy. No, mi sta betta Negreanu. Check Antonio. No, check Ivy. Check Ivy. Ah, okay, check Antonio. Spotta Negreanu. Ah, ok. Spotta Negreanu. Call. River da dama. Ivy fold a River. Scusa, voglio. No. Lascia che River raccontare. Scusa, poca stanzita. Sto perduto. Quindi, spot Negreanu. Call. River dama. E di nuovo check Negreanu fa tipo, ma mi sembra half pot o qualcosa del genere, tipo 50k, arriva 50k. Fold di Ivey, shove di Antonius con 5-5, fold di Negreanu con 9-9. Esatto. Madre. E povero Danielino. Che non si è capito. È criminale lo shove di Antonius. Sì, per malore, per malore. Sì. Esatto, per valore. Per malore. Con la M. Lo shop per malore. È bella. Mamma mia. Garrett si chiama. Quello è Glide, lì ci vuole la piace. Sì, ma quello ha fatto un botto di mani online. Cioè, quello era un animale.
Lo gioca a 5k su full tilt. È una bestia, porca troia. Hai qualche reg con cui... Non dico subito, però... Ma guarda, io ti ho detto, ultimamente io avevo chiesto coaching al numero uno in Italia. Beh, non so se è il numero uno in Italia, però penso di sì. Cioè il buon Mr. Lamborghini. Uh-huh. Però lui mi ha detto che non faceva coaching, quindi... Quanti anni è che... No, quest'anno gliel'ho chiesto, quest'anno l'anno scorso, roba no. Proprio recente. Ma chi? No, quanti anni è che... Maledetto. Vabbè, ti ha detto di no, immagino. Come? Immagino ti abbia detto di no. Mi ha detto di no. Mi ha consigliato, però mi aveva consigliato due, sempre top reg. E ci sei andato? No, in realtà, allora ti spiego, in realtà volevo contattare uno di loro, posso anche dirlo chi sì, è? Ma italiano. Sì, sì, vabbè, italiano, io so chi sono loro due, quindi non è un problema. Ah, già lo sai perché mi sei trovato detto te. No, vabbè, dici. No, te dico... Cenciarini? Cenciarini è il comico. No, Ceccherini, Eagle Football, Ceccarelli magari. Eagle. Allora, Eagle. Comunque Eagle, scusa, Eagle come si chiama? Ceccarelli, invece il comico è Ceccherini. Sì, quello toscano. No, mi confondo sempre, esatto, quello che fa troppo ride, bravissimo. Quello fa piangere invece. Ma il comico sta a parlare del reggae. Eagle mi fa piangere, sì, no, Eagle penso che è il reggae con cui soffro di più, cioè non so perché, però... Che gioca fuori dagli schemi. Perché è un animale. Che gioca un po' fuori dagli schemi. Un ambolo, no, cioè, a parte che è anche uno dei più giovani dei top reggae in Italia, penso. Il mio coetaneo, il che mi deprime parecchio. Ma figura ma no, ha iniziato prima, coetaneo, però ha iniziato. Io quando ho iniziato, in effetti, quando ho iniziato a giocare a poker, già mi ricordo che leggevo l'endisto in cui lui bluff cacciava al 1000, quindi già parliamo. Esatto. No, vabbè, lui insomma, lui cioè, ha iniziato tanto giovane, ha iniziato giovane. Prima di sconquasso di lui, cioè no, prima di me il barone. Ma in realtà è iniziato a 14 anni. Cioè. Prima di me è impossibile, perché ho iniziato quando lui è nato, probabilmente. Però... Vabbè, però insomma c'è una bella esperienza, dai. Sì. Non è l'ultimo arrivato. Sì, sì, l'altro ragazzo L'altro ragazzo mi ha sempre maledetto, mi aveva consigliato No Meno. Okay? Quindi No Meno, che tra l'altro ci ho giocato pochissimo, perché lui penso gioca la mattina. Allora, poi c'è molto forte, che non so se coccia, però c'è Rai Jackie. Poi c'è, vabbè, Mister X. Ma come mai non l'hai contattato? Allora, ripeto, ma volevo contattare Eagle. Però vi avevo scritto, non mi ha mai risposto, quindi penso, non so. Adesso gli scrivo io in chat, allora, se addirittura vuoi. Gli avevo mandato la richiesta su Instagram e non me l'ha mai accettata. Tipo... Vabbè, non è il canale, non è un canale giusto per contattare qualcuno per il coaching, però. Ho capito che ti dico, però... Infatti dà un contatto Skype, usa Skype. Vabbè, comunque alla fine mi sono... Anche con qua aveva scritto a te su alla fine mi sono preso per regalare un po' di stack al 1000 così. Ho capito, Simone, ma Giovanni c'ha 10.000 follower, è normale, mi sa quante richieste c'ha, cioè, nel senso... Beh, vabbè, ma i follower io, cioè, pure là sto fermo veramente da troppo tempo, infatti mi devo risvegliare, perché sennò qua... In che senso? Cioè, i follower miei sono assopiti proprio, prima erano più attivi, mo se vedi gli ultimi post c'ho più o meno like, cioè poi... Vabbè, mo mi devo un po' risvegliare. Ah, ma se non hanno fai musica... Non te li coltivi. Sono un po' stupidone, dai. Comunque, tornando al discorso coaching... Andando al discorso coaching, non è che non voglio avere un coach o cose così, però poi alla fine mi sono ritrovato, perché io ci ho sempre avuto un po' paura di STX su PokerStars, perché ritengo che appunto siano popolati da un po' dai mostri, no? Perché vabbè, Maledetto, Mister X, che ne so, anche Sonfranz comunque, cioè su giocare di me, però è una leggenda, no? Del Sonfranz, è stato anche sul canale Sonfranz. Sonfranz è stato anche qua. Cioè, vabbè, Franz, io conosco Franz da una vita. Beh, mo non c'è più, però c'era pure Castellitto, che è sempre vecchia guardia. Però. Castelluccio. Castellitto attore. Vabbè, ciao, raga, cioè, questo... A me, raga, maggio mi fa male. Organizziamo un calcettone, però quest'estate tu... No, allora, il barone sta a Milano, con questo sta a Milano... No, ma io sono fermo, sono otto. Un scuola. Calcettone aziendale. Ormai sono 6 anni che sono fermo. Oh, Marsogliero! Nella condizione mia io posso fare allenatore. Alzare il pallone, abbiamo, sì. Poi abbiamo Gruzza allenatore, poi abbiamo Eugol, a quanto ho capito, Ultras scatenato.
Oddio. Se gioca Cenciarini, forse. Cenciarini ha rotto il cazzo. Forse anche nelle mie condizioni posso dire ancora la mia. Ah, però... no, che scazzo. Permettetemi di difenderlo ancora una volta, perché con grande onestà intellettuale devo dirlo, noi abbiamo giocato, pensate che figura che hanno fatto quelli di Poker Space, ragazzi. Abbiamo giocato contro Sconquasso e buttalo fuori, ma dove sta? Fuori Gambasso, Gambasso Speedone e altri due reg MTT. Ho capito, però vabbè, ma questa cosa non depone bene. Sono stati scolpi, cioè... ma aspetta, però noi eravamo presi dalla strada, non ci conoscevamo, cioè eravamo presi da Instagram, cioè chi aveva scritto loro si allenavano tutte le settimane, li abbiamo massacrati, li abbiamo annientati con il bel gioco, loro erano atletici, sì. Ma questo non depone bene per loro, con questa cosa, non è... Il classico reg che ha aderito al classico profit e non ha, e ha gli exploit, ma non ha ben capito profondamente il gioco. Noi eravamo meno esploitativi, ma più fantasia, più mitoli. Più artisti del gioco. Artista. Senti un po', qua mi hanno fatto la domanda, Joe, se ti va di rispondere, ti chiedono, secondo te chi sono i regme, cioè quelli con cui hai vita più facile al mille? No, al contrario, una volta tanto... Nessuno, però non devi essere... No, vabbè, diciamo al 200. Al 200, dai, con chi è che ti trovi bene a giocare? Ragazzi, mi rendo più scarso di tu. Cioè, che ti dico, vita facile vuol dire che io ho edge su quello, ma io non credo avere edge su... Vabbè, allora facciamo questo. A chi è che togli più soldi? A chi è che togli più soldi? A me toglie più soldi. No, io lo so chi toglie più soldi. No, il barone è forte, no. Secondo te? Non gli vinco una mano, ragazzi. Ieri gli ho vinto uno stacco, quantomeno un po' di rake back mi ha dato. Ma non gli vinco una mano. No, però mettila così, nel senso, è come se io ti faccio... Tra l'altro oggi ho regalato un sacco di stack a caso con bottom pair a caso, tutto. No, però dimmi. No. Posso dire che c'è un nostro amico che subisce tanto la presenza di Mitolo sui tavoli. Vai, Siso Folda, me l'ha detto. No, oltre Siso. Cioè, c'è un insospettabile. Chi è l'insospettabile? Non posso fare nomi, posso fare nomi. Una volta il Pokémon mi ha scritto un messaggio. Chi è il Pokémon? Chi è il Pokémon? Il Pokémon è Chansey. Chi cazzo è? Mi cazzo si chiama Itek. Ah, Itek. No, ragazzi, io non ho mai visto in vita mia Pokémon, non faccio questo spoiler, no? Quindi non allora, parlatevi di questo. È lui, che quelli che mi sfottano in più sono Itek, sono un boccio, come si chiama? Biccio. Ludovico Scorza, sempre a rompe coglioni. Chi è Ludovico Scorza? Ludovico, non si chiama Ludovico, sto un boccio. No. Vabbè, comunque c'è un nome che non mi ricordo, un nome un po' strano, vabbè. Poi ci sta Itek che rompe il cazzo, pure una volta addirittura ha scritto un messaggio, ma cioè, ti scrivono. Vabbè, per farti stare meglio, Itek e Michu scrivono a tutti, quindi stai tranquillo. La verità. Ma infatti. Io di la verità. Sì, tutti dicono io sono cattivo con te. Ti ho mai scritto ai tavoli per prenderti per culo? No, mai. Infatti, guarda, devo dire, cioè, effettivamente, come dice il buon Valerio, sti due ragazzi alla fine è proprio la strattolo, cioè tipo Kevin Garnett, Trash Talking, ma infatti c'è GG, voglio dire. Che... No, ma però, lo fanno con tutti. Però, pensato loro, cioè, quando metto quelli a cui rompo il più cazzo, non so, fosse loro. Però, giustamente, Itek scrive a Ino, scrive a... No, Marco Ino... A Siso... Insomma, perché sono amici. No, sono amici con Ino e Siso. Ah, ho scritto anche Ino a Monte Carlo. Sì? Sì, infatti. Con lui dove, se tu mi dicevi che avete giocato a calcetto con lui, allora ti dicevo ok, no, Cenciarino. Okay, quindi calcio. Gioca a calcetto, però. Lei gioca a calcetto in una squadra. Serie B, mi pare. Serie A2 sta Ino. Vabbè, cazzo. Bravo, cazzo. Chiede chi in Cobra se conosci tale Andrea Romano. Non so. Io vado un attimo a fare più. Bravo. Conosci tale Andrea Romano? No, però non c'è più nessuno. No, invece. No, c'è posto, c'è posto. Mille. Ma sono tutti forti. Ah, che okay, no, ma perché ha finito i soldi l'occasionale. Tutti il group. Sì, no, adesso lo tengo io il tavolo a 1000, Mito. In modo che se riparte. Grazie. Però, grazie.
se riparte poi ti do il 20% del profit, se perdo tu mi dai il 40%. Vabbè, intanto non puoi perdere, quindi. Ah, addirittura. E quindi che ti dico? Quindi era la domanda di Reg, che pensi che gli rompo di più? E allora che ti dico? No, vabbè, ma sono tutti forti, ma chi è che qualcuno che gli ho sculato di più potrebbe essere. Dillo, lo sai. No, allora io lo sai. Perdo il finito. No, ma al 200, 200 e 500. Ah, 200, eh. 200. A 200 e 500. Sì. 500. I 200 sono di più, reg, quindi faccio più fatica. Che gli ho sculato tanto al 500. Ma io lo so chi è, perché indizio. Indizio, è un bel ragazzo. Ah, bel ragazzo, perché no? Non è maledetto? Cioè, maledetto. Robert, te prendi si brutta. No, perché tu hai detto un bel ragazzo, cioè maledetto è un bel ragazzo, però dico non può essere maledetto. Cioè, sto pensando ai bei ragazzi, quello. Però non può essere maledetto. E un altro bel ragazzo del 500. Vabbè, beh, perché non è noto. Balone non gioca al 500. No, una volta l'ho visto. Ho fatto qualche quadica apparizione giusto per prendere un paio di cinghiate. Sono state piacevoli? Assolutamente, devo dire no, davvero no. Oh, Emma, ma a proposito, a parte gli scherzi, stai qua quanto tempo prima di ripartire per lì di lontani? Ci becchiamoci davvero, perché... Allora, io c'ho questa settimana, la prossima sono praticamente off, vabbè, c'ho la cosa con la bimba, quindi... Esatto. Però poi sono free, quindi becchiamoci mo. A giugno, tipo, no? Sì, sicuramente. Dai. A giugno vengo a trovare pure io. Dai, sai, qualcuno c'è. Qualcuno va a Barcellona, ragazzi? Che? Qualcuno va a Barcellona? No, che dove vado io a Barcellona? Io a stento riesco a andare. Ma di voi chi ha fatto Monte Carlo? Il barone ha fatto, no? Monte Carlo? No, io ho fatto un giorno a Monte Carlo. Ho fatto mannaggia la Madonna. Come mai solo un giorno? Solo un giorno, perché avevo il mio compleanno il 5 maggio e quindi ho festeggiato con gli amici. 5 maggio? Ma sei nato lo stesso giorno di Cruz? Davvero? Auguri di ritardo a Cruz. Il barone è all'avvocato. Pure Simone è nato il 5 maggio. Grande. La morte di Napoleone. La so tutta. Esatto. Auguri di ritardo. Oh, clamorosa questa notizia. E quindi niente. Praticamente ho festeggiato con i miei amici, ho scelto gli amici e sono andato poi dopo. Sa già scelto. Io mi ho fatto... L'ultimo giorno chiudeva le PT, praticamente sono andato a fare una capatina, visto che era 40 minuti di macchina, e ho fatto un po' di cash. Giustamente, eri troppo impegnato in quel di Sanremo. Una situazione troppo piacevole. Avvocato top. Dai, Barcellona, andiamo tutti, dai, tutti quelli che stanno là. Oh, Eugol si è addormentato? No, io sono sempre al tavolo. Eugol, al tavolo sei il più aggressivo e... Real life sei il più calmo, non mi piace questa filosofia. No, qual è più calmo? È sempre esagitato. Perché lo sai? Real life, top player, no, ragazzi. Real life. Devi seguirlo, no. Devi seguirlo un po' su Instagram. Allora, devi delle storie che mette il sabato sera. Prima è Eugol, tra l'altro, che è molto filo Batman. Io ho la sedia, quella di Batman. Quella... Anch'io. La cosa di Secret. La Secret Club di Batman, c'ho anch'io. Dai, com'è, ragazzi? Dicono tutti che è clamoroso. È una droga. È una droga. Vabbè, sto tipo la sedia di. Lamborghini, tipo quelle proprio da... Ho capito. No, una bomba. E spendilo, spendilo sto stack, avvocato, tutto quello che te pago. Ma c'ho una bella... Però fa un po' caldo. Ah, ok. Ah no, la prendi sintetica. Una K Racing, devo dire. No, io ho svoltato, ragazzi, questa qui. Una cosa clamorosa della Razer. Che c'hai? Vabbè. Sì, clamorosa. Vabbè, proprio. Costa tanto, però è... Quanto costa? Costa 500. Braga. Questa. No, vabbè, pure questa. Pure la Secret. È proprio clamorosa. La qualità. Volevo chiedere una cosa a tutto il gruppo. No, a tutto il gruppo, no. Cioè, tutto il gruppo. All'host Valerio. Vada. Ma John Lemon si paleserà mai? Ecco, John Lemon potrebbe palesarsi, però lo vedo... John Lemon è forte, dipende dal recupero. Di John Lemon è forte, detto. Non è forte John Lemon? Ah, non lo so, chi? No, che ne so io? Ti mette in difficoltà? Comunque, dicevo, cazzo, gol grande, cioè i tavoli più aggressivo di tutti, dopo Eagle, forse. E poi non dice una parola, numero uno.
Gio, ti mette in difficoltà molto. No, io non insulto nessuno, solo chi fa qualcosa di scorretto. E la parti, lasci parti. No, se qualcuno fa qualcosa di scorretto diventa un missile. Vorresti dire qualcosa a qualcuno, Agol? Vorresti dire qualcosa a qualcuno? Vorrei dire al caro Wonkax che non siamo tutti degli handicappati, che appena la balena va in sit out, lui... Ci dobbiamo dissociare. Vabbè, sta roba dei sit out pure un po' una palla. No, non è una palla, è una cosa irregolare, nel senso che Stars non lo accetta, non lo ammette che tu vada sit out. Sto scannando. Dato che Wonkax, il finlandese e gente come loro ci starà ascoltando nel vermume, sappiatelo. No, stanno partendo le segnalazioni, poi passi quando vi bloccheranno, sapete perché non tutto questo, perché Ugol non sta giocando? Perché sta giocando il barone? Ma neanche io sto giocando, no, io sto giocando perché sono stato in moto sta giocando solo John Lemon perché ha recupero. Sto godendo la serata, visto che non sono su Twitch da parecchio. Ma tu, Gio, vai al recupero? Cosa recupero? Cioè, se un giorno ti rendi conto che stai a perdere tanto, no? Sì. C'è il rischio che non smetti la sessione finché non... No, io non la guardo la cassa, caro EU. Cioè, io gioco, ti ho detto, la guardo quasi a fine mese. Non giochi, non giochi in base ai risultati, quindi... Sei un professionista, no, diciamo. No, assolutamente. Cioè, io guardo, non dico a fine mese, perché... No, aspetta, il conto lo guardo, ma... Per vedere se ci sono ancora i soldi per giocare. Cioè non è che sto proprio a vedere un video poi caricare questo. Però più o meno durante quando giochi saprai quando per più quando. Beh certo, se vedo che ho finito i soldi che. No, se no. Quando gioco. Perché può capitare. E sì, ti ho detto mese scorso ero rimasto con K. A un certo punto mi sono accorto, c'è un K, bene. Ah, bello! C'avevo tipo 12, non so uno, cioè mese scorso. Brutto, cioè, pesante. Ma ho fatto meno 20 in una settimana. Ma secondo te, Gio, a proposito, dato che stai parlando di cassa, secondo te che bankroll, non il tuo, però che bankroll management. Che bankroll management consiglieresti a un reg del 200? Del 200? Sì. Almeno 50x, però grande, nel senso che se vuoi sta proprio sulla la classica, cioè. Io queste cose pure le ho chieste per il 1000, no? Perché comunque il 1000 l'ho sempre fatto. Vabbè, ma il 1000 è un altro. Il 1000 lo sciocco. Ok, però mille non... formato. Ci sono. Vabbè, no, non dico del 1000. Torniamo al 200. Il 200 penso che vadano bene 50. Poi, ovvio, cioè, se swinghi e arrivi a 20 stack, cioè lì è un po' la forza. Con che... quanti stack faresti level down? La metà, dai, questa così per farlo molto semplice, però è una mia valutazione che certo. È un po' soggettiva, cioè capito? Certo. No, ti ho chiesto un parere tuo, non è che ti ho chiesto la verità assoluta. Il mio parere è questo, cioè il mio parere è se dovessi giocare solo 200 mi terrei 50x. Ma 50x tu vivi da solo? No, non vivo da solo. No, nel senso vivi con i tuoi? Cioè, no, vivo con una bellissima donna. Ok. Quindi hai delle... Vabbè, comunque c'è delle spese in quelle che intendevamo. Io sono molto spendaccione, è un pessimo vizio, tra l'altro shopping maniaco. Dai, si vede dalla foto di Skype, dai. Esatto. E con la boccia di vino, è una giacca davvero particolare. Tra l'altro quella non costa neanche tanto, però avvocato tu mi capisci. Che pure tu sei bello stile. Cioè, spendi, sei un appassionato di vino, per esempio? Vino, vino, cena. Ristoranti, viaggi. Con le cene è un attimo. Mamma mia, le cene ti fai male, Dicevo... Da noi dobbiamo fare una cena fatta bene. Dai, che paga Valerio. No, devi pagare il vino e gol e paga lui, ha detto. Così ha detto. Io se volete le flippo tutte le cene. No, ti fai male proprio a flippare là, ti fai proprio in culo ti fai. Io con Google non flippo, almeno faccio la nip qua. Ma nella vita, ragazzi? Ragazzi, ho flippato le cene, vi giuro, ho pagato non so quante cene. Ma non flipperò mai, ma proprio mai. Ma ecco perché erano bene i tavoli, perché erano male. Perché erano male nella vita. Nella vita. Nella vita. Ragazzi, posso tornare un attimo? Posso...
posso un attimo riavvolgere il nastro? Non ho capito un attimo l'invettiva contro Wonkax e il finlandese, solo perché non ho capito che cosa... Anche Gron l'ha scritto. Si mettono sit out quando il fish va... Appena l'occasionale va sit out, loro prendono e vanno sit out... Solo sul tavolo Solo sul tavolo dove c'è l'occasionale sit out. Ma l'avevate detto anche a West? Anche West era stato coinvolto in questa volta. West non lo so, ieri... No. Non era un West. Pure bello no, Henry Greco no, Henry Greco non era... Non no, Henry Greco no. Anzi, si mette sempre a rompere a tutti, cioè, ti ho fatto la foto... Vabbè, ma Henry Greco, purtroppo c'ha dei problemi... Io comunque non lo vedo scrivere da parecchio, però devo dire che l'ho beccato scrive sempre. E l'ho beccato pochissimo, invece devo dire che Wonkax, a me piace come gioca. Molto sinceramente è migliorato tantissimo. Il gioco, però semplicemente una cosa scorretta. No, è migliorato, no, ma l'ho fatto. È migliorato tantissimo. Ancora al 1000. Io sto tenendo il tavolo, cioè, il nel caso in cui parta si parta subito con la streaming, cioè. Io te sai che se parte il tavolo c'è un posto sicuro, quindi se ci fate la cortesia tutti i reg del 200, 500 e se ci stanno i reg del 25 che trovano la stessa situazione. Se ci facciamo una cortesia tutti, quando succede segnaliamo il player in questione, cortesemente. È di una scorrettezza, è uno spot dove si dimostra tutta la poca intelligenza, perché pur per non giocare 3-4 mani full reg si rischia di far andare via l'occasionale. Ma poi appena presa per il culo gli altri che continuano a giocare e non far crepare il tavolo, cioè è proprio e poi è vietato dalle regole, abbiamo letto nell'ultima live. Questa gente che tipo, come dico sempre, maledetto, cioè lui appena è lui quitta, cioè se c'è ma se uno quitta il tavolo, ma se quitti è ok, ma se quitti è ok, ma nessuno ti dice niente. Lui, capito, cioè non è solo lui, ovviamente lo fanno in tanti. No, ma tutti lo fanno, ragazzi, su punto it più o meno, cioè. No, no. Quando gusta il fish ci si mette. No, out. Ma incontro no, ma no, ma è una cosa. Quando il fish fa sit out perché poi soldi, che nel senso magari se sai il fish, non è che gioca sempre, quando sei alta. Esatto, mi piace, chiaro. Ma anche perché poi secondo me tante volte per dire tu fai partire un tavolo, fai qualche orbita, giochi, si siederà qualcuno, cioè, se non vede no, ma se azione... ma se l'occasionale è out, e tu ti metti out e tutti si mettessero out appresso a te, muore il tavolo. Cioè, se tu non giochi il tavolo perché non c'è l'occasionale, perché ti pensi di essere furbo rispetto a me? Capisci quel discorso? Cioè, non è che tu sei... No, ho capito, come ti ho detto nelle altre live. Esatto, e mentre sugli altri tavoli giochi. E questo non è essere furbi, ma è essere stronzi. È ben differente la questione. È meglio ricordarlo. Oltre a essere una cosa fortemente scorretta, perché è vietato dal regolamento di Stars. Sono stati inoltrati mail da Stars per chiedere chiarimenti. E Stars ha detto assolutamente vietato. Ci sarà, nel caso in cui succede, mandate segnalazione, noi mandiamo prima un avviso e in seguito possiamo anche pensare di bannare la persona in questione. Per questo è vietato. È stato fatto apposta. È stato fatto apposta per evitare sta roba. Cioè. Per evitare queste cose, qua. Capito. Sì, tanto qua andiamo a sciogliere. Non ho capito la vicenda. Non so che cazzo debba chiamare nostro Lucazzo. Lucazzo chiama! Aveva fullo, Lucazzo! È stato sconfitto. Quindi, io stavamo dicendo sul discorso dell'avere spese e tutto. Sì, quindi, del bankroll, sì. Secondo te, una persona che ha delle spese, quindi base, possa essere il mutuo o quello che vuoi te, certo. Comunque delle spese fisse, secondo te comunque per giocare un livello come il 200 10k possono andare? Ma sì, dai, poi ripeto, cioè, devi stare accorto perché c'è un punto fondamentale secondo me, cioè bisogna quanto sono spese? Se uno separa all vita e all poker. Vabbè, certo, ovviamente parliamo di roll poker. Io personalmente sono stato in questo Simone, devo dire, Spea mi ha dato tantissimo, quando lui mi ha sempre detto separa il tuo roll vita dal tuo roll poker, certo. Quindi se io ho dei soldi sul poker e devo fare delle spese, ho un altro roll, non li prendo dalla cassa di Stars. Chiaramente sì. C'è chi lo fa e c'è chi lo fa. Sì, parlo proprio grande avvocato, sì, ovviamente. È chiaro che se uno ha delle spese in famiglia, a quel punto il roll deve essere diverso. Cioè se uno non fa questa separazione ti servono più soldi. Esatto, poi l'ideale è una cosa che magari se ne parla poco, perché però
se uno riesce pure a investire, no? Nel senso, magari sì, ok, dici... Dipende dagli investimenti che fai, dipende dagli investimenti. Esatto, dipende dagli investimenti. Cioè, però, anche diciamo, il rischio che c'è nell'investimento, perché sono investimenti più rischiosi. Sì, sì, parliamo di... però il poker, insomma, ma volata. Il poker non è molto rischioso come investimento, nel senso che per quanto richiede di investire, cioè di... soldi da tenere bloccati, hai un rendimento che se lo fai a livello professionale non ha pari, penso. Non ha pari, esatto. Non hai, cioè, vabbè, vabbè, cioè il roll del 100, se puoi prendere 100 buy-in su 10.000 euro, al 100 puoi fare 30-40k all'anno tranquillamente, se fa per 400, okay, ma chi ti fa per 400? Cioè. No, no, capito quello che dici, però comunque ti richiede tante ore, cioè alla fine c'hai cioè, un dispendio orario che è rilevante, quindi è vero quello che dici tu. È vero anche che, vabbè, comunque aspetta, rispondo un attimo ad Hitech che ha scritto una cosa. Hitech, dovete segnalare quando succede questa cosa che tu hai appena scritto, che vanno in sit-out aspettando che il fish torni, dovete mandare segnalazioni a Stars indicando il tavolo, l'orario e il nickname del giocatore che è andato in sit-out. Loro fanno dei controlli. Se negli altri tavoli stanno giocando, mandano segnalazioni al giocatore, mandano mail. Come primo avvertimento, possono mandare eventualmente un secondo avvertimento. Ovviamente devono andare le segnalazioni, raga, altrimenti Stars da sola non ce la fa a tenere traccia di tutte queste cose. E si arriva al ban. Nel regolamento di Stars è palesemente vietato questo tipo di atteggiamento. Quindi tocca a noi giocatori autotutelarci, perché questa è una tutela nei nostri confronti. Perché giocare con le mani in meno full reg, dove si ha un atteso negativo, ovviamente, è una furbata di chi al tavolo sta cercando di incularti i soldi, perché là quello sta inculando i soldi a te, perché sta evitando di giocare mani a teso negativo, aspettando di giocare le mani a teso positivo quando torna un occasionale. E sta cosa è da far schifo, perché se facessero tutti come lui, il tavolo terminerebbe. Ma anche a livello di ecosistema, agli occhi dell'occasionale, cioè l'occasionale non è stupido, cioè non è che d'altra parte ci sono persone stupide. Sono cose spiacevoli. Ma so, è brutto, cioè c'è quella sensazione di essere braccati, che è proprio quella che bisogna evitare da far recepire a chi sta dall'altra parte. Ok, ora torno nel silenzio, lascio parlare voi. Ti volevo dire una cosa, scusate, io non mi ero accorto che praticamente Valerio ha beccato un mono out da bellissimo. No, da 100, punito 100, la punizione. 100. No, era un po' più deep, Scandaloso. Cioè, non ha detto niente. No, come no, Lucazzo l'ha pensato, Lucazzo. Tu qualsiasi altro mono out la devi stare. Eh sì, stavo per non sacco che lava e sciovava, io chiamavo e bestemmiavo. Perché era mono out, perdevo da tre combo. Per è incredibile! Vi volevo chiedere un parere anche a voi. Secondo voi invece quant'è il roll che ci va? Al 100 e al 200? Dipende da quanto hai di roll nella vita e quante spese hai. No, facciamo roll solo poker. Mettiamo esempio quello che vi dicevo io, cioè che tu hai zero spese nella vita e ti puoi tenere i roll... Cioè, vabbè, in base al win rate ti dico, secondo me 50-60x, ok. Per me, per dire, io voglio essere... Fai su e giù abbastanza in maniera abbastanza aggressiva, se sei a casa che non hai spese con i tuoi, sì. 60x, ok, perché come swinghi 20 stack puoi fare level down e sei ancora super... 30 stack fai level down e sei ancora super deep per livello sotto. Ok. Vedi che sono un po' tecnico. Io per dirti ho un'idea un po' diversa, cioè io credo che se tu swinghi tipo 20 stack al... almeno a me personalmente, mi è capitato di swingare 20 stack al 100 e anche 20 stack al 200, quasi mai di più direi. Anche se, perché sai perché? Devi farti fare un controllo dal croptologo, perché c'è sicuramente qualche spatanamento dietro, perché cioè, io ho swingato 50 stack una volta all'anno, mi succede. Secondo me vale se tu swinghi 50 stack. Se tu swinghi 50 stack al 200, secondo me c'è qualcosa che non va. Cioè, ma adesso io fatti due conti. Hitech, c'è qualcosa che non va. Allora. Hitech ne ha swingati 70. Cioè. Io 70 buy-in al 200? Sì, io ho swingati 50 al 100 due anni fa. Quest'anno ho swingati 35. Ma 35 e 20.000 mani, qualcosa che non va. Cioè... Tutte le volte che ho swingato più di 20 stack, poi sono andato a rivedere anche a posteriori e giocavo come un cane lercio. Ma allora, può succedere. No, ma è normale che quando swinghi il tuo gioco migliora,
Non dovrebbe in realtà. È normale. Ma non siamo. Ma non siamo posti. Però ti dico, adesso di ultimamente sono molto migliorato su questo, perché io sono molto, ve ne rendete anche conto, se ne rendono conto tutti, che sono molto altalenante. C'è un bar che è, come dire, decente e secondo me anche abbastanza ogni tanto smart, e c'è anche un bar che veramente regala i soldi. Certo. Penso che sia un po' per tanti così, nel senso... Quasi tutti. Comunque non tutte le mattine ci alziamo allo stesso modo, non tutti i giorni ci abbiamo gli stessi pensieri per la testa, non tutti i giorni non litighiamo con la compagna, non tutti i giorni... Però questo, però, no, questo... parla per te, tutti i giorni litigo con la compagna. Cioè. Io sono costante, almeno in quel... No, ma è un link... Guarda, ti posso dire una cosa, io lo possono confermare loro che mi sentono H24, io penso di avere un mindset clamoroso a livello di mentre faccio sessione. Però quel lì che ce l'ho, cioè nel senso, quando io perdo, comunque non è che regalo stack, ma il mio gioco peggiora, e tanto, non è che regalo stack, non è che vado, che prendo e regalo lo stack, no, a caso. La qualità del tuo gioco cala. Però la mia qualità del gioco cala di tanto, malgrado il mio mindset, cioè non sono uno che sta lì, ho perso lo stack, non ce la faccio più, cioè non whino io, non so uno che sta lì a ogni... Poco, ogni colpo a lamentarsi. Poco. Confermo poco. L'anno scorso mi sono reso conto che quando ho perso i miei 21-22 stack, e probabilmente non voglio dire che 10 li ho lanciati dalla finestra, ma lanciati dalla finestra non significa bad show con 5-2 suited, vuol dire... Perché ci sono errori, ma gli errori ci sono anche quando vinci, semplicemente non li cerchi quando vinci. Il mio gioco peggiora nelle piccole cose, non nelle grandi cose, non nello stack perso, peggiora nella bet missata, nel check raise missato, nel call al check raise missato, cioè che è tutta una serie di cose che poi fa lo stack, ma non è lo stack perso. Secondo me devi, cioè nel senso, c'è anche il winning tilt, cioè, ma a me poi capita anche durante la sessione, a me c'è il leak mio più grande, togliendo il discorso tecnico, e poi c'è chi più ne sa chi meno, il mio leak più grande, che durante la sessione, io a un certo punto della sessione, e mi capita almeno più del 50% delle volte, io sparisco dal gioco proprio. Cioè, e quello chiaramente è mindset, eh? Tra l'altro, questa cosa volevo chiedervela, perché non faccio un po', cioè io comunque sto giocando da poco, quindi faccio un po' fatica. Voi come ve le tarate le sessioni? Cioè voi giocate, inizia la sessione e dite, avete un limite di mani, avete un limite di tempo, avete un limite vostro fisico? Fisico, io ho messo lo fisico. Sì. Ok. A me è tutto fisico, io ho le fasce orarie in cui devo lavorare, e la sessione dipende tutto dallo stato psicofisico. A volte mi capita di quittare, mi rivedo delle cose, mi studio gli spot, piuttosto che... Io difficilmente la mia sessione dura più di 2 ore. Ok, perché comunque per dirti, se io tipo, io do lo stesso, cioè, diciamo che do più peso, ultimamente sto dando più peso al gioco che allo studio, però generalmente do più peso allo studio che non al gioco. E che ultimamente ho detto, devo fare un po' di esperienza comunque. E mi sono reso conto che comunque se io arrivo, faccio la sessione, quando sono stanco morto, quitto e studio, poi sono stanco morto anche quando studio, capito? Quindi non ha neanche molto senso. Io per esempio studio. Ma io lo studio, esatto, io non studio mai. Io studio a inizio giornata, non studio a fine giornata. Alla fine Joe fa meglio di tutti, non studia mai. Ne prega un cazzo. Si è tolto il problema dalle palle. Ridendo e scherzando, secondo me sto perdendo botto, perché sto visto lo stesso stack su tutti i tavoli da Vuol dire che ce l'hai ancora, però intanto stai a recupero. Stai giocando ancora, stai a recupero. Siamo in chilling qua, un attimo devo andare. No, vabbè, potevi pure quittare. Ne parlavamo. Sì, no, certo che potevo. Aspetta che... Richiamo, torno subito. Chissà se John Lemon sta al recupero, possiamo chiederlo. Ma sta giocando, Gianni? Lo vedo ai tavoli. Gianni, vieni in call. Non lo vedo io. Comunque, Barone, io per quanto riguarda lo studio... Ah sì, tavoli, sempre prima della sessione, mai dopo. Cioè, dopo la sessione è un prendere i voti.
voglio vedere lo spot che ho giocato, voglio vedere che voto mi dà Pio prima della sessione. Lo io no, io no, io no, io no, io questo mai, devo dire, cioè non lo faccio praticamente mai. Dipende, se sono fresco, se mi sento ancora fresco, ogni tanto ho anche voglia di studiare dopo la sessione, perché magari ho due spot in cui veramente non ci ho capito una mazza, e non è questione di capire che voto mi dà Pio, perché tanto più o meno se ti rendi conto che non hai capito una mazza, vuol dire che Pio comunque ti, cioè, ti devi dare 4 lo stesso, anche se Pio ti dice che hai fatto bene. Vabbè, ma sai cosa? Comunque tu cash giochi da poco, quindi alcune dinamiche, diciamo... non sono comuni, tipo swingare 50 stack, swingare queste cose. Quindi ci sta che tu non le abbia ancora vissute, non perché te la sto menando che le devi vivere. Ti auguro che non succeda mai, che non accada mai questo. Però è probabile che succeda nell'arco di una carriera composta da milioni di mani. Quando stai parlando di poche centinaia di migliaia di mani, poche, può succedere quello che tu dici, di non swingare, eccetera, eccetera. Ma in che cazzo ho fatto intanto? Però può succedere, cioè è normale, è fisiologico, deve accadere. No. Cioè, non è che accade tutti i mesi. Ma volete sapere una cosa? Io non sono nemmeno proprio per niente d'accordo sul discorso che più il tuo win rate è alto, meno swing. Nel senso, è vero, matematicamente è vero, il problema è che quando cominci a swingare il tuo win rate non è più quello, perché non siamo robot. Ma se fossimo bot, ma dipende, cioè è normale, no, che può incidere, però dipende pure da te. A me, io personalmente, tu ti ricordi il periodo che stavo vivendo un brutto periodo a livello personale quando ho swingato 50 stack, ma avevo una serenità, e quando ho detto guarda adesso swinga 50 stack, loro non ci credevano, cioè magari uno si lamenta, no, è una questione mentale. L'anno scorso ero sereno, mi sentivi, no? No, Simone, cioè nel senso si sente se uno sta andando male o no, te ne accorgi, soprattutto se è una persona che senti tutti i giorni. Te ne accorgi perché mi senti tutti i giorni, esatto, ma ero sereno o no? Però il mio gioco comunque è peggiorato tanto, e non nello stipendio, non nello stack verso. E questo non è un problema di varianza, Cruz. È chiaro che non è, ma io non mi attacco mai alla varianza. No, voglio dire, non è fisiologico, è un tuo leak. Ma sì, ma credo che sia questo credo che sia proprio un leak dell'uomo. Quello è normale pure per gli altri. Ci sarà un 10% dei cristiani che perdono 50 stack e continuano a giocare il loro a game tutti i giorni, ok? Ma cazzo, chapeau, come dice Cassano. No, però non si può dire su questo canale, non si può dire. No, sono in forte disaccordo. Cosa? Di quello che hai detto ieri, no, perché non siamo la Bobo TV e noi ci bannano Snap, quindi no. Quindi per me è chiaro che è un leak, è chiarissimo quello, però credo che sia un leak proprio dell'uomo. Del cervello umano, cioè. chiaro, ci si può lavorare come si può lavorare sui dettagli o fisico, cioè sì, è più difficile probabilmente, però credo che sia molto più difficile. Cioè, per dirti, adesso io chiaramente non ho minimamente la vostra esperienza, però a me dà la sensazione che al 100 e anche al 200 è comunque alla fine ci siano dei macro exploit pazzeschi che ti permettano di abbassare la varianza. Sì, ma quando non funzionano i macro exploit, là che serve una mano. Cioè, quando tu sai che quello spot c'hai in EV che è il triplo del dovuto perché l'altro fa determinate cose e ti becchi di continuo lo spot contro... E quella pesa, ti assicuro che pesa, Emma. Cioè, sicuro che pesa. Nel senso, stai a parlare con uno che di exploit mi ci metto, cioè me li vado a cercare pure nel non su, cioè andando a loccare sulle street successive di Pio le cose come vanno fatte e come fanno e cosa bisogna fare e come bisogna giocare. Non, ma poi guarda, quando va male va male, cioè quando deve andare male va male. Tu adesso hai parlato di swinger e di stack, tu pensa che per come ragiono io di stack manca lo swinger. Cazzo è scritto? Dimmi. È deciso.
per come la vedo io, 20, 20 stack mancano swing, cioè è normale. Sì, 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 sì. Poi cioè, a me dipende dal win rate, se devi tenere 10.100 è normale, 20 stack non esimi. Se sei maledetto in quel che ha magari un win rate talmente alto che anche quando swinga gli rimane comunque un win rate comunque alto. Ragazzi, a proposito di maledetto, cioè maledetto anche grinda veramente tanto, eh. Sì, fase 100.000 mani l'anno, Robert, eh. Ma molte di più, però. No, 600. Ah, 600. Sì, sì, fa 50-60k mani mese per 10-11 mesi. Fa 600 mani senza sfiorare il 200, che vuol dire che non c'è. Infatti, tra l'altro. Lavora 14-15 ore al giorno, Robert. È un animale. È una belva. La sua forza è quella. 600k mani al 100, ti voglio dire, è fattibile. Sì. Ma nessuno. No, ma maledetto, non so se si può dire. No, non si può dire. No, volevo dire sul discorso della bed run che mi raccontava Eugenio. Cioè, per lui che cos'è la bed run, per farti capire. Cioè, per non si può dire, non si può dire. Ah, non si può dire. No, ma lì stiamo parlando. Fallo intervenire live. Ah, se ci sta ascoltando Robert, vuoi venire, ti metto dentro. Sì, ma lì stiamo parlando, cioè non si può fare un paragone con maledetto. Maledetto è primo, secondo e terzo in classifica, fa fuori concorso. Sì, sì. Ah, ragazzi, vabbè, al di là di maledetto, ma al mille ci sono che al 200 sono degli easy fold da qualche parte. Cioè, è uno sport di terzo. Cioè, ci sono dei cooler. Ah, sì. Il concetto di cooler. Vabbè, il 100 non è il 200, il 200 non è il 500. No, ma voglio dire, ci sono degli spot in cui tu devi callare al 1000 perché giochi un gioco che non è lo stesso di quando giochi al 100. Cioè, vabbè, aspetta, in teoria, vabbè, sono, sì, ti puoi salvare miliardi di sì, 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 sì. Cambia la rake, cambia no, un mondo no, però insomma. Sì, cambiano i giocatori. Sì, ci sono delle mani che non puoi giocare al 100. Cioè, sono delle cose che non puoi fare. È normale. Abbiamo discusso ieri di una mano ieri ho giocato in live, l'abbiamo discusso poi offline con i ragazzi. Mi ho detto, ma che male hai fatto? Sapevo chi era l'avversario. È normale che certi spot non li puoi giocare con il field, ma li devi andare a ricercare l'avversario particolare con cui puoi applicare quella cosa per un motivo o per un altro. Perché magari gioca bene o semplicemente perché ha delle tendenze che si discostano da quelle del field. È chiaro che in un field molto passivo bisogna fare un po' più di attenzione con la gestione dei range, soprattutto quando sei un aggressor e passi dall'altra parte. Devi stare molto attento. Però ci sono discorsi sui quali non vorrei approfondire perché non vorrei dare troppe info. Beh, io per esempio ti posso dire, Barone, che posso dire una cosa per farti capire com'è strano questo gioco. Nelle ultime mie 80.000 mani, che sono divise 40.000, precisamente 40.000 al 100 e 40.000 al 200, il mio win rate al 100 è di 13 e passa, forse di EV14, di Reale 13, più o meno così. E il mio win rate al 200, nelle stesse mani giocate quindi nello stesso periodo, è meno 8 più 100. È sottile, è Bane o Batman? È difficile lì capire che cosa cazzo sta succedendo, capito? Perché non ci possono essere 22.100 tra un livello e l'altro. È chiaro che non c'è mai un gap di 22.100. Cioè, comunque, visto che stiamo parlando di verità assolute, direi Robert, invece di rompere il maledetto, invece di rompere il cazzo ai poveri reg umani, vieni in live e dacci qualche perla, qualche numero dei suoi swing da 5-0. Esatto, dai, maledetto, come cazzo. Ma invece, a proposito di swing, ma tu Mito, qual è stato lo swing più grande in termini di stack? Allora, in termini di soldi o in termini di stack? No, entrambi, se ti va di dirlo, entrambi. In termini di soldi, secondo me, sto mese, ti ho detto, penso che stavo tranquillamente. Ma perché secondo me? Secondo me perché ti ho detto controllo dopo, però cioè, stavo tranquillamente, diciamo che è una spizzata la cassa a meno 20, sì stavo tranquillamente a meno 20, ma in una settimana, cioè, meno 20 cosa? Meno 20 calzini pippi? Kappa?
Tappa, sì. Ma non parla di Starcraft lui. No, no, vabbè, dico, no, mostra a parlare di soldi. Di soldi, ho detto, meno 20 di soldi. Poi in termini di stack ho avuto swing molto più grossi, ma ti dico, ce l'ho avuti addirittura al 10, beh, ce l'ho avuti nella prima fase della mia carriera, diciamo. Vabbè, però quando, al 100, quando non giocavi, penso, quando non giocavi da professionista. Gruz, che hai già scritto una cosa. No, ma stavo proprio per riprenderla io, stavo per dire, effettivamente Caggio una volta mi ha detto che ha svingato tre stack e ha avuto un po' la stessa reazione di cui parlavate voi, non sapeva più. No, ma io Cage, forse ne avete Cage ha scritto Serenade come Cage, 5 stack sono già uno swing, io posso confermare. Io la mia table selection è in base agli orari dei game, se c'è Cage io non gioco. Non... Vabbè, comunque ti è andata bene perché... Cage, Taz, no? Taz, però... lo spot con Sconquasso. La mia strategia. Guardate quando si ranna bene. Vedete quando si... ora escono le fiori. Guarda, ora escono le fiori. Ah, no, c'è un carto. La mia strategia. Va bene così, va bene così. Ho perso oggi a 500 contro Chance. Ma va, capito, il contro me veniva splittato, però. Tutto che cazzo. Sei. Però dai, 100 contro 500. No, ma ci sta. Io sono di un parere che quando è cooler prete, che sono quelle cose che non ti puoi evitare. Se si splittasse sempre sarebbe ok. Vabbè, poi qualche volta chiamo, non è che pusho sempre, però... Ma come chiami? Qualche volta chiamo. Ah, chiami. Non fa... non eravamo UTG, che cavolo sì, eravamo? Sì, UTG. Sì, ci no, sta, beh, ci sta, tipo... ci sta. Vabbè. No, però ho pushato io, però. Sì, hai pushato tu. Vabbè, esatto. Scusa. Comunque, ragazzi, io senza fare nomi, è pieno di top rank, no Cruz, Paracamp e Sconquasso, è pieno di top rank con swing, ragazzi, con swing negli anni con swing clamoroso. Ma appunto, pure .com, cioè, questo che è più facile che swinghi di top rank che swinghiamo noi. Può essere. Vabbè, ma... No, top rank. Tanto ciao Frank, Frank ne ha swingati 70. Io parlo di top rank dei vari livelli. Io parlo di top rank, non top rank punto it, parlo di top rank, cioè top rank del... top rank a 200, però non gioca a 200. Chi? Non esiste un top rank al 200. Vabbè, no, gioca... no, vabbè, top rank del 200, top rank del 200. Top rank del 200, sarà, chiamalo come te pare, il meno degrado. Chiamalo come vuoi. Meno degrado è bello. Il meno degrado è bello. Siamo tutti cioè questo è ancora lì, o gol? Sì. Ma io sono d'accordo, io che al 200 manco lo considero, che al 200 siamo, è troppo caldo perché siamo nel 90% dei gradi, sono d'accordo, però nei dei gradi ci sta quello più bravo. Sì, ci sta. Tra dei gradi qualcuno spicca. Questo è molto psicologo. No, ma anche nel Venezia sono tutte pippe. No, ma non andate, per favore, ma basta con queste similitudini col calcio fuori luogo. Basta. No, va. No, per dire, cioè, nel senso, non è perché sono tutti scarsi, tra gli scarsi sarà quello meno scarso. E nella storia, e poi ci sono stati ragazzi, adesso guardate il 200, adesso ci sono stati 200 che erano cazzi veri. No, ma no, tutti i reg che semplicemente avevano iniziato a giocare da poco e devono soltanto farollo. Voi giocate da domani, ma noi giochiamo da un po' di più. Cioè, i primi anni del punto hit il 200 era da piangere, raga. Il primo anno il punto hit il 200 era veramente da piangere. Ma veramente. Pure il 1000 il primo anno il punto hit, però. No, primo anno il 1000 era barzelletta il primo anno. È ovvio che era tutto. Erano due o tre occasionali per tavolo, ovviamente l'impatto è diverso. È ovvio che quello che diciamo io Sconquasso è tutto in proporzione, perché all'epoca non c'erano i soldi, quindi la preparazione dell'epoca è chiaro che è diverso, però, no, ma il 200 dell'epoca con il 200 da adesso, con le dovute proporzioni che ci sono stati soldi tutto, ma non c'è sta proprio pari, cioè, ma proprio non c'è sta. Raga, c'era, cioè se tu prendevi le persone più preparate a livello teorico del gioco sul punto hit, in quel periodo non giocavano ai stakes perché erano i ragazzini, cioè erano i ragazzi che iniziavano a studiare, che giocavano quei livelli perché stavano iniziando a giocare da poco, mentre chi giocava sopra era chi giocava live, chi giocava sul com e non era propenso a studiare. Quelli che avevano fatto i soldi sulle retard, avevano i soldi per giocare al 1000, ma non erano...
il 200 era molto, era molto tosto. Era il livello più duro del 1000. Era sì, sì. No, ma era il livello più duro del punto it il 200. Guarda, ti dico che io fino al 2012 giocavo il 200. 200 e 400, dal 2013 ho iniziato a giocare il 1000, 400, 600 e 1000, e mi sono mangiato le mani perché dice guarda qua che livello c'era sopra. Cioè ti dico solo che... Cioè non c'erano occasionali, non c'erano occasionali al 200, cioè giocavi full range. In un anno il top winner del 100 fu Claudio che fece 4 BB100. No, 200, top. 200, per 200. Il 200 sì. Il 200. Con 4 BB100 lui fu il top. Ma era full range, non c'erano occasionali al 200. Cioè la diluizione degli occasionali era terrificante. Calcola che Claudio era inumano, eh. Erano anni luce avanti. Claudio era inumano, cioè... Anni luce avanti. Come se maledetto si mette a giocare con me adesso. Cioè... E stava a 200. Cioè non c'entrava niente, capito? Semplicemente aveva 18 anni e doveva farsi il roll per stare sopra. Cioè, è come se oggi maledetto solo... a 200. E fa 4 BB. Solo che c'erano lui, c'erano Mutu. Comunque il buon maledetto... C'era Nicolone, ci stavo io, ci stava Gruzza, capito? Berna, Franz, tutti insieme, no, tutti insieme appassionati. Siamo d'accordo, Gruz, che è molto più facile swingare quando c'è poker Bern, Nicola e Claudio. No, ma adesso è chiaro che quelli erano altri anni e tu. No, ma quelli erano altri anni, adesso. Cioè io non sto manco a parlare degli swing di quegli anni, a parte manco me li ricordo, ma è chiaro che anche all'epoca, a parte se si giocava pure 10 per, quindi è chiaro che gli swing, io adesso parlavo comunque degli ultimi, quando ti dicevo il piano di top rank dei livelli, ti parlavo comunque degli ultimi 3-4 anni, non di quegli anni là, quegli anni là era tutta un'altra storia, nel senso, quegli anni là c'erano ragazzi, quegli anni là ti posso dire senza farti il nome, che uno dei top rank degli, io, Valerio dice di no, ma io me lo ricordo che me lo disse in chat il suo amico proprio quello con cui parlava, il strato break del livello perse 400 stack. No, non è vero. Valerio dice di no. No, non è vero. Non lo conoscete. Non è vero. Io mi ricordo con certezza quasi assoluta che io parlai col suo amico. era 150-200 stack. Me la ricordo io sicuro, 100%, 150-200. Io mi ricordo testuali parole, ha perso 400 stack ed è impazzito, ha quittato. Ma parliamo degli swing, degli upswing, dai, sennò qua sta giocando. Upswing dipende da cosa intendi, se in soldi o in stack. È uguale, dai, parliamo. Dal cazzo, io giocavo, cioè, quando grindavo il 1000 ho fatto upswing da 40k in un mese, 50k in un dai, mese, parliamo, cioè. Parliamo no. di queste cose. No, che no, diverso, no. Mai, è chiaro che 40 non è mica perché stavo a parlare su 40k, ma no, era per dire la differenza. No, è inutile parlare, cioè nel senso, contestualizziamo, perché io ho avuto due, è come se avessi avuto due carriere pokeristiche. Una che è terminata nel 2018 e un'altra che è ripresa nel 2020, praticamente. Quindi ho avuto un anno e mezzo di pausa totale in cui ho fatto un cazzo, vivacchiato, sono ripartito dal bassissimo. Però a me la carriera è spaccata fino al 2017, giocavo 400 più e poi dopo sono ripartito dal 50. Quindi è inutile mettersi a fare questi discorsi, capito? Cioè, non posso, cioè non è inutile, non avrebbero senso. Comunque, perciò ti ho detto. Cioè, ma poi c'è anche ci sono dei reg che hanno iniziato da poco e che giocano 500.000, cioè non è che... Sì, anche, guarda, che anche quando io ho cominciato, io cioè, lo stesso vivendo... Non è che gioca da tantissimo. Roberto gioca da 9 anni più o meno. 8 anni, 9 anni. 8 anni, perché quando io giocavo il 400, okay. Quando io giocavo il 400 vabbè, lui... Guarda, dico, però per esempio Mr. X... Pure, no, anche... 6 anni mi sa, 6... No, 6, di 2015, più. Capito, più, non no. È tantissimo. No, cioè, ci stanno dei top. No, Frank gioca da 10 anni, Frank gioca da 10 anni. Dai ragazzi che siamo quasi 200, se qualcuno può svegliare i genitori... Non mi sa che l'abbiamo superato a un certo punto, 200, però... Comunque, siccome non c'hai i tavoli, vieni in Skype, scrivi qualcuno gli scrive. Dobbiamo parlare di cose serie. Ma adesso che siamo in 200, te la possiamo strappare sta promessa? Ci dici che ci fai questa live session? Va bene, va bene, dai. Una cosa a breve, Gio.
patteggiare. Tre quarti d'ora, dai. Ah, vabbè, perché tre quarti d'ora? Quanto vuole? Come facciamo? No, ma devi giocare. Posso darti un consiglio, Gio? Sì, sì, sì. Gioca 3-4 tavoli, solo stars, non far vedere i nick degli altri tavoli, visto no, altri, no, giochi 3-4 e basta. Condividi lo schermo, siamo tranquilli qua, noi non possiamo parlare, noi non possiamo fare pomeriggio, però voi non sì pomeriggio no, no, che va benissimo, ma chi va benissimo la sera, quindi pomeriggio magari mi prendo ne so un'oretta, che ma non va benissimo per me ah, non va, se no non può andare. Vabbè, allora possiamo fare la sera domani, no. Settimana prossima, ma non posso, non posso. Oh, ma state a fare i conti senza l'oste qua, io poi parlo con la bucata, casato che sta. Ci pensi Gio, e poi mi fai mandare la lettera da me. Esatto. Ragazzi, però l'importante è che davanti 200 persone hai promesso che ce la fai. Ma sì, dai, lo facciamo. Okay. Poi discutiamo bene i termini. Ma qua termini? Come ti pare? Con i soldi. Ah, vabbè, con l'avvocato. Adesso le clausole le mettiamo. Avvocato, ma possiamo dire che adesso devi partire il tuo canale? Possiamo dire? Sì, dai, ma possiamo dire che dobbiamo partire con una serie. Momento, allora, perché vi spiego i miei progetti molto segreti. Vai. Io vorrei riuscire ad arrivare a giocare il 500. Okay. Che non significa essere un buon rag del 500. Significa, perché alla fine io rubacchiare un rate discreto al 200. E se quando tu tieni un rate discreto al 200 vuol dire che non sarai un giocatore perdente al 500. No. Al massimo sarai un giocatore scarso. Ma non mi sembri il profilo di un giocatore perdente al 500, al 200 sinceramente. Cioè. Allora. Ma poi lo condividi pure nelle storie, quindi. Quindi no, volevo dire, io non voglio vivacchiare al 500, vorrei arrivare al 500, non voglio dire da autodidatta, perché comunque... però sì, più o meno da autodidatta, io mi confronto solo con Taz. Mm-hmm. E nemmeno con, ti dirò, un ritmo allucinante, quindi studio principalmente da autodidatta, riuscire ad arrivare al 500 e poi prendere un coach al 500? In Italia? No, prendere coaching.com. Ma sai quanto costano coaching.com buoni? Lo so perché l'ho già presi MTT. No, è moltiplica per 2 o per 3. Non oppure sto scherzando. Oppure joinare un coaching for profit. Vabbè, ci sta il CFP, esatto. Qualcosa. Non so, GFP. GFP, no, GFP, vabbè, poi dopo ti dico. Comunque, quello che volevo dire non era fare una... parlare dei miei progetti, perché la gente non frega un cazzo, solo per dire che tutto questo, come dire, ultimamente toglie un po' focus alla parte lato social. Uh-huh. Cioè, quindi canale Twitch eccetera. Ma infatti la cosa che di cui avevo parlato l'altra volta quando c'era anche Alessandro, è una bella idea quella, è quella di creare un collettivo, un cioè spazio. Non esatto, perché può essere un punto di riferimento. Vedi, oggi ci sono 200 persone qui, e sicuramente creare un collettivo di giocatori, persone che collaborano a livello social, che collaborano a livello di streaming, che sui quali, con i quali si può creare una piattaforma di comunicazione che possa essere un canale Discord, come un sito, come una piattaforma qualsiasi, dove ci si può incontrare, chiacchierare, confrontare quotidianamente. Alleggerisce anche di responsabilità il singolo, cioè il fatto che io adesso abbia nell'ultimo anno avuto dei cazzi che voi manco vi immaginate, che mi ha tenuto comunque lontano dalla streaming rispetto all'anno prima, è chiaro che a me pesa, a me dispiace non essere presente, dispiace perché comunque c'è gente che c'ha le sub, c'è gente che segue, e sparire così e tornare una volta al mese così mi pesa, mi fa male, perché comunque ci ho lavorato per arrivare a quello che avevamo creato. Poi la fanbase lo sai benissimo, esatto, che uno da collettivi muore, cioè. Esattamente, cioè noi prima a luglio, che poi i cazzi sono cominciati a luglio, perché la bambina ha iniziato ad avere problemi a luglio,
eravamo arrivati a fare 150-170 persone fisse in live. Ed erano... E mo ce n'è 200. Sì, adesso 200, ma perché sta serata comunque è particolare, siamo in tanti a chiacchierare, quindi è anche più piacevole, è molto più piacevole. Sì, però... No, però... Creare... Sto controllando la situazione. Se io faccio... Se io riesco a fare una streaming settimanale... Ascolto tutto. Se io riuscissi a fare una o due streaming settimanale, una la riesce a fare Emma, una la fa Eugol, una la fa Alessandro, un'altra la può fare Matteo Manifold, che comunque è bravo, se è disposto a farlo. Cioè, bravo, un'altra la fa. Esatto. Cioè, se siamo un gruppo di persone positive che riescono a portare contenuti e che riescono a essere un punto di riferimento per la community, anche nell'intrattenimento, perché comunque i riscontri sono sempre stati ottimi quando parliamo con i primi che ho fatto, credo che sia una cosa positiva per tutti e deresponsabilizza anche i singoli dal dover stare lì a combattere ogni giorno. Infatti, ti dico, io adesso quando qualche settimana avevo buttato lì per... dico quasi per scherzo, l'idea di fare un corso per i micro stage. Perché ho letto su... From Zero to Hero, mi ricordo. Ho letto. Andiamola a perdere quella storia là. Ah no, non c'è il titolo. Diciamo, la cosa di Hercules. Un corso un po' più proprio per battere tipo non limit 5 e non limit 10, una roba proprio basic. Sì. E non pensavo sinceramente, io un po' un canale Instagram abbastanza attivo, mi sono arrivati tipo, ma davvero, vale, 45 risposte. Ho fatto le classi avvocato, che ho sponsorizzato poco e nulla, cioè non posso fare sponsorizzazioni, e io ho avuto 6-7 richieste nei primi 2-3 giorni, ho avuto altre richieste, cioè dovrei ripartire con un'altra classe il mese prossimo. E là stiamo parlando di una cosa un po' più avanzata, perché stiamo parlando comunque di voglia di sesso. Esatto. La gente ha voglia di fare, quindi voglio dire, magari mettersi a streamare, parlo per me, visto che non mi fa impazzire l'idea comunque di streamare il 200. Ah sì, ma fai come giochi il 100 così. Stile, ho il mio stile, non è che sono, ci mancherebbe, sono super exploitabile come tutti gli altri. Per questo non mi fa impazzire. Stavo pensando che potrei tranquillamente streamare i micro stakes e nel frattempo curare il corso. Però in questo momento, come ti dicevo, il tempo è poco. Spiegato 2 ore al giorno a giocare limit 10. No, 2 ore al giorno, no? 2 ore al giorno, una volta alla settimana. Ma più che altro, se diventano un appuntamento di intrattenimento. Cioè il fatto di streamare è in sottofondo, è semplicemente creare un contenuto che possa essere attrattivo per tutti quanti. Cioè non è che devono... Cioè quando io streamo qua, giocavo e facevo il 200 con l'AD e tutto. No, ma quando giocavo il 200 e stavo con l'AD e tutto, qua ci stavano 70 cristiani in silenzio a guardare quello che facevo sui tavoli. Tutti vermi ovviamente, tutti schifosissimi vermi. Nel senso, nessuno stava qua per farsi una chiacchiera. Stasera è diverso, capito? Stasera è diverso. E c'è da dire questo. Ancora questo calcettone aziendale. Ancora questo calcettone. Io sono ritirato purtroppo allo sport. Mettiamola così. Dopo la streaming live di Joe, potremmo fare un calcettone. Beh, cazzarola. Ma tu di dove sei? Di dove sei, Joe? Veneto? Io sono di Rieti, Rieti nel Lazio. Tu sei romano? Sì. Sai che sono stato a Roma di recente? Grande, se passate da Roma. Albrist dovrebbe funzionare, l'ho aggiornato ieri. L'ho messo che non si modifica, quindi se non funziona più che non scanno, perché ho scritto su Discord, cioè ho messo su Discord perché non mi deve cambiare l'invito. Cioè, scadenza mai. Stasera c'è un traffico di merda, cioè non so. Ma c'è pochissima gente. Un cazzo stasera. No, ma poi tutti forti. Tutti forti. Io potrei aver trovato una nuova dimensione, raga, lo zoom. È di una bellezza. Sto qui a giocare tante mani. Per tanti occasionali, ma tranquillo. Ti hanno chiesto. Ti hanno chiesto giù quante mani fai all'anno. Allora ti dico, quest'anno ne sto a fare veramente tante. L'anno scorso ne avrò fatte 500-600, non fatte, dai. Fatto 500.000 alla stile maledetto. Intanto un saluto a bonus 50 euro. Bonus 50 euro che account creato una settimana fa,
che a Rick segue da 10 minuti e mi scrive: come mai stasera Zoom? Cioè, come per dire, cioè, sono multi account, volevo farmi i cazzi tuoi, bannami di nuovo per favore. Come mai sono... Lo banni? No, perché cioè, no, sono perché tutto cazzo. Non ha ancora superato il limite, sì, sì. Ma perché? Ancora non ha parlato male di Napoli, di napoletani. Vabbè, la cella, la cella. Io, cioè, a proposito di Zoom, sto perdendo un miliardo. E non giocavo a te. Io, show. No, vabbè. Comunque pensavo, ma se a fine, quando vogliamo finirla questa stage, giusto per capire, se facessimo una review di qualche un paio di spot tutti assieme, no? È un casino perché devo rifare tutto. Per me va bene. Cioè, non c'ho il tavolo. Sì, devo fare la view apposta, raga, perché non c'ho la view fatta. Ah no, forse c'ho desktop, aspetta. Non si può chiudere la live, ripartire no, in no. diretta. Ma se ne vanno tre quarti delle persone. Ho buttato un'idea lì, non volevo mica. Ci sta, ma secondo me. Ma per esempio Joe, scusa, tu, dato che oggi non l'hai voluto streamare, magari anche se prendi le tue due mani, secondo te, più interessanti della sessione, ne parliamo. Vabbè. Ah, questo sì, dai. Questo si può fare. Aiuto. Ne parliamo, guarda, ne parliamo. No, sì. Come piace a te, senza solver. Alla Carlona. Vabbè, possiamo pure affrontarla dal punto di vista solver. Prima magari... Vabbè, voi fate l'analisi tecnica. Io faccio l'analisi mito, l'avvocato l'ha puntata. Esatto. Come si faceva una volta dai, c'era dai. Una volta solver non così c'era. Gli scacchisti in chat sono contenti. Sì, ne parliamo così, dai, ognuno dice la sua. È un Gruz comprensivo stasera rispetto alla prima serata. Non c'è, ti voglio sempre in live, vero? Perché è uno spazio. È un personaggio uno spazio totale. E soprattutto hanno un'abilità a viso perché c'è una cosa. Alle nuove dinamiche del poker che vogliono giocatori non tipicamente professionisti, ma che magari provengono da altri campi, per correre i tavoli verdi o che si voglia. Vabbè, basta, finita l'effetto. La bella ragazza di cui parlavi prima, che ne la pensa? Bella è la bestia, io sono la bestia, tanto io somiglio un po' alla bestia. Che ne pensa del tuo lavoro? Finché runni finché porti i soldi a casa e t'apposta. Che ne deve pensare? No, che ne so. Accetta tranquillamente. Se runni con le cene, runni con i regali e poi quando stai più... No, io ho avuto un periodo che, diciamo, complice un po' la musica, è stato tanto un po' simile al buon Valerio. È stato un periodo più sick ai tavoli, diciamo, più di magra. Ah, sì, che ho buttato. Ho giocato di meno, ho vinto molto poco. Ah, avevi proprio buttato. Io un anno e mezzo annetto, vabbè, diciamo che lì non era molto contento, ecco, per risponderti. Cioè, quando le cose comunque... Poi, ti ripeto, facevo altre cose, quindi a un certo punto io stavo quasi per quittare, perché poi ci avevo sempre fatto, diciamo, due o tre cose insieme. E tra quindi, l'altro... insomma, lei... Vai avanti. No, ti dicevo, tra l'altro ho visto la storia di Instagram oggi proprio con il grande Frank Nemola. Grandissimo. Producer di Vasco, ma come? Esatto, cioè, lui è producer, trombettista, trombatore. Lui lo conosci, Frank, che poi è carissimo. Conosco solo di nome perché l'ho sentito citare tante volte. E anche Vince Bastano. Ecco, che è il chitarrista nuovo, giusto? Allora, Vince Bastano e Frank possiamo dire che sono insieme a Steph Barnes. Burns, come cazzo, lo Satura di Vasco, no? Esatto, bravo, cioè sono un pochino esatto, lui praticamente Frank... l'altro che è morto l'anno scorso se non sbaglio, giusto? Il suo storico producer, se non sbaglio, morto di una brutta malattia. Ma tu dici Guido Elmi, certo, sì, esatto. Guido Elmi è morto pochi anni, bravissimo, sì. Guido Elmi è morto pochi anni fa, sì, lui è un altro boss. Per parlare un po' di musica, ma tu con un scusami se faccio una domanda diretta, magari insomma, con una amicizia, con un contatto del genere, come mai non sei riuscito, hai smesso, hai distaccato da me? Perché cazzo, io sono uscito, allora prima ho fatto con Frank, Vince e Dario, che è quell'altro amico chitarrista, e poi lui fa un sacco di fit importanti a LA, quindi cioè
ho cominciato con lui, vabbè, per farla breve, insomma, c'è stato pure lì un momento di blocco, cioè abbiamo faticato un pochino, poi c'è stato un po' di eventi carini, tra cui il DJ Stage, che è stato il 2018, mi pare, che comunque è stato figo, eccetera. E poi dopo abbiamo, per vari motivi, aggiunto i Caesars, che comunque pure sono conosciuti in un ambiente più rap. Però, tra l'altro, anche, vabbè, insomma, comunque sono conosciuti e hanno fatto un sacco di cose, sono bravissimi, hanno fatto parecchie cose, ma ultimamente pure con Miskill, ma c'è, cioè, Achille Lauro, roba grossa. Io, per una serie di motivi, cioè nel mio piccolo non mi posso neanche lamentare, ti devo dire. Però mo bisogna riprendere un po' il cavallo, perché poi sotto il Covid non è che mi ha fatto bene, perché io so questa nuova cosa con Caesars era proprio 2020, quindi tutti i pezzi, tra cui quello che dici tu, Avvocato, sono tutti Frank e The Caesars, tutti 2020. Aspetta, sono due, però sono i tuoi migliori, cioè no, non i tuoi migliori, i tuoi più ascoltati. Ibrido? Ibrido e Maniac. Esatto. Vabbè, sono i nuovi. 2020, ah. Tutti... allora, in particolare i Bill e Maniac, Frank, non c'è lo zampino di Frank. Quindi, mentre per esempio, ti ringrazio molto. No, davvero. Sì, comunque, cioè, poi adesso vengo a Milano. Non dipende da me, comunque mi gasa. Kim non mi piace per niente. Però... Kim è stata forse la prima che avevamo fatto con Frank, ma quella nasceva come pezzo funk, funky. Sì, è Kid Money. Chiaro che è un pezzo stranissimo. Nel mentre Valerio, un altro, un doppio flip, vince, vabbè. Scandalo. Ah, vabbè, Valerio. Ma stai in nervoso. Oggi pomeriggio, why not? Oggi pomeriggio ho perso 6 stack. Non ce la faccio più. Ma che non ce la faccio più? Ho detto ho perso 6 stack. Non ho messo le mani nel piatto. Ora ne sto a vincere 3, quindi sto perdendo 3 stack. Ma Spanico invece che dice? Ma senti, scusa. No, Spanico si è allungato troppo, è stato bannato da ogni canale, quindi... Pure lui è un po' wainatore. No, è insopportabile, wainatore, ma è educato, diverso. No, è diverso. Ma di dov'è lui, scusa? Lui è di quei territori al di sotto del paesano. Paesano. No, appunto, non è compaesano. Meglio, non è che poi devi mettere sulla difensiva appena non ti fa una domanda. Non è compaesano. Non è compaesano. È più a sud. Che la città, provincia di quella città lì. Comunque davvero, Joe, Ibrido e sì. Maniac, tanta roba. Grazie, sì. Avvocato, ma d'altronde non ti va come gli euro l'ora. Niente. Grazie, no, veramente, comunque ti ho detto a fine maggio, d'altro vengo pure a Bologna e Milano. E me ne canti. No, venga a fare roba nuova, cioè, abbiamo 2-3 singoli, tra l'altro già 2 pronti e cioè, insomma, non so, arreso prima di cominciare. Perché davvero, io ho conosciuto tanti cantanti e pseudocantanti. E questa musica mi sembra molto più cioè mi sembra bella avanzata davvero, cioè Gioia, ma ci hai mai pensato di fare tipo qualcosa tipo X Factor? Ci ha provato ma io l'ho fatto delle cose, X Factor tra l'altro era arrivato quasi in finale e aspetta un secondo, scusa, c'è un po' di spot. Raga, la verità è che per riuscire a entrarsi oggi nella musica conta tanto altro al di là della voce, della di quello, no, di quello che c'è. Era anche ok come personaggio. Credo. Sì, no, ma non basta, capito? Non basta, ha bisogno di una spinta extra, diciamo. Allora, dietro. Ma guarda, io penso che nella musica, come ha dimostrato il buon Bugo, che non so se tutti conoscono. Grande Bugo. Cioè, ci stanno veramente tanti artisti, anche di recente, Sanremo 2014, comunque Tananai. Tananai è bravissimo. Cioè, ci sono un sacco di artisti. Grande interista Tananai. Fortissimo della Nai. Sono un sacco di artisti che pure se non fanno come i Maneskin, no? Come Sfera e Basta. No, aspetta, però aspetta. Però è associato due nomi che non c'entrano nulla tra di loro. Due nomi che però sono partiti. No, in quanto ha successo. Cioè, in quanto ha successo proprio pazzesco in poco tempo. Sì. Ok, quindi magari c'è sta gente pure che sta là più tempo e fa più pezzi, fa, cioè per esempio faccio un esempio, Leslie, non so se conoscete, una rapper che sta con i The Caesars, ha fatto un featuring nell'album nuovo di Fabri Fibra, Leslie, e ha fatto insomma roba tosta, è stata pure sta nell'album di Fibra nuovo, se non sbaglio, vado a controllare ma capito, cioè, stare... ci stanno poi pure vabbè, insomma, mai arrendersi, mai... No, poi, quello no, però serve tanto culo. Per all'avvocato, nel mio piccolo, ogni pezzo, anche Kim, che comunque probabilmente la più strana,
Kim in realtà, anche se c'è meno stream, non mi è piaciuto tanto, ho detto che fa schifo. No, è vero, è la più strana. Tanto Kim c'è una storia lunga, vabbè, una roba un po'. L'avevo portata pure al DJ Stage, ho cambiato nome perché poi all'inizio c'aveva un nome che era mezzo da censurare, vabbè, una serie di cose. Si può dire in live. Sì, sì, Sexy Kim, capirai, lo dice pure nella canzone, cioè niente di strano. Sexy Kim. Sexy teen, come teenager. Vabbè, perché da censurare, scusa? Vabbè, perché un po' meno. No, teen che pedofilo, no. Teen adolescente. Cioè, ho capito. Sono l'età con l'uno davanti, cioè le decine. Infatti, ma non l'avrebbe censurata nessuno. Cioè, una cosa solo. 18 anni è tutto a posto. Posso fare una battuta pungente. Vada. Sì. Aspettiamo qualche anno, Valerio, poi vediamo se quando tua figlia ha 15 anni. Non scherziamo, già ci pensiamo. Si chiameranno Sexy Teen. Valerio mette giù la tiretta e sta venendo a fenda. Io l'ho sempre detto. Io farò un morto sicuramente e sarà quello che sarà da esempio per gli altri. Nel senso, mi devo fare gli anni che devo fare, però io farò un morto sicuramente. Barone, l'altro giorno gli ho chiesto al maestro come la prenderà quando la figlia gli dirà che ha aperto OnlyFans. Io l'ho detto, lo accetterò. Ogni tanto esce tipo un padre che la chiamerò puttanella e lei dovrà accettare il fatto di essere chiamata puttana. Non è un problema, cioè è un'accettazione bionivola, nel senso c'è problema. Io sono per il libero arbitrio, non posso essere. Ma io sono per il libero arbitrio, io non posso decidere per gli altri. Questa Sexy di Kim, insomma, aveva avuto, anche se meno stream, era entrata in più playlist delle altre. Quindi comunque nel mio piccolo, che minuscolo non è, c'era stata una crescita. C'era stato qualcosa che tra l'altro questi ragazzi che occupati a Milano sono ragazzi veramente bravi. Mi togli una curiosità, Gio. Ma quanto ci guadagnate? Quanto ci guadagni tu come artista su ogni ascolto su Spotify? Cioè a te quanto arriva? In realtà non è tanto. Sono tipo. Aspetta un secondo, scusami. Ma su Spotify sono 1, qualcosa. Stream, è poca roba, tipo. Com'era la cosa, la percentuale? Mo perché sto giocando, scusa, mi pare un centesimo, a qualcosa sta stream, giusto? È poca roba, sì, poi ovviamente... No, ma arriva a te, ma arriva... Un po' di YouTube, è tutto da... Cioè, allora, prima del milione di stream, non è che ci fai... Poi ovviamente, che ne so, ci stanno live, poi ci stanno varie cose, però proprio Spotify e basta... Per farci i soldi, insomma, devi stare su numeri stratosferici. Ma senti, una domanda a proposito di live, tu quindi hai fatto delle sagre dei paesi, Palermo, non so dove hai cantato, insomma. Ma sì, quello che guarda... Dimmi. Volevo sapere quanto è stato il massimo di gente davanti a cui hai cantato. Purtroppo, tocchiamo un altro dolente perché al DJ Stage lì che praticamente è stato il live più grosso che ho fatto, erano 50.000 persone. Ovviamente non ero io il target delle 50 persone perché era un concorso, però mi è capitato di cantare tanto a 50.000 persone. Ma se non erano 50, ma erano 30, allora diciamo erano 50, ma perché c'era musica rerica, cioè non è che stavano la permessa. E invece per una cosa per un maggio. Come? Un po' come quelli che hanno cantato al concerto del primo maggio. Bravissimo, cioè quelli emergenti che stavano là. Io ho sentito certi cani. Madre. Vabbè. Sicuramente Ibrido non avrebbe sfigurato. Grazie. Madre. Voglio dire, detto. grazie avvocato, sempre nel cuore. E invece una serata, un live solo tuo? Quanto solo è stato? Mio mi è capitato, guarda, penso qua a Rieti in realtà, un locale che poi tra l'altro ve lo consiglio, si chiama Il Detero, che adesso non è che fanno più tanti live, però all'epoca, insomma, e lì eravamo parecchi. Cioè, avevo fatto con un mio amico che adesso c'ha pure lui un progetto cantautorale, e lì qualche, non lo so. E se posso chiederti, sì, in una serata tu guadagni sul prezzo del biglietto oppure hai un forfettario tuo? Questo dipende, vabbè, ovviamente, cioè io ti ho detto, non è che ho tutti, purtroppo
tutta questa esperienza di live non c'è. Io prima poi c'avevo quei gruppi, rock band, così poi da quando ho iniziato da solo ho fatto veramente pochissimi live. E quindi no, c'avevo, cioè ci mettevamo d'accordo, vedevamo un fisso come con l'avvocato. No, vabbè, decidevamo una somma. E così, insomma, non. Ma abbandoneresti mai il poker per la musica? Ma guarda, caro Eupol, se la musica diventasse comunque un'entrata, ovviamente ripeto, non è che contano solo i soldi, eccetera, però sì, vabbè, ti devo dire la risposta sì o no, sì, nel senso se diventasse... Abbandoneresti mai la musica per il poker? Questo è più difficile, nel senso abbandonare la musica non l'abbandonerei comunque perché... Ma alla fine ti dicono, non abbandonerei nessuno dei due, cioè poi se mi puntano la pistola e mi dicono... No, no, vabbè, era per dire nel senso, se mai dovessi sfondare in uno dei due campi, esatto, abbandoneresti l'altro. Ma l'idea di sfondare in uno dei due campi è scegliere la musica, perché è forse la cosa che... Sì. Sì, mi diverte di più, cioè comunque stare davanti alle persone e cantare, comunicare, è un modo per... Anche il poker è un modo per comunicare, però sicuramente ah, sì? È un po' più ristretto come ambiente. Beh, cioè Spagnolo ma comunica tanto, cioè... Ma ad oggi, cioè, sì. È la tua occupazione principale, al di là delle mani impastate per tutto, è il poker? Quest'anno, sì, cioè, quest'anno, proprio quest'anno, sì. Ma secondo me pure l'anno scorso, cioè, in termini proprio di ore, mi ci sono buttato a capofitto, perché, non lo so, mi sono un po' intestardito. Cioè, ho cercato di dare tante... Alla fine sarà il 50% poker, il 50%, però il fatto è che... La main, il poker prende 50, quindi devo dire la prima attività a livello di ore però che ci butti per ore. Eh sì, perché alla fine mi piace l'idea di grindare. A me, ripeto, c'è un po' la paura, chiamiamola così, della varianza, insomma, quindi mi piace l'idea di giocare tanto per sconfiggere un po' sta paura. E quest'anno in particolare sto giocando veramente tanto, perché poi ci sono state delle cose che mi sono capitate che mi hanno portato a stare proprio tanto tempo a casa, e quindi potendo scegliere, diciamo, poi mi sono appassionato anche un po' di più, e quindi sì, adesso sì, dai, quest'anno sì, ma pure l'anno scorso c'è stata un po' la main activity. Ok, ci sta, poi ci vediamo sta. Adesso poi in realtà sto a buttare proprio quest'anno pure su un'altra cosa che dovrebbe partire a breve, che potrebbe diventare più del poker e non è la musica, quindi poi anche lì magari vi farò sapere se, quando parte, come parte, eccetera. E non è neanche il coaching, quindi è una cosa completamente nuova, e quella pure se dovesse prendere piede, perché comunque ha delle potenzialità molto fighe, potrebbe prendere più, molte più ore del poker. Le truffe? Molte di più, perché alla fine il poker, ripeto, è una cosa che non penso che abbandonerei, se non per gravi motivi. Non so, cioè, comunque, ecco, piuttosto andrei a giocare live, magari, metti che smetto di giocare online, andrei ogni tanto anche con gli amici, cioè non è una cosa che abbandonerei. Faresti il professionista live in giro per il mondo? Sì, mi piacerebbe. Ah, quello lo puoi fare tranquillamente. Esatto. Lo fareste? Io no, io l'ho potuto, io lo potevo fare, non l'ho mai fatto. Avevo detto se andavi così qualche trasferta magari sì, perché vabbè, comunque, cioè, adesso quello che mi piace più è Garrett. Capisco che online è un altro mondo, che live, però cioè, lui mi piace, a me annoia veramente troppo, però insomma i stakes, ovviamente dico i stakes, cioè parlo dal, non lo so, 1000-2000 in su. Vabbè, professionista live, esatto, sì. All'1-2 non credo abbia senso. No, assolutamente no. No, ma infatti ho detto una, cioè una io modalità. penso che live ci siano le tonnellate, i milioni sui, sì, tanti, ma è troppo, quindi... noioso. È troppo noioso, anche ragazzi. Anche se il buon Phil Helmut dice, poi non so, beh, Phil Helmut va preso un po' con le pinze, però lui dice che massimo live si possono, scusa, a livello di poker più di 500k per un non un alieno, insomma, perché poi gli alieni è un'altra categoria, però per un reg molto forte più di 500k è molto molto difficile fare. No, dipende che stake, no, giochi. No, 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 dipende, infatti. Vabbè, Filelmut comunque gioca, no, ma Helmut è un fish, Filelmut vabbè è un fish, però insomma
È Villemuth sicuramente non è più competitivo a quei livelli lì. Ma non è cash gamer. Il challenge che ha fatto di recente, ho capito. No, aspetta, parlo di Texas Hold'em. Vabbè, il challenge che ha fatto di recente, come si dice a Bologna, comunque io ho massima stima per Phil Helmut, è uno dei miei idoli. Vabbè, ma stiamo parlando di un'altra categoria. Il discorso è, in Italia, come sappiamo bene, voi sapete meglio di me, ci stanno, non dico dei limiti, però insomma non è che poi vince 1 milione, ok, a gioco online. No, manco per il cazzo, ti può manco avvicinare. Praticamente è impossibile. Quindi, detto questo, live è più già sul punto com è possibile, cioè sul punto com c'è gente che guadagna, non so, Malinowski, fai milioni, ma sono pochi, sono pochi, però ci stanno, sono pochissimi, non sapevo. Chiedono dalla chat una domanda a cui non risponderai: l'anno scorso quanti soldi hai fatto con il poker? E che ti dico, non ti rispondo, perché cioè secondo me non, a me non piace parlare, ne parlo con le persone molto vicine, non che, cioè nel senso, magari se ci incontravo di per no, vabbè, ma se non ti vanno lascia perdere, ma cioè, però, se domande ti spostano, cioè gli potrei di 10k, gli potrei di 100k, che cambierebbe. No, ma proprio per quello, perché ti, cioè, ma guarda, non penso tipo... che abbia senso. Io dico sempre una cosa, dico sempre una cosa, ma che te ne fotte, cioè. Non è un discorso di senso, è un discorso che te, tu magari non sei abituato a sta qui su Twitch, qui capita. Vabbè, ma non è in generale, sì. Ma in generale. Che c'è, mi sembra un po' una cosa quanto ce l'hai lungo, che per carità è una domanda legittima. Ma no, no, ma è una domanda. No, è una domanda intelligente, perché ragazzi, il poker comunque, come sapete meglio di me, chi più vince è più forte, cioè Bilzerian è più forte di Linus. Ma questo diciamo che non so proprio d'accordo. Beh, ecco, questa però comunque è un argomento molto interessante, cioè se ne può parlare all'infinito qui. Se ne può parlare all'infinito, è più bravo chi vince di più o chi è più preparato. Cioè alla fine il win rate, questo non è chi vince di più, ragazzi. Sempre detto. E certo, perché il win rate, cioè alla fine a poker, è quanto voi chiedete il BB100, che cosa. No, ok, però il win rate non è quanto vinci. È uguale, cioè, è risolto dalla piramide. Col faraone. Faraone, scusa, ma il win rate è il guadagno orario. Esatto. Cioè se il maledetto, se l'hourly rate, uno gli dice ma brutto coglione, perché devo creare un quel culo, e dice perché posso. Cioè se non lo so, se un reg del 10 lo vedi che c'ha Lamborghini, dice vabbè, ce l'ha a noleggio, ok, cioè vabbè, sono di cazzate, però non so, nel senso, no io sono d'accordo, io sono d'accordissimo con te, posso dirvi una cosa, cioè sono d'accordissimo con te. Posso dirvi una cosa sull'argomento molto fresca che con cui ho parlato con una delle persone probabilmente più smart in Italia, cioè. Mi sentite? Sì. Sì, sì. E cioè Tommaso Baiotti. Grande. Almeno una persona che comunque vive e mangia di poker da parecchio, sì, e sì. fa una vita da sola, quindi. Non e è di primo pelo. Siamo in buonissimi rapporti, devo dire. Ma ha raccontato che, cioè, abbiamo parlato di questa storia, lui mi ha fatto esattamente la stessa domanda, mi ha detto: ma secondo te il giocatore più forte è quello che vince di più o è quello più preparato? E questa è una domanda spartiacque. Dipende dal giocatore poi, perché Lui mi ha detto, adesso possiamo fare, tanto siamo in diretta, siamo comunque in 150, non siamo 15.000, mi ha detto, sai quanto vince Buonocore? Ecco, bravo, quello gioca e lei, quanto vince Buonocore? Buonocore gioca a Las Vegas, vive a Las Vegas e gioca il no limit 10.000, il no limit 20.000 e il no limit 40.000 a Las Vegas, al bellagio. Ok, 800k l'anno. Allora, lui vince più o meno 150-200k al mese, appunto, cioè di che stiamo a parlare, capito? E lui è Baiotti, chiaramente non braggando, mi ha detto che chiaramente se Baiotti e Buonocore si siedono e zap, Buonocore la palla non la vede. È ovvio, infatti dipende, cioè come dice il buon. Ma questa cosa lo dice anche, è il primo a dirlo, è Buonocore. Cioè, no ragazzi, ma è normale, ma io sono dell'idea anche della vita che vuoi fare, cioè dipende, ci sono tanti fattori. Calcio, che ne so, Ronaldo è sempre stato il più pagato del mondo, pur non essendo tecnicamente Messi, piuttosto che Hazard, piuttosto che Cassano, ok? Cioè parliamo di Cassano, ok? Cassano, top tecnica, top 10 forse tecnicamente di tutti i tempi, non lo so, cioè non è che lo dico io. Vabbè, diciamo che aveva un talento smisurato. Ok, Roberto Baggio, Adriano, cioè alla fine lì ci sta, che ne so,
gente che ha guadagnato i miliardi, essendo una pimpa. Sì, ma lì la differenza la fa la testa, non la fanno le scelte. E appunto è soggettivo, che... cioè è soggettivo perché... Beh, capito, io non me la sento di dire, non me la sento di dire che un maledetto che rifiuta di giocare, magari, che ne so, che rifiuta di vincere i milioni dal vivo per... Appunto, io sto pensando, io sempre a maledetto, cioè maledetto è il top 1 in Italia, ok? Maledetto è il top 1 in Italia, dice mamma che cazzo me ne frega ad andare a Las Vegas, per dire, non so, guadagnare dall'altra parte del mondo, non essere un signor nessuno, no, no, è chiaro, non un signor nessuno, però, no, però... diventa un numero uno, se compra la Bentley, se compra io la, sono la dell'idea, non secondo me, io sono dell'idea, e ne parlavo con appunto Tommaso, che mi diceva che lui è della stessa idea, che i soldi ci sono più live che online, ma, online, ma multiplo, ma multiplo online uno anche si, perché online si poggia massimo al 1000, quindi quando online parte, ma quindi è... alla domanda come rispondete, chi è più bravo, chi vince di più, è uguale, è uguale. Secondo me dipende, se tu vuoi essere, dipende dall'obiettivo, cioè è un po' da mental coach, cioè, è un po' come dire obiettivo. È un po' come dire, come diceva una volta Dunk Spiewer in un suo video, sono alto o sono rosa, esatto. Sono due cose che non, esatto, che non, cioè, hanno alla fine molto senso messe insieme, soldi e non ci stanno, cioè, ci sta chi vuole già stare in Italia, per esempio parliamo di Italia America, quanto costa la dico cose così, la spesa sanitaria in Italia quanto costa in America, cioè in Italia la maggior parte delle cose che praticamente sono gratuite lì magari per pagare 200k. No, beh, ma non è soltanto quello, secondo me, cioè, non il è discorso quello, è ci stanno troppi fattori, ci il discorso è quanto sei disposto, esatto, quanto sei disposto, cioè, a altri valori, a cedere per il lavoro. Esatto. Cioè, sei cioè, se tu hai famiglia, se tu hai affetti, se tu hai tutto, andare dall'altra parte del mondo non è una cosa più immediata che si possa fare. Cioè, ci sta, io personalmente in passato ho rifiutato di fare questa, di prendere questa decisione per questioni familiari, di affetti, non volevo lasciare comunque chi tenevo qui, ma avrei potuto prendere tranquillamente e andarmene a grindare e fare una carriera magari differente, avere altre soddisfazioni dal punto di vista economico. Poi, però se mi guardi indietro, ma col cazzo. Il discorso vale uguale .it.com, perché .com, ne so, Dario Di Maggio l'anno scorso ha vinto sempre tipo 300, no? L'aveva pubblicato. E cioè in Italia sappiamo che vince 300, forse l'ha vinto solo uno, pensa di sempre lo stesso. No, non lo so. Più di uno. Ok, l'ha vinto più di uno, però quanti sono? 3, 4, 5, 6. Ah no, sono pochi, sono pochi. Vabbè, ma i soldi, cioè, quelli sono. Meno di 10, meno di 10. Sì, la liquidità quella è. Nel .com, ripeto, è uno discorso, quindi uno volendo ci vado .com, ma non ci vai per tutti, quindi cioè il più forte secondo me, vabbè, è però nell'ambito dell'online il com non è che ci sono troppi soldi in più da fare sul com, eh. Cioè parlando di cash solo. No, perché già gli stakes sono molto no, più alti, ma no, è vero che non partono, Giova, ti assicuro che il win rate dei top.com, cioè nessuno arriva a fare un milione, i top saranno 3-4 che faranno 4-500. C'hai ragione, però, cioè, però a quei livelli, è facile fare un anno da meno 200, meno 300. Qua in Italia si fanno 2-300k, i top fanno 2-300k no variance. Là stai a giocare, stai a giocare 100.000 mani anno, 100.000 mani anno, per quanto possa avere un win rate alto, ma una swing non lo recuperi. Quindi no, là non è un discorso di annualità, l'atteso, no, ma è di carriera. È chiaro che qua in Italia probabilmente top hanno attesi che sono un po' più alti. Comunque, Mito Hightech ci tiene a farti sapere che era lui che ti aveva fatto la domanda, che non ti ha chiesto quanto hai fatto a livello di provocazione o per farti conti in tasca, ma per farsi un'idea generale sul punto E, che tra l'altro è una cosa che faccio anch'io spesso, chiedo ai reg che sì, che win rate, ma non è che me ne frega se uno fa 10 e io faccio 7. No, ti rendi conto del livello medio. Per rendermi conto di quanto si può fare in quel livello. Esatto. No, infatti capisco benissimo. Poi c'è chi lo fa, poi c'è chi ti fa sta domanda anche per farti conti in tasca, perché a noi c'è. Per esempio, io pure ero molto fissato su questa cosa, soprattutto l'anno scorso, che avevo iniziato comunque a giocare di più, poi avevo iniziato a giocare di più il 1000 e chiedevo continuamente a tutti quelli a cui potevo chiedere quanto più o meno vince, cioè, vedi, poi magari una domanda, un reg che reputavo, perché pure io magari ogni tanto trovo dei reg e penso che sto più scherzo di me, quando trovo addirittura dici fai nomi, fai nomi, eh no, dei fenomeni,
Adesso devi fare i nomi. No, ma uno soltanto. Tanto è un parere personale, non si offende nessuno. No, però si non ma che cazzo? Ma l'ha detto ridendo, ragazzi. Dai. No, vabbè, a parte. Fedozzi non è il reg, il cazzo. Mi piaceva l'idea di capire che c'era gente che magari passava, che magari. Che campava questo, okay, con questo gioco. Che vinceva magari 100, non so. Cioè, vedete la positività, comunque. La positività dello sguardo. Cioè, lui dice: se c'è qualcuno più scarso di me che vince, sono contento perché vuol dire che sto gioco tutti possono fare soldi. Vuol invece, dire che stanco, invece ci sono gli invidiosi di merda. Ci sta questo che mi faccio da solo. Cioè, io penso questa cosa. Come tutti pensano, lo penso anch'io, che non sono top, ok? Ma questa cosa in realtà mi motiva perché penso che okay, io sto mese ho fatto questo, ma faccio ancora schifo. Cioè, c'ho ancora un sacco di cose da migliorare. Quindi guarda, io potenzialmente posso vincere molto di più pure se ho vinto 1 miliardo. Io ti dico la verità, guarda. Quindi questa cosa mi dà coraggio. Posso trovare su mio figlio. Se tu adesso dicessi, allora, parliamoci chiaro, per me non puoi stare al tavolo da poker. Già, perché, nel senso, sì, okay. ma manco secondo me. No, no, è l'idea mia. Però ti sto dicendo. Se tu mi dicessi che l'anno scorso, lascia perdere la promo, okay, hai fatto 80k, okay, io sono la persona più felice, ma te lo giuro su mio figlio, sono la persona più felice del mondo. Mentre molta gente, se tu dici che hai fatto 80k, rosica. Sono punti di vista diversi. Impazzisce. Rosica. Cioè, nel senso, rosica. È chiaro che. Nel senso, è normale che pure io direi. Ma io, infatti, non dico nulla perché io, nel bene e nel male, ripeto, potrei dire 10%. Anzi, potrei dire meno 20 o potrei dire più 200. Ma il fatto è che poi non voglio andare a stare al tavolo con poi gente. Ma che te ne importa? Cioè, ma tu sei life coach, ma che te ne fotte già? Comunque, quello che dicevate prima, che ci sia pure un po' un ecosistema. A me piace, che ne so, Ino, come si chiama, Guido. Cioè, a me piace sto spirito di un po' di amicizia, no? Alla fine, cioè, che pure se tu stai, ripeto, l'avevo detto l'altra volta in live, a me se capita di perdere, premesso che non mi piace perdere un K, due K, cioè io con Maledetto, che è il mio giocatore preferito, insieme ad cioè pure Mr. Frank, ce ne stanno, insomma, però devo dire, Maledetto mi piace molto. Diciamo Maledetto, Mr. X e chi altro, te ne dico tre, dai, Maledetto, Mr. X e un altro che mi piace molto, dimmi un po' di top reg così al volo del 1500. Nome è Eagle. Di Eagle mi fa un po' di età. Eagle, ti fa dei palla dentro. Un altro. Taxi. Com'è Eagle? Hai detto Vale? Ho detto Eagle, hai detto che non ti fa vedere palla. No, Eagle sì. Dai, dimmi qualche altro top reg, così faccio la top. Franz. Ho detto. No, a Franz però ho giocato poco. R Greco ti piace? R Greco è forte, però. No, questo è forte, mi sa di Gruz. No, allora R Greco col fatto che c'è quella storia dello staking, là un po' sì. Gruz, posso interrompere un attimo? Ah, è un gol, è forte. Ma scusa, ma il nostro eroe è ancora sui tavoli? Manderò una cosa che so che ti farà piacere, ma allo stesso tempo non ti farà piacere. Dove? La banda in chat, l'assi. Che è successo? Che ti dico? No, Oceano. No. Oceano è vivo. Oceano è vivo, Simo. No, regà, ma sta Six Plus. Oh. Six Plus è un amico che lo gioca. Ma come Six Plus, regà? Ha cambiato gioco, Simo, mi sa. 200. Vabbè, secondo me se ci sediamo abbiamo edge. Cioè, io per dirti adesso mi siederei. No, era senza soldi già. Quando... Ah, peccato. No, vabbè. Io una volta ho giocato Six Plus. Cioè, nonostante conoscessi le regole, non riuscivo a giocare. Cioè, mi sentivo proprio un impedito totale. Sì, pure io ci ho giocato. E credo che conoscendo le regole ero avanti a qualcuno sul tavolo. Perché... Ma le scale. Fatto male, Bruce, lo sapevo. Però, porca troia. Ma soprattutto per che cazzo ci perché stai osservando Six Plus? Io di vedere Jungle. Perché quando non gioco osservo tutta la lobby. Ma come fai a osservare tutta la lobby? Ma lui c'ha l'occhio, c'ha la visione periferica perché segue il basket. Guarda Limone come sta impazzendo. E comunque pure io zitto multidoublo parecchio, la visione periferica mi aiuta. Sì. Vabbè, diciamo un altro top a caso, quindi top 3. Alla fine se perdo con loro lo accetto molto di più che perde questo, insomma. Fa il nome che perde con Maledetto,
Lo accetti molto. Non è che non rosico perché cioè, ho giocato piatti da quasi 3K, quindi perdo, non è che festeggio. Però cioè, beh, tipo, almeno metto uno forte, che cioè, un ragazzo che pure. Capito? Io ma dico, senti certo, se perdo contro un pazzo, drogato, cazzo ne so, no, drogato, ma... non lo so. Pazzo. Tipo con Colornato non l'accetteresti e perde. No, se non perdi mai quei fish secondo me Colonnato è addirittura più bello di Fedozzi, la dico. Colonnato è secondo solo un fish. Secondo me il più bello resta Marrone. No. Scusa, chi era prima stato di reg? No, ragazzi, il fish più bello di tutti, fa meno 300, sappiamo chi è. Teniamocelo per noi. Sì, ma ti dà varianza. Ma ho capito, ma uno che gioca lifetime fa meno 300 e fa 3-4 mila mani mese, perdonami, ma come fai a non volerlo sempre sui tavoli? No, sì, ma io Marrone. Sì, ma io Marrone. Ma Marrone fa meno 80, ma per fa un quarto ma per... contro di me Marrone fa meno 100. Sì. Ma chi era sto reg che dicevate prima? Cioè, c'è un reg che ti detesta. Prima, ti detesta, però non posso fare nome. Se stai giocando un po' al 200, ti posso dire questo. Sì. 200. Sì, se stai giocando al 200. Ah, ci sto giocando. No, sono rimasto solo al 500. Non c'era il 200. Allora, prima c'è stato il 200. Cioè, raga, uno mi fa il pettato. Io vado rotto comunque. Io ho stoppato, raga, anche perché da mettere c'è sveglia l'8 in quarto. Ma una domanda a proposito di top rank. No, io voglio adesso fai beta, prima dicevi, Gio, che tu migliori molto guardando gli altri rank forti, no? Mi piace pensarlo. No, nel senso è un modo per migliorare, ma tu... Sì, vabbè, i risultati più o meno lo confermano, quindi Ma quindi tu... vedendo le loro giocate cerchi di emularle? Beh, dei top sicuramente. Ok. Altri comunque, anche se non mi piace, cioè chi vedo un reg più forte di me, che c'è più esperienza di me, fa una determinata cosa, tanto di appello, insomma. Ci sta. Dico, cioè, non poi... è che ti costo quindi... No, certo, e la porti nel tuo arsenale, diciamo. Sì, la porto nel mio arsenale, comunque la... come opzione, cioè per esempio base in teoria il tribettato, parliamo prima, stai a fare la cosa, mo faccio finta adesso un po' tecnico, no? Vai. Mi potrete confermare che nella maggior parte delle situazioni facciamo small blind contro bottom, ok? Board vabbè, lasciamo perdere il board, facciamo small blind contro bottom, small blind ci betta la maggior parte delle volte che button ha settato, in teoria dovrebbe collare. Ok, fin qui di ritorno a sta cosa, no? Mm. Sì, la maggior parte dei casi. Essenzialmente sì. Dai, sì, okay. diciamo che torna, diciamo, dai. Non diciamo di niente sì. Di blasfemo o di antisolvista. No, ci può stare. Ci stanno dei reg che ti resano solo set. Resano set con frequenze e anche con size che in teoria a livello GTO, diciamo un'altra parolona, non hanno senso. Ok, però è la loro strat, quindi cioè io comunque dico ok, tu fai questa cosa, non è che penso a non potrei, aspetta un attimo, vabbè, comunque insomma per farla breve dico vabbè, ho fatto questa cosa, ci avrai i tuoi motivi, ci avrai valutato che sono delle dinamiche in cui tu stampi, ok, cioè in cui tu o magari... forse perché sono ciecati. Cioè, c'è sempre quell'altro. No, non penso, Vale, perché comunque gente pure c'è staccata, gente che sicuramente c'ha o c'ha delle cose preimpostate. Fenomeni, ti posso dare una mano. Tutti, quasi tutti, a quanto ho capito, dicono che Rick, che R, R greco, sia uno steccato, giusto? Sì, quasi cioè tutti, CFP, fa CFP, è in un percorso CFP, in cui gli dicono quello che devi fare. Ok, che più o meno è seguito molto bene, nel senso che tu lì non dico che c'hai un'obbligazione di fine, parlando in termini baronesco. No. Però insomma, dovresti vincere, cioè loro ti seguono per vincere. Quindi se loro ti fanno fare delle cose che deviano magari dalla retta via, ok? Diciamo allora, così, allora già, senza entrare troppo nel dettaglio, okay. La teoria dei giochi è un discorso ottimale. In cui tutti stanno giocando in maniera ottimale, in cui tutti stanno giocando. Il solver gioca in maniera ottimale. Sì, però il solver gioca contro se stesso, che gioca. Esatto. Il solver gioca contro se stesso. Quando tu giochi contro umano fa delle cose diverse da solver, ok? Là c'è la deviazione.
esisterà, esisterà un nuovo ottimale per te, Giomitolo, Giomito. Sì. Che, però... che esisterà un ottimale che si adatta alla deviazione del tuo avversario. Si chiama exploit, ok? Quindi se tu hai delle linee guida che vanno ad attaccare queste deviazioni che gli avversari fanno generalmente, stai facendo, stai applicando gli exploit sul field. Quello che fanno, quello che dici tu, sono deviazioni che vengono suggerite da terzi perché hanno studiato il field e ti dicono guarda, funziona fare questa cosa qui. Ma perché c'è stato uno studio dell'ottimale, uno studio della deviazione e quindi della nuova risposta ottimale. Cioè, in pratica è l'EQ che vince sulla... Conte spinge troppo, mi do. Ma lascia, fermiamoci qua. Si mira più a massimizzare l'EQ piuttosto che dire... Okay, no, si punta a guadagnare soldi su chi fa cose lontane dall'ottimale, ok? Quindi un altro discorso. Ma anche chi più o meno... Tira fuori un tripod pot, Valerio, dai. Sì. Ma Mito, senti, quindi chiaramente è normale che usando Pokémon, non essendo topo da solver, come dicevi prima, topo da solver è bellissimo. Aspetta, fatto come un pedo da solver. Ti reputi un giocatore esploitativo, ok? Diciamo così, dai, facciamo io Stars intanto. Voglio chiederti una cosa, lasciando perdere il discorso come fai a esplodare se non conosci Agi, ma vabbè, no, appunto, lo c'è ragione, ma infatti non so esplodativo. Vorrei capire, no, ma non so esplodativo, c'è ragione, non lo dico e non lo penso. No, però nel senso, il tuo modo di essere esplodativo che non è, che no, però non avendo, comunque mi sembra di aver capito, ormai è inutile che stavo a fare il gioco delle tre carte, non hai un trigger, no. Quindi lo possiamo dire, non è che se stiamo a metà niente, come riesci, tu riesci, ti ricordi bene tutte le cose che fanno gli altri deck, cioè come riesci a cercare a tuo modo? Allora innanzitutto no, nel senso che non mi posso ricordare, però magari qualche nota proprio, vabbè, insomma, queste sono cose che riesco, cioè, usi molto nella strada, usi molto prendere note, quindi sugli avversari, non so, diciamo che ho le mie tecniche di sopravvivenza, diciamo così, dai. Okay, che non vuoi svelare ovviamente, perché cioè... ma guarda, un po' il discorso di soldi, cioè ripeto, sono cose che rientrano un po' nel tipo di giocatore che uno è, cioè ci sta chi magari non c'ha problemi a dire uso questo e questo. Ma sei uno che guarda solo la mano che gioca lui o guardi anche quello che fanno gli altri quando giocano con gli altri? No, mi piace molto, lo faccio lo stesso discorso zio Albert, cioè io magari non c'ho tutte quelle skill che abbiamo, però mi piace molto cercare di capire, di imparare, di capire quello che fanno gli altri. No, dico anche gli altri quando non stanno giocando la mano contro il dedico, cioè le guardi oppure cerco di farlo, nel senso guardo le history, magari, che ne so, se c'è... Vi condivido lo schermo, sì, ragazzi. Lo faccio, sì, la faccio questa cosa. Condivido lo schermo e chiedo a Simone, vogliamo vedere la mano quella di ieri cucù? O è troppo? È troppo oggi. Ma è una facile. Invece qualche donna grinder è troppo. La Young è donna. Ma che è troppo, dai, che non so i punti. Vabbè, allora, ti piace la Young, Mito? Ma qual è il nick? È Cat Sniper. Ma Cat Sniper non gioca, che giocava, adesso gioca a TT. Vabbè, Cat Sniper, ok, no, sì, me la ricordo, però non mi piace. Sono tutti gli altri quasi da me. Fisicamente sì. Oh, ma è fidanzata con un altro ragazzo che gioca al poker. Vabbè, che c'è? Allora, vediamo sto spot. Ma sicuramente. Ah, questo è un tripettato ieri, small blind contro bottone, ok? Aspetta. Ognuno adesso, senza usare il solver, farà una sua. Si farà la sua idea. Allora, qua eravamo in live ieri. Sto anche. Allora ce lo diranno solamente. Gol contro button. Sì, ho giocato ieri in live. Ce lo diranno solamente Barracampa e Barone, perché io, Eugenio e Valerio l'abbiamo già solvata. Quindi Barracampa e Barone? No, io già la sapevo. Barracampa e Mito ci diranno. Ok, allora. Io in game già sapevo la soluzione
vabbè. No, non devi niente. Ma quanto sei forte? No. Allora, ti dico, Ema, ti dico, io quitto, entro in call, che loro stavano in call, e mi bestemmiano contro dicendo, ma che mano hai fatto? E io dico, raga, ho detto, la mano è corretta, e poi sì, ma chi la stai facendo, perché la fai ora, andiamo a vedere perché. A parte che hai tirato fuori dei numeri su Oppo, che non ci risultano, però... Perché? Comunque. No. Abbiamo dei numeri diversi. Dei numeri diversi. Allora, comunque non dire niente. Io non dico niente. No, tu devi parlare, sì. Ah, posso parlare? Tu devi parlare. Okay. Ok, allora, flop... Allora, il pot sta... È alfa il flop, giusto? Sì, 50. Ci sta. Cioè, gestirei parecchia roba con alfa. E... Tu giocheresti a PC o mixed? Non gioca puro. Sto pensando. Non lo so, perché c'ho qualche asso, cioè mi sembra che comunque ho qualche mano che vuole cercare, tipo 9-9, 8-8, asso qualche 5, qualche TX marcio, e poi esatto, dall'altra parte ho alcune mani che non hanno tipo asso 5 di fiori, asso 4 di fiori, quindi è sotto il 30%, che non hanno proprio il motivo, che non hanno motivo di bettare al flop, perché sono dei give up puri, perché fanno schifo. Quindi ce la mixiamo. Direi betta ad alta frequenza con size alto, direi. Ti piace la size? Sì. E... Tanasso, qua penso che dobbiamo... Ah, qua quando... Allora, qua... Qua per dire non... Qua è già un casino. Cioè, va capito se vogliamo splittare le size o giocare mono size. Ma io gioco mono size. Okay. E su quest'asso per dirti, se giochi mono size, non c'è. So se vuoi giocare mono size half, mono size un terzo. No, mono size sono due terzi, 60, due terzi. Perché probabilmente, cioè, perché tipo qui, per dirti, questa combo per me può essere spesso ancora betto un terzo. Sì, sono d'accordo, quando scusa, betti che scusa, quando... Però, questa cosa è interessante, però, che dice Gage, non mi dispiacerebbe lui dice che non bisogna per forza conoscere la GTO per giocare esploitativo. Ha ragione, sono un po' d'accordo con lui, perché... mi piacerebbe sentire questo, perché alla fine uno come Joe, da quello che ho capito, che comunque uno che guarda e uno che sperimenta, cioè a volte riesci anche a esploitare inconsciamente. Alcuni prendono. Vabbè, però quello non è giocare esploitativo, ragazzi. Quello è esploitare inconsciamente, non è giocare esploitativo. Giocare esploitativo è un'altra cosa, cioè andare a giocare su lì, che poi è l'unico modo di giocare a poker, cioè andare a sfruttare gli errori degli altri. E ragazzi, il gioco si fanno i soldi quando gli altri sbagliano e noi ce ne approfittiamo, no? Quando gli altri giocano bene. No, è una cosa interessante. Però se tu giochi in una maniera che non, i tuoi avversari non riescono ad exploitarti e tu riesci a exploitare loro, stai giocando in maniera esploitativa anche senza sapere giocare, anche senza sapere la teoria del gioco. Sì, ma mi sembra un po' la maniera esploitativa che giocavamo noi 10 anni fa. Sì, esatto. No, cioè... ho capito che non è la cosa perfetta, però dico, può funzionare, questo vuol dire. Ah no, che possa... Sì, sì, però giocare esploitativo non vuol dire quello. Cioè... Comunque, tornando allo spot, scusatemi, perché ho molta confusione. Sì. Sullo spot, avendo... Cioè, per dire, questo probabilmente è uno spot dove io gestirei, per non impazzire, lo spot lo gestirei giocando mono size half. Uh-huh. E giocando mono size half posso metterci dentro un po' tutto e anche metterci del mid value, tra virgolette, come appunto donna. Mid value, quindi, è la parte bassa del mid value, probabilmente. E quindi probabilmente quando betto half, questa combo la betto qualche volta. Uh-huh. Okay. E le altre volte la checco. Uh-huh. Quindi okay. Ogni tanto la metto comunque, ancora piglio value da dei TX, da dei flash, tanto non ve l'ho sciovato mai su questo TAR, quindi ci sta, 8-9, 8-9, e ho del valore. River, comunque vabbè, cioè, quando Alsplayed c'è callo sicuramente, e okay. River Alsplayed, vabbè, se avessi bettato TAR avrei cercato River, e hai tra l'altro questo è uno spot. Tanto questo è uno spot in cui ne ho salvato uno
adesso dire simile è un abominio, però è uno spot dove quando noi bettiamo half probabilmente il nostro avversario deve foldare K-Dama, K-Jack, ma non so se è pieno, però... No, penso pieno. Credo pieno. Su bet half non ho idea. Comunque river check, lui sciova. Io qui sinceramente penso di darle al dealer con il massimo rispetto, però le do al mazziere e pensiamo alla mano dopo. Secondo però... te quali sono non i bluff che farà l'oppo specifico, ma quali sono? No, un'altra domanda io vorrei fare. Secondo te è giusta la size di lui con gli altar? La size di Lucolli al TAN. Lui metti che sono. Metti che lui a sto turno gioca con due size 30 e due terzi, cioè un terzo e due terzi. Allora, io non ho idea. Io penso che mi semplificherei la vita e giocherei una size sola se fossi Lucolli. Ok. Pure io lì, su fine, e anche lì secondo me perché è da splittare secondo me quella size. E qua la size per... su sto darne solo gioca big ovviamente, quindi secondo me si può giocare altro. Dipende per farsi un po'... Allora, se hai due size, adesso questa cosa come la rigiuro non me la ricordo. Se hai due size sull'asso si gioca solo se big. Se hai due però... size su questo run out si gioca solo big. Confermo. Posso chiaramente confermare se su sto run out si gioca solo big. Posso quasi scommettermi solo. Sì, anche io per diciamo non scommetto niente perché no. Ma non c'è niente che puoi ti imbettare al turn, niente proprio. Ok. E quindi arriva check fold. Quali sono secondo te bluff che dovrebbe fare Oppo tra turn e river? Allora Oppo credo che debba bettare sicuramente direi aspetta, sicuramente delle underpair e sicuramente dei missed flush mi verrebbe da dire, però sì, perché non ha altro. Le pay, i missed flush quando hai sia le pair che i missed flush, spesso i missed flush smettono di bluffare, però perché hai le pair appunto e poi le mani eventuali, sì, cioè, voglio dire, quando hai K-Jack di quadri lo sciovi, cioè Tu foldi perché pensi, cioè perché pensi che sia giusto foldare da un punto di vista teorico o perché pensi che sia giusto foldare nel film? No, qui non personalmente non ragiono in maniera un po' più esploitativa. Cioè pensi che il film non abbia bluff abbastanza per... tra l'altro che bluffi con size small turn difficile, ecco. Ma la size small turn non esiste, cioè adesso qui mi coglierà tutto il cartaglio. Sì, comunque non esiste proprio. Vabbè, ma devi sapere qualcosa di teoria, no? Per fare una cosa. Ci sta, questa è la visione di... Questa è la mia lettura di questo spot, ragazzi, che può essere sbagliatissima, ci mancherebbe. No, ci sta. Vai, Mito, dici la tua. Io ancora non ho visto la mano perché ho avuto 3000 spot, ho detto ho perso. Ma te stai regalato... giocando? Sì, sto giocando, ho regalato pure uno stack 500 Sweet Smell con un hero call che bloccavo. Adesso lo vediamo, 398, un tribettato, small MP. Infatti, cioè, io lo sai cosa questo... Arriviamo a conclusione perché io devo staccare fra poco, domani mattina devo svegliare alle 8. Commentiamo quella mano, no scherzo, commentiamo sempre sta mano qua, vai, aspetta, mo la vedo, aspetta. Ma se stai a giocare, non ti preoccupare, ma gioca. Dimmi la voce. Ma no, tranquillo. Dai, solviamola, non ti preoccupare, Giovanni, anche di quanto fa. Se lavora, andrà tranquillo, già sta qui. Allora, ti dico solo le street senza fare l'analisi tecnica. Allora, questo pairing qui credo si possa tranquillamente giocare con la strategia mixed da flop, siamo d'accordo? Sì. Allora, small blind contro bottone mixed 50, ok, mettiamo il flop lì e andiamo a inserire 10 7 7, ok, andiamo a build 3 e andiamo a facciamo run stabberello. Ho messo doppia size di bet IP
Poi sarebbe carino pure parlare, vabbè, boh, un'altra volta magari, a proposito di GTO e sbraccianti delle dichiarazioni di Linus Lob, parleremo. Vabbè, lascia stare, volevo lasciare per te. Dillo al volo, dai. No, lasciale per tutte queste cose, dai. Non è il caso. Allora, come vedete, questo spot equilibrio e Mixed va giocato praticamente a TC, si vanno a cercare un po' di no equity, cioè, la roba che non hai backdoor, no? E poi quella pezzettino 7-7 si può tranquillamente andare a giocare in puro. Vabbè, comunque, diciamo che abbiamo bettato e il peer raise è close to zero, abbastanza basso, andiamo tranquillamente a chiamare. Il turn è questo asso di fiori. E personalmente sull'asso di fiori, volendo giocare monosize, credo sia chiaro che si debba cercare questa combo, una combo di mid value. Sicuramente se dobbiamo polarizzare la nostra bet, non è nel range di bet, quindi mi sembrava ok dover cercare. Come diceva il Bonacollo, quando noi cerchiamo prevalentemente la size utilizzata, anzi esclusivamente la size da utilizzare è una size grande. Qui lui ha utilizzato size small. Potrebbe essere interessante valutare lo spot con una size soltanto intermedio-bassa. Il problema qui è inserire la size grande e non si può fare perché quando betta piccolo TT non la sua combo non c'è, ma in realtà non c'è un range. Quindi facciamo una cosa, risolviamola di nuovo. In che maniera? Andando qui a mettere sull'asso a creare un subtree. Allora, create subtree configuration, praticamente ricreiamo un albero in cui IP beta soltanto small, ok? Andiamo a ribuildare, dobbiamo togliere tutti gli extra line. Ctrl A, cancel. Il trigo. Possiamo togliere pure la musica, a questo punto mi sto schiattando la testa. Ok. Simone sta a fare un bordello di pazzi. Ecco. Allora, terminato a livello strategico, continua ad essere check. La sua bet comunque comporta di dover cercare TT in qualche frequenza. Io questa cosa non so quanto possa essere vera. Analizzando un po' le bet bluff, come diceva Emma prima, le bet sono ovviamente con le pocket pair basse, prevalentemente senza la cuori che sta bloccando il backdoor, non si è aperto. Vabbè, è cambiata risposta veramente di poco. E quanto concerne i flash draw vanno bettati, probabilmente verranno bettati a frequenze anche più alte rispetto a quelle che troviamo qui. Sugli esagi, se non posso essere d'accordo, vengono cercati un tot di volte, ma sugli altri penso che le frequenze siano leggermente un po' più alte. Il mio dubbio riguarda un po' questo cappadonna. I TX difficilmente vengono bettati, ma i TX 30 soltanto, però i TX a river mi aspetto che cecchino, non bettino, quindi il problema non ce lo poniamo troppo. Hanno bettato e qua non si va a risare nulla perché siamo passati in svantaggio su stasso, andiamo a fare gol. Su 9 river ovviamente sotto il tiro shove, guardiamo cos'è che deve andare a bleffare. Le pocket pair si ferma con praticamente quasi tutti i flush draw se non donna jack. Sì, dama jack effettivamente dama jack è molto buono. Sì, è un ottimo blogger. Ci sono dei teen un po' show, un po' dei show un po' teen che non so se vengono fatti, tipo stasso jack. Si può sembrare abbastanza chiaro, ma non so se nel field l'hanno fatti. E contro shove, donna e un clear call senza la quadri. Con la quadri può essere, si inizia a foldare perché stai bloccando quel donna jack. La questione qui è, come poteva Emanuele, secondo me del tutto esploitativa. Cioè, i bluff da dover fare al turn non sono bluff, chiamiamoli naturali, sono bluff da chi qualcosina ne ha visto. La questione però è, ci sono dei bluff, delle cose che checkano qui, che sono dei flush draw, e che checkano anche river, che probabilmente non troviamo nel field, tipo questo donna 9 checkato, tipo solo donna 9 in realtà, questi anche questo K jack K donna probabilmente li troviamo a shove a frequenze un po' più alte.
Anche K-donna off si deve fermare praticamente sempre. Probabilmente dovremo shot a frequenza un po' più alta. Mi vai a vedere, posso chiederti una cosa? Certo. Scusa, mi vale le V del call. Cosa... Sì, è poi super positivo. Il suo senza la quadro super positivo. Faccio una domanda. E secondo me nel field che sciova di più spesso ancora K-donna con basse draw o K-jack. Questo da una donna aumenta ancora più il valore. Cioè, anche se non ci sia, anche se non trovi queste frequenze qui. Di... Dovresti loccare per vedere questa cosa. Che conoscono questa se roba. No, se noi pensiamo che il field bleffi più spesso la parte alta, quindi cosa potrei donna che sì, e meno spesso le coppie, vedere che cosa. Ma so più combo, Simo, ma so più è banale. Ci sono tutte queste combo di K donna off. È vero che le stai bloccando. Non gliele fai bleffa full, magari. Però, cioè, nel senso, te ne so, fai una cosa. Sì, però ti dico una cosa. Se il field al turn non sta bettando queste pocket pair perché se le perde, al river non ci sono nel range. Ma no, tu le devi togliere già al turn, infatti. Appunto, al river nel range non ci sono. E secondo me lui potrebbe andare un po' meno tin tipo con asso jack qua. Cioè, non no, è facile, non è a parte stiamo parlando di un giocatore molto, molto aggressivo nello spot. Lui non bleffa le pair, ma bleffa K donna, donna donna è un disastro. È un disastro. Sì, però bleffa anche K jack. E probabilmente K jack te lo bleffa pure al turn a frequenze più alte. Che viene cercato tanto. Cioè qui la cosa che devi fare assumendo chiaramente. È full cercato K jack cuori. Che il field non bleffi le pocket pair, ma bleffi di più la parte alta, andare a vedere che succede attorno a donna. Che era un po' il discorso che facciamo con Eugenio ieri. Sì, 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 ma perché secondo te, questi sono quadri, verso 7, beh, assono i cuori, questa è una donna abbettata. Scusa, intervengo io da profano, l'unica cosa che non mi piace tanto, che un pochino ho seguito, è che blocca KQ, forse l'avete già detto, no? Sì, però qui lui K donna non la bleffa, bleffa solo donna jack. Però è chiaro che se metti K donna per il fatto tu è vero che c'è dubbio. KQ perché non la bleffa mai, dici, su sto spot qua? No, Solver non la bleffa mai perché bloccherà quello che vuoi far foldare. Perché sono donna T e KT. Solver, no, sta a pensare se bloccherà i TX con KQ, quindi quindi non KK pure. No, ma io penso che il field, lasciamo perdere gli occolli. Io penso che qua il field underbluff. Bisogna vedere poi tra l'altro nell'underbluff se è spostato anche sui K donna. Insomma, io sono d'accordo con te, ma io sono d'accordo con te, però io ti ho detto anche sto call non lo faccio con tutti, tant'è che in live ho aspettato, ho tankato infinito, lo so come la pensi sullo spot, sullo spot. Ripeto, io Liu Colli non lo so se conosce lo spot. Secondo me non lo conosce Liu Colli lo spot. Ma Liu Colli che fine ha fatto proprio? È tornato a giocare. No, ma sta giocando sul Little, cioè, tutti i giorni. Sì, nel senso Liu Colli si è trasferito all'estero, però sta giocando, è tornato a giocare da poco. Il problema di Liu Colli è che questo spot non lo conosce, secondo me. Di vabbè, non conosce nessuno spot, non studiamo. Andrà a bleffare ciò no, l'ha detto lui, dice lui, no? Io dico io, cioè... Andrà a bleffare probabilmente ciò che per lui è ok. E probabilmente per lui è ok K donna, come ci ha detto adesso Mito. Sì, okay. Sì. Ma sicuro, cioè, possiamo provare a lockare, c'è una lockata, se strage lock. Questo era il pensiero. Poi se abbiamo info che Liu Colli sto spot un po' lo conosce perché gli abbiamo visto fare determinate cose. Sì, no, è ovvio che io penso che lui possa fare sti bluff e vada a fare sti call, cioè altrimenti amen, è normale, no? Allora, se 5 praticamente qua. Solver chiama donna donna perché presume che KQ, cioè lui KQ. Cioè, se tu lo metti così è diverso, no? Ma dovevi fare il turn già. Secondo me dovevi loccare già il turn. Perché secondo me rischia di essere disastroso già il turn, donna donna. Ma perché c'è la bet small river? Non capisco, ma soprattutto non c'è. Non so se il barone è d'accordo. Scusami, Gruz, non stavo ascoltando, abbi pazienza. No, ti dicevo che se no. Scusami. Stiamo loccando il river, ma secondo me se locchi il non sposta un cazzo. Ma non sposta un cazzo. Deve non so, sinceramente non so. Non sposta niente. Luke per poter loccare il tar. Non sposta niente, non sposta nulla perché noi siamo di fronte a una bet, quindi se non ci sono, non ci sono, che te frega, cioè. No, ma dicevo al tar donna donna.
Che vuole fatta? Donna... Che poteva essere... Donna non ho qua diventa full fold. Che potrebbe essere un fold già al turn. No. Ah, no. 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 Beh, un po' sick. No. Ti dirò, sicuramente bisogna loccargli che i TX non value bettano così. Ah, quello sì. Ah, no, no. Ah, no, su 30 no, regà. No, su 30 non ne va. Io dicevo su size big, Ah, su size no, big? Sì, su size sì. Big può darsi. Ma su size big i TX non bettavano, però. Appunto. Size big, size big. Poi io tra poco vi dico se sono andato rotto stasera. Ok. Vabbè. Cioè, io dicevo... Molto male. La sessione chiudo pure io, dai. Io dicevo, il mio discorso era su size, se facesse size big il field e pensiamo in base a quelle che sono le nostre read, i nostri tracker e tutto, che il field vada a bleffare più la parte alta, probabilmente donna donna si può pensare di foldarla già al tarlo. Questo era il contro size grande. Non mi sembra una cosa stupida. Ma forse donna donna no quadri la puoi chiamare, quella con la quadri puoi pure pensare a foldare. Quello che dici tu, Cruz, è che il problema è che se il turn è che se tu dai e poi ribarrella sempre river, ti trovi un po' nel no, 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 non dico se poi ribarrella river, io dico che dipende come il loppo gestisce le combo da bettare bluff al turn. Sì, al sì, sì, sono d'accordo. E dato che gran parte del field, anche del 200 secondo me, non ha idea di che cosa va bettato qua, potrebbe andare sulle cose semplici. E le cose semplici qua sono donna jack. Ma sta cosa non ha idea, non lo so. E poi hai detto cappadonna. Al turn, mito. Al turn. Al turn. E poi di conseguenza magari la bleffa arriva. Ora, non sto dicendo che tutti non lo sanno, Però dato che il database ce l'abbiamo tutti, andatevelo a vedere. No, secondo me sono più frequenti queste bet qua o K-Jack, ci sono, è vero, ci sono le notti X al turn, sono pienamente d'accordo. Se poi però secondo me pure queste bet qua sono più frequenti. Vabbè, ovviamente arriva questa roba qua quando esce l'ambale. Se trovate tante bet lì con 6-6-5-5 in spot del genere, allora fate lo spot, ok? Io non le trovo. Mandate un po'. Per esempio il barone come strat mi sa che ce l'ha le perle, barone? Il barone ha una disamina abbastanza buona, al di là che poi si è d'accordo sulle sale. Confermo, avvocato, nella sua strada. Grazie a tutti per i complimenti. Barone ha una disamina, secondo me, che ci sta. Cioè, l'unica cosa che si può parlare sulle sale, ma tanto sulle sale possiamo star a parlare da qui fino a... Sì, beh, puoi scegliere, puoi fare quello che ti pare. Però... No, ma puoi fare come ti pare. Le cosiddette sise. Linus ha detto che Mitolo va alla grande, è così che si deve giocare. Te l'ho sintetizzato. Ah sì? Vabbè, un po' come coso Charlie. Vabbè, lui proprio. Vabbè. Poi un giorno ne parliamo di Linus. Comunque è chiaro, la strategia ognuno ha quella che ha e palesemente abbiamo strategie diverse, quindi non... No, ma la cosa che mi fa sorridere è che si può star parlare di ore e c'hanno tutti ragione e c'hanno tutti torto, capito? Ma sì, è come sui range... Allora, io voglio dire una cosa, perché poi è una delle cose che prendo per il culo sempre, prendo per il culo sempre Cage, no? E spesso noi, quando stiamo i pomeriggi insieme a studiare, parliamo dei range preflop, no? Che ognuno poi ce l'ha diversi. E magari se vediamo fare a qualcuno una combo che noi non abbiamo nel range, è direttamente un mongoloide. Ma no, In realtà no. Cage sta dimostrando a tutto i 200, perché parliamo di 200 adesso, che con dei range presi da paperino, nel senso, è chiaro che i range con cui gioca Cage non c'entrano un cazzo col 200, penso che sia abbastanza chiaro a tutti. Comunque Cage pure post-flop devia un pochino il resto del field, no? No, adesso no. sto parlando di un'altra cosa. Cioè, Cage ha dimostrato che i range preflop sono sopravvalutati. Lui gioca con dei range. Ma perché lui ha una comprensione del post-flop che è superiore a quella di tantissimi altri. Esatto. Quello che voglio dire. Ed è la cosa più importante, secondo me, a puntare è quella. Cioè, tu puoi giocare con i range che ti pare, ma se poi post non sa che cazzo devi fare, non vai. Invece Cage dimostra che ha un, non so come chiamarlo, leak, preflop, ma ha dimostrato a tutti, essendo probabilmente ad oggi uno di quelli che vince di più al 200. Vabbè, lascia perdere che Cage gioca meno di me, quindi i suoi sample size magari non valgono niente, però comunque si vede che è uno che sa giocare a poker.
ok, al di là se tiene 5 BB 100 o se ne tiene 8, era la dimostrazione per tutti, a chi capita magari di vedere delle combo che secondo loro non vanno bene, che i range preflop sono sopravvalutati, giocati cazzo di range preflop. Ma poi, soprattutto un sacco di volte, sai, per dire Valerio ha una strat e con dei range, magari un altro ha un'altra strat con altri range. Che, no, ma no, più che altro un altro una strat che prevede che io faccia size diverse. Esatto. E cambia tutto. Capisci qual è il discorso? Cioè, se volete, visto che me l'avete chiesto per anticipare la sessione, vabbè, la sessione che giocherò, vi mando una mano. Vai. No, fa chiudere il tavolo. Vai. Al volo, perché io devo scappare proprio. No, vabbè, niente, come ho detto, non ti preoccupare. Dai, devo andare. La prossima volta, dai. No, però, così no, stavolta mi incazzo io. Adesso ti fai vedere la mano. Ma io domani mattina, ma cazzo, mi sveglio. Vabbè, dai. No, basta, andiamo. Ti dico solo se sono andato rotto. Possiamo sapere solo. Allora, su Snai ho vinto, ti dico questo. Che partivo e stavo a meno 1000 a un certo punto, quindi... Ma aspetta, John, ma seriamente. Ah, ma tu usi un software di tracking, sì o no? No, ce l'ha detto. Aspetta un attimo, Gio, ma tu giochi 9 tavoli compreso Snai o senza Snai? No, e come fa? Su PokerStars? Cioè no, su Zoom massimo 2 metto. Ah, ok. No, compreso... Non sia mai, cioè... Tu, Baro, avvocato, come ti chiami? Su Snai gioco davvero poco. Ah, no. Ma proprio poco, cioè della serie oggi ho giocato, non giocavo da 3 settimane. Io sto arrivando con il canonico su Snai. Attenzione, dimmi, scusa. Mi chiamo Si Dottoressa 9K8. Fantastico. Ah, in anonimo pure tu, eh? E poi ho 2 account su 2 skin diversi, però chiaramente non li uso. Cioè, vabbè, multi account a Google. Si può fare. No, l'hanno tolta sta cosa, non puoi più loggare con lo stesso codice fiscale. Scusate, fatemi parlare prima che qua. Scusa, facciamo parlare l'avvocato. Hai cambiato skin. Esatto, ho cambiato skin per avere la back. Si può fare tranquillamente. Pure io c'ho nick su Sisal, nick su Snai, nick su un'altra parte. Non uso più Si Dottoressa, ma sto usando un nickname che non vi dico qual è il nome, ma tanto non vi beccate mai. Però vi dico solo che c'è un rimando, palesemente, diciamo netto, a una serie TV italiana molto conosciuta, con il nome di Boys. No. Grande. Però sto giocando davvero poco, cioè, io sto arrivando con il canonimo. No, Hightech non... Sconquasso 99. Non la trovi perché sono conversazioni private, quindi non la troverai, la dichiarazione. Comunque, chi è questo qua bello che rosica contro di me? Magari ci asco insieme. No, ma mica rosica, sta scherzando. Ma chi è questo che ha scritto "hai missato la parte più importante, ma te la dico in privato"? Io lo tablas. È un anonimo, se lo vuole dire chi è, lo dice. Io so chi è, lo conosco. Ma tu l'hai scritto? Qua in chat sulla... Okay. Hai iniziato la parte più importante di cosa? Dello spot. Ma non la trovo sta cosa scritta comunque. Perché avevi la chat di source. Comunque ragazzi, vi anticipo che non ho perso, ma addirittura ho vinto. Banniamo subito. Non sapere nemmeno com'è andata la sessione. Adesso avvocato te lo dico. Comunque sicuramente su Snai più o meno più 5. Ma vai tranquillo, non me ne frega proprio un cazzo. Hai fatto calcolatrice? Però sono contento. No, non te lo dico. No, te lo dico o non te lo dico? Come ti pare, guarda. Cosa? Se me lo vuoi dire o non dire. Cioè, vado a letto. Comunque prenderò sonno. Non ti preoccupare, esatto, avvocato. Mi piace questa cosa. Ma l'hai detto, non ho capito. Il sole sorgerà ancora. Non lo dice? Se vuoi te lo dico. Vabbè, raga, mi mando a fangulo a tutti quanti. Come ti pare a te? Per questa sessione lo dico, dai, siamo stati insieme tutto il tempo. Vai. Allora, su PokerStars, su Snai più o meno più 500. E su PokerStars... Sto chiudendo i tavoli, però... E qualche centinaio, dai. Hai vinto? Sì, ho vinto. Ah, ok, grande. E stavo su Snai, stavo tipo a meno un K a un certo punto. Quindi, dai.
Allora, sapevi che stai meno un K, allora hai il trigger e ci stai perculando tutti. No, dal saldo. No, vedi la cast. No, su Snai, lo guardo di più questo Poker Stars, perché su Snai non so perché swingo infinito. Ah, ok. Che cazzo di problema c'ho su sto sito. Senti, l'unica cosa prima di andarsene, c'era uno che chiedeva insistentemente che stavi parlando di R greco e ti abbiamo fermato. Che ne pensi di R greco? Cosa è R greco, scusa? Non ho capito. No, questo ragazzo l'ha scritto più volte, ho visto, chiedeva se continuavi di a dire che cosa pensi di R greco, se è bravo o non bravo, al di là che è staccato. Allora, io R greco ci avevo chattato un periodo così, è un giocatore sicuramente molto aggressivo, che lui giocava, vabbè. Però è forte del fatto, condizionato il giudizio al fatto che comunque, ripeto, come sapete voi, sta in questa scuola, quello che è, quindi cioè forte o debole, è molto seguito da... Comunque ti piace, Mi piace, che ti devo dire, cioè, non dico né che mi piace né che non mi piace, perché cioè, non dico che è un bot, però devo dire... Non lo so voi come la pensate, però sospendo... No, io ci gioco poco, quindi... No, io ci gioco tanto, perché è bello, gioca tutti ai stakes. Sicuramente è tosto, cioè ai tavoli avercelo non è piacevole, perché è molto aggressivo. Qualcuno non è d'accordo con te. Non è molto aggressivo. È vero, ci stanno dei spot in cui... No, ho capito. No. Però diciamo che punzecchia, dai. Cioè, non tu è un... Tu preferisci giocare contro chi ti aggredisce molto e quindi ti può avere... Oppure contro chi ti chiama molto, magari è molto con l'Istation? Ma io mi ritengo un pochino con l'Istation, quindi diciamo che capisco un po' di... Cioè, mi ritrovo un po' di più nelle call station. Però che ti dico? Cioè, quindi preferisci giocare contro un call station? Sì, diciamo l'iperaggressività mi stressa un po', questo è. Magari poi è figa, cioè ti trovi i fedozzi, ok... però un po' di stress, cioè a livello di stress di stress finanziario un pochino mi sposta, mentre gente magari un po' più che controlla di più che no, allora però essendo uno ma la smetti, fa domande, voglio dormire, cioè... Vabbè, andiamo a dormire. Andiamo a letto. Continua un disco rotto. Bruce, il domandificio. Senti, il buon Eugol mi sta ancora a tenere il posto al 1000. Sì, sono tutto il posto. Ragazzi, salutiamo la chat, dai, grazie per essere stati qui con noi in tanti oggi, ci sentiremo penso la settimana prossima a questo punto. Aspetta, vi condivido la mano e così salutiamo Bluff, dai. Ragazzi, no, ma se non ce la commenti natural bluff, ragazzi, questa se... proprio se no che ve la commento, sì. Ah, ok, vai. Grande. Mettila qua su Skype. Faccio lo screen. Aspetta, faccio il video. Dove me lo mando? Ma come faccio il video? Non voglio manco sapere come ce la condividerà. Faccio la foto allo spot. Ma lo spot del cazzo, però giusto mi mettete in bellezza. Sto tremasto. Sì, chiudi Black in bellezza piatto da 30 euro. Cioè, non è che... Vabbè, che c'entra? Mica per forza. Piatto tecnico! Bluff con il natural bluff, ragazzi, qui! Malinowski! Aspetta, come cazzo faccio? Comunque mi fai spaccare. Grande avvocato, guarda. Barone, personaggio top. Quando salgo a Bologna, avvocato, a Eugol pure gli devo almeno una cenetta, perché mi ha tenuto almeno il 1000 tutto il tempo. Bravo, Vitolo. Soprattutto ho avuto i soldi che mi hai preso, quindi. Io a te ho preso i soldi. No? Non lo so, boh. Ma contro di me come ti trovi? Bene o male, Vitolo? Tu pure sei bello. Non fai il paraculo, non fare il paraculo. Non fare... Oh, ragazzi, qua siete tutti. Allora, non deve essere paraculo. Molto il barone, no? A me il barone piace un sacco. E questo si era capito. No, ma mica perché? Che paraculo? Perché? No, paraculo va a Giovanni, ha detto non fa il paraculo. Ti dico, ci stanno delle cose che non mi piacciono, ma per la mia... Però comunque con te mi sa non è che ci abbiamo infinite mani, se non sbaglio, ce ne abbiamo tante. No, non gioca mai Simone, come fa a giocare con lui? Non gioca mai. Vabbè, sì. Diciamo, però, no. Comunque giochi poco, Bruce, mamma mia, ti si vede mai? Vabbè, sì, ma... Sono sempre sul pezzo, Emanuele, credo. No, beh, sì, sicuramente. Anche quando non sembra.
Vabbè, tu, mentre stai tu mentre stai a giocare, tu mentre stai a giocare, Emanuele, che me non mi vedi al tavolo, tu sappi che io sto sul pezzo. Sta sul pezzo, bravo, non si sa. Bravo, ah, questo è l'importante. Prima girava su Facebook, adesso ha aggiunto TikTok. Adesso c'è anche TikTok. Quindi si è ampliato. Il mio preferito è sempre Maledetto, dai. Vabbè, ma lì stiamo a parlare dei mostri sacri, non stiamo a parlare dei gradi. Cioè. Maledetto, dai, Mister X e Big Fish a me piaceva, però mo non... Vediamo sta mano, dai. Ecco la mano, l'ho mandata. Allora, ragazzi, qui abbiamo sulle varie street, adesso ve la commento, c'è un open per 2,5 da batto. Ma cioè, io devo far vedere, ma io posso, ma, cioè, ma si può fare, ma la review così. Al 100, poi. Dai, ma che cazzo è? Non ho capito. Vabbè, raccontaci lo sport, dai. Allora, open 2,5 da button, c'è cioè, avversario che presumibilmente non è reg in quanto... Ma comunque ce l'ha, Trager, perché ci dice che non ce l'ha? Vitolo, basta prenderci in giro, se vedi dallo screen che hai mandato, c'è un Trager. Dove sta il Trager? Mi sono fregato da solo, vabbè, dai, fine della storia. Guardate ragazzi, che Mitolo è sveglio, eh. Dove sta? Ma secondo me sta in basso a destra, in basso a destra. È sveglio. Ma allora ci stai a piar per culo. Ma secondo voi posso non avere il Trager? Scusa. È sveglio, ma non come Eugenio. Eugenio è più sveglio. Giova, sincero, io non ho mai capito se ci fa o ci sei, però qualsiasi cosa sia ti voglio bene lo stesso, perché sei troppo forte. Cioè, nel senso, non so dove finisca il mito e inizi la mitologia. Fai il live senza fare di Golden Manager, invece mi sono sputtanato così, non ci posso credere. Clamoroso, ragazzi, sei fortunato perché ci sono 100 persone in meno rispetto all'inizio, dai. Ah, dai, non la condivido. Quest'ultima parte la tagli su YouTube. Ma che cosa? Tutto sputtanato, sta cosa è clamorosa. Te lo dicevo. Sei un grande. Che vergogna. Avvocato, come facciamo? È dura. Qui siamo in flagranza. A questo punto. Faceva i conti. Rischiamo il processo per direttissimo. Allora, t'avevo sgamato quando hai detto che avevi perso un K. Stavi perdendo un K. Ma sì, lì veramente ho controllato il sound. Ma lo sapevate che c'avevo il demerito? Ma no, certo. Che ne so. È un gol, dai. Tu lo sapevi. Comunque, no. open per 2,5, dai. Ma a sto punto... Ma a sto punto ce lo potresti pure, dato che abbiamo... Maledetto lo sapeva che ci sei andato a cena. Non lo so, non gli ho chiesto se sapeva se c'è il Golden Manager o no. Dai, Maledetto sa tutto. Maledetto sa tutto, dici? Dai, pettegola. No, no, non pettegola. Cioè, ma non è pettegola, se deve per sé. Tipo oracolo. No, tipo oracolo. Ma a sto punto, Gio, dato che... Vabbè, a sto punto c'è il Golden Manager, vi dico quando andare la sessione, aspetta. No, metti pure la mano come Cristo comanda. Cioè, mettici la del manager, magari, se ce l'hai. Dai, ma io devo sempre andare a dormire. Mo' siete impazziti. Lascio aperto, era affanculo. Lasciate il canale aperto, vuole. Comunque, bet al flop, che sai, un terzo. Bet al flop faccio un terzo, sì. E allora, quanti bui ha? 30? 43, 44. E tu? Sì, 42. Hai 96, bettato 95. Questo flop? Io ho bettato un terzo, poi tardi mi chiama. Sì, no, ho bettato. Non entriamo troppo nel dettaglio. Ma che dettaglio stai giocando con Fish 40x? Cazzo, nel dettaglio dei reg che ascolti. Vabbè. Allora, turn overbet tecnicissima, 150 per... Si apre... Però lui ha chiamato. Ma lui sta a 40 per? No, ma sta di più... Vabbè, comunque per 45 per River abbiamo una pozza di bet a questo punto. Natural flat con Jack 8, ragazzi, non si è chiuso flash, bro. Ok, che hai fatto? Bet shove. Sì, bet over bet shove. Perché aver betti col fish short? Super tecnica questa. Perché aver betti col fish short? Soprattutto domanda, quale adesso tu bluffi River, qual è il target che pensi che possa foldare il fish? Che delusione, mano che sto giocando, quindi... cioè Mitolo che c'è il Trager, ragazzi, è una delusione. No, vorrei sapere che cosa pensi, cioè qual è caduto l'ultimo mito. Che puoi andare sì, questa è una cosa alla volta, cioè proprio finito, per me è crollato un mito, cioè per me ci ha trollato per 3 ore, ci ha trollato. Non ci posso credere, mi sono perso in un quadratino, visto quello, e al gol non sfugge nulla, resta attento. Come dice qualcuno, non vi è nulla di nascosto che non debba essere. Ma poi non ho capito una cosa. Se ci penso come i gormoni. Ma che te ne viene in tasca a te
di non far sapere. Passa, continua a passare il fessacchiotto. Tu sei un idolo, Joe. Poi con calma facciamo una. Allora a sto punto, cioè, voglio dire, pure Biosolver sarai un master. Io in realtà non c'ho Biosolver, c'ho proprio. C'ho il. Vabbè. C'hai già gli RTA più avanzati. C'ho gli RTA, infatti io non volevo streamare perché, capito? Perché c'ho gli RTA attivi. No, ma a sto punto non vale più niente, regà. Tutto quello che ha detto, cioè, potrebbe essere. Vabbè, non vuol dire che se c'ho il The Manager tante cose rimangono, cioè solo che la cosa. E poi tra l'altro non ho mai detto di non avere il The Manager. Non ho mai confermato di averlo. Infatti, è sempre stato vago, è sempre stato vago. È sempre chiuso in un silenio molto. Deve essere sincero, se l'è giocata bene. Dai, però a sto punto non vale più niente. Tutte le cose che ha detto potrebbero essere contrarie. Quindi... Certo. Ma lui sta qui, scusa. Ma secondo te veniva qua a farsi via per culo da te 3 ore così? Normale. Alla fine della fiera chi è che è stato preso per il culo? Massimo deve andarmi un'altra volta tutta la notte. Colpo di scena clamoroso. Il pollo so io qua. È proprio valsa la pena di vedere questo spot. Grazie, Gio. No. Grande, grazie. Ragazzi, io purtroppo a qualcuno avrò distrutto un mito, cioè per me è distrutto il mito. Vabbè, comunque bastava che passaste a casa mia, vi invitavo. Vieni un po' lontano. Ma quindi mo la sessione la farai col The Manager, una volta che a questo punto sì, che cazzo devo fare ormai? Perciò per la fa sessione. Ma faccio direttamente tutto nudo, cioè mi faccio vedere. No. Grazie. Magari la fai in privato. A questo punto ormai la mia carriera è finita. Raga, buonanotte veramente. Ciao, ragazzi, è stato un piacere. La live termina qui, grazie a tutti. Ovviamente. Fai il taglio sulla fine. Non esiste proprio. Ti devo sputtanare. No, ma non hai capito. Per me eri diventato un essere leggendario, capito? Tu hai distrutto un mito in un secondo. Però il fatto che sono una pippa che gioca al 1000, dai. Ma quello lascia stare, ce ne sono sempre state tante. Storicamente c'è sempre stato un reg meno preparato degli altri che campa a livelli più alti, quindi non è un'anomalia, capito? Quella, cioè, anche se tu fossi scarso realmente. Comunque so veramente una pippa sul The Manager, a parte tutto, cioè lo uso, però Non è quella una questione di anomalia. L'anomalia sarebbe stata questa, però l'anomalia purtroppo non esiste. Io vi dico solo una cosa prima di chiudere. Vi dico solo una cosa. Ancora? Che questa umiliazione per me è peggio della finale Champions vinta da Roma. E chiudiamo qua. Devi stare attento. Non è vero, no. Non è vero, ragazzi, non è vero. Raga, comunque, devi stare attento con quelli vicino Roma. Cioè, va, senti un po', ovviamente sei invitato per la live session, se ti va, se non ti va, sti cazzi. No, non mi va, tanto ormai sono obbligato. Vabbè. Ragazzi, grazie a tutti. Si è detto del patteggiamento, quindi sì, ci sentiremo settimana prossima, rimanete collegati sui canali social, ovviamente, per rimanere aggiornati. Grazie a tutti, a Simone, grazie a